Buonasera ragazzi, benvenuti. Che live quella di stasera, che live. Io non vedo l'ora di iniziare, vedo già che siete connessi in tantissimi. Ringrazio chi da oggi è in attesa, che commenta già il video così anche senza sapere nulla. C'è uno addirittura già detto Frusciante sta buono, vabbè, metto le mani avanti, non si sa mai, perché ormai Frusciante sulla garanzia. Comunque, stasera ci saranno degli ospiti nuovi, adesso li presenterò, ma mi sembrava doveroso, sia perché è uscito Occhiali Neri, la nuova fatica, come per noi fatica è arrivare alla fine mentre lo si vede, la nuova fatica di Dario Argento, mi sembrava bello parlare di tutta la sua carriera. Non vi preoccupate, non è che ci metteremo lì punto per punto a parlare di tutte le pellicole, sarà una chiacchiera libera, a braccio, come ci garba a noi, e quindi direi di iniziare a presentare gli Oscar, stavo per dire. No, perché qua vedo che StreamYard ha messo anche le musichine, io non le ho ancora provate, ma se tipo io metto così, com'è? Senti le musichine di StreamYard per presentare tipo Kratos 25, eccolo qua, un ritorno sul canale. Ma buonasera, buonasera a tutti. Ebbene sì, è il periodo Dario Argento, quindi parliamo di sto Dario Argento. Però tolgo questa musichina perché sembra l'inizio di un porno bulgaro, cioè non mi piace per nulla. Quindi Kratos, grazie per essere qui. Volevo testare come fossero, ma fanno discretamente. Ora te lo dicevo. Quindi, come ti senti? Sei pronto? Carico come una molla. Perfetto. Abbiamo anche un altro gradito ritorno. Si è messo un colletto bellissimo, una magliettina. Ora gli chiedo se me la presta così faccio una figura di merda anch'io. Ecco, Andrew Cinema 98. Ma guarda, Eh? sono Sì. fantastiche, Paolo. Sono felice di essere qui con tanti bei ospiti. Sembra tu abbia gli orecchi di Batman messi alla rovescia sopra la testa. Io ti dico già che stasera sarò calmissimo, senza problemi. Mi piace Occhiali Neri! Ok, è bello, cazzo, è Va bello! bene, va bene. La follia è contagiosa. Detto ciò, prima di presentare le new entry, un altro gradito ritorno su questo canale, Damiano della pagina e del canale Il Mattino all'Horror in bocca. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e vedremo un po' come andrà. Ecco, Sei sono tanto pronto? contento. Carico, carico Dai, anch'io. Sì. perfetto. E poi abbiamo il mio cugino buono, il carissimo Michelone Innocenti, detto anche l'amico del Giaguaro. Hai già detto una stronzata di troppo nell'introduzione al film, Cugino Cattivo, quindi Lo so, è perché sarà la interessante. seguiamo e andiamo avanti. Comunque da quando hai detto l'orecchi di Batman alla rovescia non guardo più Andri con gli stessi occhi. Non sembra, cioè sembra che È Batman vero. ha cartocciato E tra l'altro sembra Lego Batman per via del giallo del maglione, capito? Quindi sono un po' Vedi che citazione. Poi voglio presentare anche un altro gradito ritorno su questo canale. L'avevo intervistato, se vi foste persi la diretta di qualche anno fa, la trovereste sul canale, ma è un piacere, visto che parliamo comunque di cinema horror, un regista che ci ha deliziati con due film che vi consiglio di vedere, The End, l'Inferno Fuori, Il Mostro della Cripta, il caro Daniele Misischi. Eccolo qua, ero molto curioso di sapere il parere di un regista su un altro regista. Eccolo qua. Ciao, ciao a tutti, piacere. Come stai, Daniele? Tutto bene? Bene, bene, quante belle facce, insomma, Visto? belle. Tranne Michele, forse, ma perché si sa, Michele ce l'ha così di natura e non ci si può fare nulla. Allora, sì. E poi due new entry su questo canale. È un piacere averli qua. Ci siamo beccati su altri canali, però per la prima volta li ho sul mio canale. Quindi posso dire di aver avuto l'onore di unire insieme i due Livornesacci Doc, Michele insieme a Federico Frusciante, che non ha bisogno di presentazioni. Direi. Come no? No, Federico Pronto, ho Frusciante è presentato tutti. no, nel senso, cioè, ti conosce Federico Frusciante, Ma dici? l'emblema, Dio santo, te Federico, cioè, tu sei uno dei pezzi grossi di YouTube Italia e vabbè, dai, Quando non... dici te ci si crede. ma assolutamente Io sì, ma assolutamente, ed è un sono dei piacere pezzi averti qua. vecchi di Ubitalia. Fra un po' 50 anni sono pezzi vecchi di Ubitalia. Vabbè, però non conta l'età, conta ciò che ci sentiamo dentro, così come è un 100. piacerone avere qua un altro big di YouTube che ho avuto la fortuna prima di seguire da spettatore, così come Federico, e poi di potermici ritrovare in live, quindi è una bella cosa. Ecco qua, Victor Laszlo 88. Big è una parola grossa, però ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Vic, sei a Ciao. posto? Sei pronto? Sì, purtroppo io non ho visto Occhiali Neri perché da me hanno dato una distribuzione criminale. Spero di riuscire a recuperarlo nei prossimi giorni, ma mi sa che devo andare a Milano.
perché in zona proprio non pervenuto. Anche qua tra tutti noi Fede e Victor ancora non l'hanno visto, però sarà una chiacchierata proprio generale, poi magari quando ci soffermiamo su Occhiali Neri cerchiamo di evitare gli spoiler e quindi non vi preoccupate. In realtà io spero si sia ripreso rispetto ma non ti preoccupare, Vic, non ti preoccupare. Sicuramente è migliore di Giallo e Dracula 3D, ma cioè, ci vuole poco, cioè, per essere un film migliore di quei due non è che ci voglia molto. Poi Tasci. Poi Michele parlerà. Poi Michele parlerà. Dracula 3D è indifendibile, però. Mi è piaciuto. Dai, non vedo l'ora. Sicuramente meglio di Giallo. Non ho capito. Sicuramente meglio del Cartaio. Sicuramente meglio dell'opera. C'è miliardi e c'è un fantasma dove non c'è l'opera e non c'è il fantasma. Il Cartaio è uno che gioca contro un computer. Ho capito bene. Dracula 3D. Mi ci sono divertito. Il piacere e il divertimento non è sempre la stessa cosa. Perlomeno mi ha divertito, che posso dire di no. E poi c'era due tette all'inizio che sfondano. Vabbè, quello sì. A me aveva divertito per i motivi sbagliati, nel senso che era talmente scemo. Secondo che me se ne parla sempre troppo male, perché ci sono il 90% del film che è veramente brutto, ma c'è un 10% dei film che ci sono 3-4 sequenze in Dracula. Qualcosina che si salva, sì, però nel generale. Io dico solo quello, poi è chiaro, il problema secondo me principale, visto che siamo partiti qui di Dracula, e chiudiamolo anche subito perché non c'è molto da parlare, è che il problema di Dracula, in realtà, al di là delle computerate, le cazzate, è che non si capisce perché non abbiano scritto una sceneggiatura in cui spieghino a chi non sa chi è Dracula a 14 anni, perché i personaggi entrano in campo, chi sono, cosa fanno. Si dava proprio per scontato, si dà per scontato che tutti sanno chi è Dracula, quindi facciamo Dracula, quello è il problema. Guarda, perché secondo me poi anche gli effetti digitali, io sono stronzo, sono fatto male, io sono dell'idea che il film, l'effetto digitale non faccia il film, magari è brutto, amen, ci si passa sopra. Il problema è un altro, il problema è che se c'era la mantide, c'era il coso fatto così, ci potevo fare due risate, ma magari la sceneggiatura era interessante e Dario la poteva sfruttare meglio. Quando c'hai dei dialoghi ogni tanto che non sanno di cosa parlano e poi lì però è lì. Ci arriviamo a Dracula. Io te l'ho detto nelle mie recensioni, 10 minuti iniziali, 5 mi aveva fregato Dracula, per me era un bel film. All'inizio era interessante, poi. Sì, tranne per i titoli d'inizio con quel font criminale, però capisco. Quello non credo sia colpa di Dario Argento. No, mancherebbe. Però allora, prima di iniziare, volevo solo dire, semplicemente mi raccomando, commentate con noi e come vi direbbero quelli più bravi di me, potreste senz'altro fare le vostre donazioni attraverso la Super Chat, così leggeremo le vostre domande e sosterreste anche il mio operato su YouTube e mi permettereste, come dico sempre, di recarmi a casa di Michele e rubargli tutti i film. Quindi, detto ciò, possiamo andare. Esatto, mi ci vuole un camion. Come fai a rubarle? Lì devi chiedere permesso al comune per stare fermo 2 giorni. Come fai a rubare la roba che compra Michele? È impossibile. Ma indipendentemente da questo, io vi voglio fare la domanda di rito, cioè come vi siete avvicinati a Dario Argento? Parto io, allora ve lo dico, io sono stato un bambino strano, quindi non mi giudicate, magari quando i miei amici anche all'elementari guardavano i film della Disney, io ammetto che ero subito flashato con l'horror. Mi ricordo che con la mia biciclettina nei pomeriggi di tutto l'inverno andavo a noleggiare in videoteca i film di Dario Argento, perché il primo me lo vidi su Rete 4, se non erro fu Profondo Rosso, e devo dire che a 8-9 anni vedere Profondo Rosso fu una bella batosta, però mi ha sempre affascinato il cinema horror. Insieme a Nightmare, Dario Argento sono i primi film, i film di Dario Argento sono i primi che ho conosciuto, e quindi ogni giorno andavo, li noleggiavo, ed era una cosa bellissima, perché poi da bambino magari mi spaventavo, non li capivo nemmeno bene, ma era quella sensazione di spavento, perché oggi come oggi, sì, se vedo Profondo Rosso mi spaventa, però le paure che ti prendevi da bambino sono proprio rimaste nel cuore, quei momenti che vorrei rivivere. E poi da lì, crescendo, ho scoperto anche da dove derivasse Argento, perché quando mi sono visto per la prima volta Mario Bava, Un Sei Donne per l'Assassino, ho visto per la prima volta I Guanti Neri, ho detto caspita, forse anche Dario Argento si è rifatto ai più grandi, ai più bravi, e quindi questo excursus tra Bava, Fulci, Argento mi ha cresciuto ed ero desideroso di parlarne con voi. Però sì, primo film visto
Profondo Rosso. Ricordo sempre il videotecaro che doveva telefonare a mia mamma, ma è sicura che glielo vuole dare a suo figlio? Sì, glielo dia, tanto ormai fa come gli fare, quindi sono ricordi d'infanzia, però sono ricordi bellissimi. Caro Andre, te come ti sei avvicinato a Dario Argento? Io penso di essere stato estremamente fortunato con Dario per quanto riguarda la mia generazione di per sé, perché praticamente era il 2017, non avevo visto niente di Dario Argento, e improvvisamente vengo a sapere che al The Space davano Suspiria in occasione del 40° anniversario. Quindi è stata la prima volta che ho visto Dario direttamente sul grande schermo. Il bello che ero andato con questa idea, perché mi stavo appena approcciando agli horror e avevo questa strana idea che un horror, io non valutavo, già allora non valutavo l'horror su quanto mi mettesse paura, perché comunque la paura è estremamente soggettiva, e quindi se l'horror vuole comunicarti qualcos'altro, magari non si connette con la tua percezione di paura, non per forza è brutto o mal riuscito o nella media e basta, ecco. Quindi ho detto, però pensavo, magari è un capolavoro, come dicono tanti, però cioè, è degli anni 70, non mi può mai fare paura. E invece, in sala mi sono cagato sotto insieme alle mie cugine, che stavo proprio, no, mi prego. Ma poi la cosa che mi divertì tanto è che andai con una comitiva, quindi le mie due cugine che erano appassionate di horror e non avevano mai visto nemmeno loro un film di Dario Argento, poi un altro cugino che non aveva visto il film di Dario Argento. Quando finisce Suspiria, mio cugino si alza, si avvicina alle mie cugine e dice proprio così: questo è un horror, non le stronzate che mi fate vedere voi. Cioè, una cosa, mamma mia. Quindi da allora amore gigante per Dario Argento. È bello che non mi ero neanche troppo informato sul suo periodo, quindi cioè io dopo Suspiria ho recuperato Dracula, quindi proprio sono passato proprio tu ti sei voluto fare del male all'inizio dopo Suspiria Dracula. Ma fu molto buono all'inizio quando lo vidi la prima volta, che poi vabbè ero molto più piccolo, ero già l'amore eterno per Dario Argento, quindi qualunque cosa, ok, va bene, poi con il passare del tempo l'ho rivalutato in okay. negativo. Okay. Ma poi quando è finito ho continuato a vederlo, e la cosa bella è che questo Occhiali Neri l'ho visto con la stessa comitiva di Suspiria, quindi è stato un inizio, una chiusura del cerchio che ho apprezzato tanto. Perfetto. Invece il nostro caro Kratos, io posso dire di essere cresciuto letteralmente a Pane e Dario Argento. Cioè mio padre, potete pensare, a qualsiasi edizione Blu-ray o DVD di qualsiasi suo film, lui ce li ha tutte quante. E sin da quando ero piccolo ho sempre visto tutti i primi film, tipo Suspiria, Lucio del Piume di Cristallo, e non è che li capissi quando ero piccolo, cioè comunque, appunto un po' come te, mentre i tanti guardavano i film della Disney, io guardavo con mio padre i film di Dario Argento, ma comunque sono cresciuto guardando quei film. Poi anche mio zio, che è un fanatico, non vi dico, ma nel suo corridoio a casa sua ha proprio il quadro di Profondo Rosso nel quale è nascosto l'assassino, e a volte ha cercato anche di farci prendere lo spavento col trucco dello specchio. Ma sì, posso dire di aver conosciuto Dario Argento sin da quando ho memoria, possiamo dire. E vabbè, poi gran parte dei film più vecchi, tipo Quattro Mosche di Bruto Grigio, li ho recuperati recentemente. Okay. Mentre invece gli anni più attivi erano sia quando ero piccolo, sia quando è uscito Dracula 3D, e da lì guardavo qualsiasi film che fosse uscito al cinema, cioè Giallo, Quattro Mosche di Bruto Grigio è stato il primo film che ho visto con mio padre al cinema di Dario Argento. E quindi sì, praticamente da quando ho memoria ho visto un film Dario Argento. Diciamo che siamo stati tutti bambini particolari, cioè quindi il caro Damiano magari il primo film l'ha visto a 22 anni, no? Sì, più o meno. Vabbè, io diciamo che ho iniziato, cioè che comunque ero già abbastanza grandicello con Dario Argento, e ho iniziato da Suspiria più che altro perché mi incuriosiva la tematica legata alle streghe, alle sette, diciamo che è un filone dell'horror che ho sempre apprezzato, e sono rimasto subito colpito in generale dall'estetica dei suoi film, da queste atmosfere comunque cupe che richiamano all'horror di una volta, che diciamo che si vede ancora in alcuni film post 2000, ma è più raro, diciamo che è un tipo di inquietudine che un po' ci ha lasciati purtroppo, però devo dire che l'ho percepita molto in Suspiria e poi anche in altri suoi film del passato, e sono rimasto colpito anche soprattutto dalla fotografia dei suoi film, nel senso che molte scene proprio potresti fare il quadretto e appenderlo in camera, insomma.
Assolutamente. Poi mi sono avvicinato anche ai recenti, vabbè, poi magari ne parleremo meglio dopo, però comunque reputo ancora Dario Argento un grandissimo regista, insomma, a prescindere da tutto. Anche io, cioè, Dario Argento resta comunque un maestro che ha fatto la storia, e se anche con l'ultimo film io mi sono proprio arrabbiato e sono rimasto deluso, è perché so cosa può dare. Cioè, io una cosa che sento dire spesso è che questo film è superiore a Il Cartaio, a Giallo, a Dracula, però ci vuole anche poco, cioè io mi aspettavo che fosse superiore, cioè il minimo quello, proprio perché gli voglio bene a Dario e so cosa può fare. Vedere un film dove letteralmente dall'inizio alla fine, scusate se passo di palo in frasca, è un connubio di situazioni dove tutto raffazzonato, tutto tirato via, poi ci mancherebbe. Alzo subito le mani, nel cinema di Dario Argento ci sono sempre state imperfezioni, anche nei capolavori, ci sono sempre stati momenti che ti chiedi cosa, la direzione degli attori non è mai stata al 100% eccellente, però come dico sempre, anche il difetto, quando serve per rendere iconica una scena, allora io lì premio quello che riesce a fare, perché se io penso a Inferno, questa tira su una botola e c'è la cascata del Niagara là sotto, dico è ovvio che nella vita di tutti i giorni è impossibile, però mi rendi una delle scene più iconiche del suo cinema. Cioè, in Profondo Rosso esce quella lì, torna dopo due secondi in casa, ne parlavo con Michele, trova tutti i bambolotti attaccati, pensi ma come fa il killer in un secondo a attaccarli tutti, però è una delle scene più belle e spaventose del cinema di Argento, quindi va bene sospendere l'incredulità. In Occhiali Neri è una cosa fuori dal normale, bisognerebbe proprio, non lo so. Comunque, scusatemi se vi ho interrotto, caro Victor, come ti sei avvicinato al cinema di Dario? Non è tanto diverso da quello che è successo a te. Io l'ho visto in televisione, avevo 8-9 anni anch'io, adesso non ricordo con precisione, e mi spaventò moltissimo, più che altro perché era, nonostante fosse un film di parecchi anni prima, mi avevano colpito le trovate proprio a livello stilistico, a livello visivo. Io quel cazzo di pupazzo maledetto Molla me lo sogno ancora la notte. Caspita. Per l'epoca fu, insomma, fu abbastanza interessante come trovata. E poi mi colpì molto il fatto che il sangue aveva il colore di come te lo immagini. Cioè, il sangue non ha quel colore lì, perché è la tinta. Però quel colore rosso brillante mi aveva sconvolto. Ero piccolino, ovviamente. E poi avevo recuperato altri film di Argento successivamente. Io avevo una prof alle medie che mi aveva dato la videocassetta di Suspiria. Cavolo. Quindi mi ero guardato Suspiria, e poi da lì ho recuperato, io avevo la videoteca dietro casa, ho recuperato tutti quelli che non avevo visto, quelli che erano usciti nel frattempo, e poi da un certo momento in poi sono andato a vederli al cinema. E poi sì, sicuramente sì. È un po' bollito, però voglio dire, il fatto, secondo me, un regista può iniziare a fare film di merda da un certo punto in poi, però non è che questo ti cancella quello che ha fatto prima, quindi esatto. È stato molto altalenante, c'è anche da dire che sono cambiati tanto i tempi, adesso un Dario Argento fa fatica a farsi produrre un film, una volta poteva avere anche le idee più stronze del mondo, gliela producevano occhi chiusi, nel corso del tempo sono calati gli incassi dei suoi film, hanno iniziato a non farlo lavorare più tanto, però rimane comunque un grande regista, nonostante gli ultimi lavori non siano questo granché. Sì, sì, questo assolutamente. Tra l'altro, dicevi che sono cambiati i tempi, ad esempio Occhiali Neri, quando lo vedrai capirai, è un film che è ancoratissimo agli anni 70, e questo è un profilo... A me va benissimo! Però ad un certo punto ti rendi conto che, cioè, dall'inizio alla fine c'è un killer che ti insegue, mai una volta che ti venga in mente chiamo la polizia, cioè, quindi va bene fino sì, ad un certo punto. Sì, però ascolta, il punto è questo. Prima Federico giustamente ha letto la sceneggiatura, i film di Argento... Se guardiamo diciamo che puntavano di più sul violentarti sensorialmente che sulla. Certo. Perché se guardi Il Profondo Rosso ha dei problemi di trama, però. Certo. Anche Suspiria, però. Anche L'Uccello dalle Piume di Cristallo. Ma che cazzo te ne frega? Cioè, Il Profondo Rosso è la cosa di Carlo, che lui tipo si accorge 20 ore dopo che è morto e dice. Ma non però... poteva essere lui, ma Cristo eri lì. Però so. Il punto è, ma chi se ne... Ma va bene. Ma nell'ottica di com'era il film andava benissimo, cioè non era neanche un errore. No, perché era il suo stile, va benissimo. Sì, sì. Non si può fare le pulci secondo me, su questo tipo di però cose. Fidati che quando vedrai Occhiali Neri, mi sa che questo argomento un po' cambierà idea. No, se è chiaramente ancorato a quell'epoca lì, ci puoi passare sopra come ci passi sopra sui film precedenti. Non è un problema, figurati. Caro Fede, dici tutto.
Io, ragazzi, cioè, a differenza di il più vecchio qui c'ha almeno 10-12 anni meno di me. Io quindi, cioè, io faccio parte della fortunata generazione che era adolescente negli anni 80 ed adulto già dai primi anni 90. E quindi, cioè, per me, Dario Argento non è che è questione. Quando io avevo 10-11 anni usciva un film di Dario Argento, quindi si sta parlando dell'82, cioè è un evento storico. Cioè, esce Darione, il cinema se lo tiene 4 mesi e poi gira per altri 2 anni nei cinema minori. Io ho avuto una fortuna su Dario Argento enorme, perché io praticamente da Tenebre in poi me li sono visti tutti al cinema. Quindi c'è la mia fortuna, sono riuscito ancora a beccarmi Tenebre, Fenomena, Opera, che per me sono 3 grandi film. Poi sono riuscito a beccarmi Trauma, che io reputo a tratti sottovalutato dalla gente, comunque è un buon film. Siccome è Dario Argento, si dice, certo, c'ha poco di argentiano, forse sembra un remake fatto da Brian De Palma di Profondo Rosso, in un certo senso. Però ma magari l'avesse fatto invece di aver fatto Domino Brian De Palma, che poi poveraccio non è nemmeno colpa sua. Però c'è, cioè, la logica. Per me è semplice. Io la prima volta che l'ho visto, Dario Argento, l'incontro è stato uno scontro. L'ho visto nel 1980 alla Rai, quando lo davano su Rai 3 e lo presentavano. Io mi ricordo il periodo di carnevale, i miei genitori non c'erano e io ero con mia cugina Doretta, che aveva ben 10 anni di più, quindi era una 18enne, che voleva vedere questo film di Dario Argento che aveva già visto. E ha piazzato 3 bambini dai 7 ai 9 anni davanti a un televisore mostruoso, perché all'epoca erano un 35 pollici, era enorme per le case degli anni dell'80, a colori. E io mi ricordo ancora che io guardavo Profondo Rosso e non stavo capendo niente, cioè, perché ai 7 anni vedo cascare un coltello, ok, un bambino al coltello, nel mio orecchio mi è rimasta, la prima cosa che mi spaventò in realtà fu un urlo, brindo a te vergine stuprata, che non mi è più uscito dal cervello, eppure non capivo né cos'era una vergine, né cos'era uno stupro, né un brindare a te in realtà a 7 anni, eppure mi mise un'inquietudine, e 15 secondi dopo, giustamente, Argento con un montaggio meraviglioso me la fa vedere spappolare, accettare, spappolare su una finestra. E quindi io mi ricordo che questo è stato, io avevo fino a 2 settimane prima una televisione all'epoca, quando c'era la Rai, cioè prima degli anni 70, le televisioni avevano 4 pulsantoni di veramente lunghi, neri, zigrinati, che facevi croc croc e ti entrava Rai 1, croc croc, ti entrava Rai 2, croc croc, ti entrava Rai 3, più 3 pulsanti dove ti entrava il buio, più o meno. Io mi ricordo questa cosa, perché io mi ricordo che quando vidi questo sgozzamento sulla finestra, schizzai verso la televisione con il tentativo vano di premere questo pulsantone. Ma non sapendo che io sono un cazzo, un bambino, ho cambiato la televisione, in quel periodo esistevano i pulsanti, forse Michele che se ne intende un po' di televisione, c'erano quelli a struscio, non so se hai presente che c'erano questi quadretti in cui strusciano. Sì, me li ricordo bene, me li ricordo bene. Già da sano ci voleva 6 mesi per cambiarli, perché si parlava, infatti ha durato 3 mesi quel tipo di televisione. Io come un cretino pigiavo su questo pippolo, che non era più pippolante, e quindi ero a 1 centimetro dal sangue che mi veniva nel viso mentre cercavo di stopparlo. Allora, agli urli di tutti, mi ricordo che ho finito di vedere, appunto, Profondo Rosso la prima volta sotto una coperta con le mie sorelle e mia cugina dietro, che invece se l'era continuata a vedere di stralusso a colori, così, davanti a un televisore piccolo così, e ci rendemmo subito conto dell'importanza della musica dell'Era Argento, perché per non aver paura mettemmo la musica a 1, il volume piano. E mi ricordo che lo finì di vedere in bianco e nero lì, e a differenza, per esempio, no, di te che sei cresciuto e poi dici non mi ha fatto più paura, a me col cazzo. No, a me mi fa paura ancora. No, ma a me paura vera, perché devi calcolare chi ero in quegli anni più o meno. Cioè, quindi ero 5 anni dopo, i palazzi... Sì. Come erano costruite la casa mia dove abitavo, l'affare a vetro, le scale, il cazzo, sembrava adesso in Profondo Rosso. Era la prima volta che forse mi vedevo qualcosa di così orribile attraverso un'ottica italiana, cioè non era ambientata a New York, che suona secondo me. Cioè, a me Profondo Rosso, io almeno per altri, almeno fino a metà degli anni 90, diciamo, che non ho avuto 23-24 anni, ho tutte le notti che tornavo a casa da solo, tutte le fottute notti, che mi avvicinavo a quella porta alle 4:40 di mattina, di giù di casa mia, poi dovevo fare 2 piani, arrivare su, io ero morto. Cioè, io correvo, andavo verso la porta, tanto è dietro, tanto era mia figlia, è quello di Profondo Rosso. Cioè, per me è stata un'angoscia che anche adesso, comunque, se sono solo durante la notte,
non mi fate sentire l'antinera dei bimbini, non me lo fate. Mamma mia, uguale. Okay. Poi il mio rapporto con Argento è stato quello di amore totale, istintivo, perché quando ho iniziato a guardare i suoi film, ripeto, dopo 10, 12, 13, quindi fino a Opera che avevo 16 anni, è più amore istintivo che di preparazione, mi garbavano e basta. Poi di lì in poi, chiaramente inizia a studiare il cinema e poi va a vedere Mario Bava e tutto il resto, però ti rendi conto di quanto Argento è stato importante per altre cose. Sì. Quindi il mio amore per Argento è stato talmente potente che dopo i primi 3 minuti di Cartaio, mentre giustamente mia moglie Ele mi ha fatto, ma che cosa stiamo vedendo, Ristretto di Polizia? Io mi sono girato e ho fatto, no, Argento, vedrai che... Sono riuscito a tenere questa faccia, vedrai che per 12 minuti è arrivato Muccino, sono andato lì. Nel senso che il mio cervello ha staccato, ha sentito detto, sono fatto come una figlia, ho fatto aiuto. Che cazzo sta succedendo? Non ho visto una goccia di sangue e ho pensato, questo non è Dario Argento, questo l'ha girato per telefono e l'aiuto regista. Cioè, per me l'unico film veramente totalmente assente di Dario Argento è quello, quando mi chiamano, ma c'è quella scena al buio, quella scena al buio di Strette Polizie. Io voglio vedere la testa che scoppia, il sangue che spruzza, il rotola, un bel girone di telecamera, vai su e giù, perché sennò che cazzo. Ma poi Fede, sto parlando ancora di Dario Argento di 25 anni fa, parlo di Occhiali Neri, un secondo, io che non l'ho visto. Sì, io sì. Lo difendo a priori, non me ne frega un cazzo. Bello, okay. Brutto. Non vi state rendendo conto che andate a vedere Madonna Ne... Oh, sicuramente no. No, ma... Detta... Vabbè, ma su YouTube non ti fanno niente. È male. No, ma il livornese vuol dire un'altra cosa. È una parola sola. È tutto attaccato, no? Se volete è tutto attaccato e diretto alla ciccone. Madonna, ciccone, cane. Questo si può dire, mi querelerà lei. Okay. Detto questo, se no mi invitate live, ragazzi, io live penso in casa mia, io cioè, mi faccio cazzi mia. Cioè, sto mi a pensare con chi parlo, io parlo, Ermisistia lo conosco, Mattia lo conosco, Michele lo conosco, e vi conosco, vi ragiono. È un problema. Comunque, che Madonna mi faccia schifo l'antante, si può dire, quindi, per me è un cane di cantante. Ho salvato l'altro, okay. Se no te la brucia, volete preparare un'altra senza di me, cancella questa affare e levalo quando no, va bene. Detto questo, basta, cioè Dario Argento va difeso perché c'è della roba al cinema, che c'è una famiglia mostruosa, gli danno 3,5 stelle, lo vado a vedere, è una osa che si vergognerebbe anche di farlo sul canale 5 di pomeriggio, e gli stessi critici mi fanno mezza stellina a questo, io non ci credo che Dario Argento ha fatto un film più brutto di Una famiglia mostruosa. Quindi secondo me c'è un po' di distanza dal fan che la deve smettere, che giustamente è fan, io non lo sopporto, ma se gli garba tutto, che te frega, sei fan, infatti, non me ne frega niente. C'è un problema tuo se ti garba tutto di lui, non deve garbare a me. Quindi prendo in un certo senso il tuo spirito critico un po' devastato dall'idea che tu accetti tutto, quindi mi va bene. Poi c'è quello che a priori di Dario Argento è morto e se ne frega, ma aspetta, va, cavolo. Cioè ci sono registi che almeno personalmente ho trovato registi anche di genere come un Richard Donner che mi ha fatto Timeline e un altro paio di troiai in mani e poi me sono andato a vedere solo 2 ore, era un grande poliziesco degli anni 2000. Eppure era ambollito Donner, cioè non si sa mai, cioè a me questa cosa dei registi di talento, dei grandi maestri, secondo me una visione al cinema la meritano sempre, la botta di uno può arrivare. Sono e d'accordo. Poi gli diventa molto soggettivo perché io magari posso, da quello che ho intuito più o meno, che mi sembra... di capire che Argento lavori su se stesso in questo film, in un altro modo, e che quindi, se voi avete parlato di antilogica nei suoi vecchi film, io non sono assolutamente d'accordo. Profondo Rosso aveva le sue logiche. Come un assassino entra in casa a mettere un pupazzo, lo sa l'assassino. Se ce lo spiegano a noi, siamo finiti. Cioè, ma allora un assassino sul Nilo non torna un cazzo. Lui ci deve mettere 14 secondi per scivolare. Quello è un racconto Budnit. Scivola, basterebbe fosse io, scivolo, picchia la testa, finito. Non ce la fanno ammazzare nessuno. Lui torna lì, c'ha nemmeno buo nella gamba. Io parlo del libro poi. No, ma Fede, io era solo... Ci sono cose che si chiamano forzature di trama che servono semplicemente a farla tornare, ma non sono forzature reali. Voi continuate a parlare, Daniele ne potrà dire meglio perché è regista. Dite la sceneggiatura di Argento. La sceneggiatura fa parte anche dell'inquadratura, la fotografia ve le c'è. Cioè, la sceneggiatura è quello che è il film. Quindi col cazzo che le sceneggiature di Dario Argento erano così una minchia. Perché la scena va pensata e messa in scritta e poi messa lì. Quindi la sceneggiatura di Dario Argento, se parliamo dei dialoghi, invecchiano come tutti i film. È chiaro che un dialogo degli anni 70 adesso lo trovi datato. Certo. Però la sceneggiatura no, il problema di quando Dario ha iniziato ad andare giù è che è mancato Dario, perché io poi mi ci sono divertito. Ma io per me è l'ultimo perché in realtà aveva una discreta sceneggiatura alla fine, non un'ottima, dei pessimi attori a tratti. Io Trauma ho detto, cioè, perché non divertirsi con Trauma? È ganzissimo. No, è vero, sono d'accordo. Per la sindrome di Stendhal, la prima parte funziona benissimo, è la seconda che ha da schiaffi.
Ma la prima funziona benissimo. Poi quando vuole fare la donna che visse due volte un Dario Argento a peli bianchi posticci, si può vedere. Però il mio approccio con Dario Argento è semplicemente quello di uno che è iniziato come spettatore normale, se ne è affezionato come tale, quindi seguiva il nome come tutti in Italia, perché vi ripeto, almeno fino a Opera era un evento, l'uscita del film di Dario Argento al cinema, e poi l'ho seguito come amante del cinema perché trovavo nel cinema di Dario Argento della roba che non trovavo in nessun altro regista, anche nei suoi film peggiori. Solo in 2-3 film ho trovato che non ci fosse niente di Dario Argento, e credo che in Occhiali Neri, da quello che ho visto dall'inizio, qualcosa ci sia. Io poi sono fatto male. In 1 ora e 20 di film, se ce n'è 15 che mi folgorano e 1 ora che mi fa schifo, per me quello è un film da vedere. E allora potrebbe, perché il primo quarto d'ora, attenzione, per me è davvero valido, così. Per me è come un disco: se ci sono 12 canzoni, ce ne sono 4 eccezionali e 8 brutte, compratelo il disco, perché quelle 4 eccezionali valgono il prezzo. Io la vedo così. Ma ci mancherebbe non altro. Posso, e al lavoro di Argento io lo vedo come un disco, come un concept. Non posso pretendere che nella carriera di 80 canzoni scritte in questo concept siano tutte belle. Sono belle 35, va bene. E io amo Bowie, amo gente che i dischi l'ha sbagliato, ha fatto dei troiaio, non per questo quindi Eros è un troiaio, l'oggi fa cacare se è brutto Let's Dance, no? Ok, c'è troppo astio secondo me in un certo senso verso Argento, che trovo immotivato. Ma cosa l'ha andata a vedere a fare? Vabbè, andate a vedere Me contro te, potete andare a vedere anche l'Argento. Fede, siamo il mio rapporto ora è, l'ho intervistato, l'ho frequentato, ho visto che è anche una brava personcina, ci ho parlato al FIPI, gli ho fatto un'intervista dove non stava nemmeno troppo bene, quindi io l'ho conosciuto in parecchie situazioni, è un uomo disponibile che sa quello che può fare o fare. Certo, è un po' invecchiato, anche conoscendolo ti rendi conto che ha delle difficoltà, è un uomo che continua a provare a fare cinema e gli puoi solo voler bene, io vedo così. Ma infatti, visto che è l'ultimo, forse insieme a Pupevati, che però mi sta molto più qui, l'ultimo regista vero di quell'età che va a giro, perché i poveri Lamberto Bava, i film non li vanno, Ruggero non li rimandano, quindi è l'ultimo che continuano a mandarci in sala, diamoci una mano. Ma infatti io senza dubbio, torno e chiudo e fatemelo un pochino di orari diversi in sala, perché gente come me che lavora 7/7 si deve organizzare col cinema a 20 chilometri, gli devi dare un pochino di più Argento, secondo me, un po' di fiducia, anche se il film è brutto, perché il passaparola di Andy o di qualcun altro magari sarebbe arrivato a portare altra gente in sala. Se oramai dopo 5-6 giorni o addirittura 3 si decide, vabbè, è un troiaio, non ci è venuto nessuno, cazzo, diamogli tempo ai film, non gli diamo più tempo, non diamo il tempo di girare. E poi purtroppo nella sua bellezza arriva Batman, che giustamente questi mettono perché gli porta anche soldi, cosa devono fare? Però tenermi uno spettacolo la sera alle 10 di Dario Argento per un'altra settimanetta in una sala sola, solo alle 10, cazzo, a me l'hanno fatto. Però ora, no, ora, ma guarda che si trova ancora, cioè io ho visto che ad esempio no, qui no, qui no Mattia, però ora mi hanno tolto dopo 3 giorni. Federico ha parlato di tantissime cose interessanti, e perché io ho detto tutto quello che avevo da dire. Vabbè, ma poi tanto tu lo sai, la chiacchiera è così. Però quello che volevo dirti io è che per me i film di Dario non è che non avessero logica, stavo solo facendo capire che se tipo si guarda Il gatto a 9 code, se tipo si guarda certi film che comunque sono validi, che io apprezzo da estimatore di Dario, si potevano trovare anche quelle forzature, come hai detto te, utili però ai fini della trama, perché se volessimo fare le pulci, le forzature le trovi ovunque, magari anche nei più grandi capolavori. No, le forzature sono in tutti i film, certamente, perché non sono realtà, o fai un documentario, certo, ma ci sta. Per di più, molto spesso da quelle forzature nascono dei momenti indelebili per la storia del cinema. Cioè, dico solo, si sta a parlare della bamboletta, questa che ha fatto paura a tutti, la bambola di Profondo Rosso, ma chi ne ha data la carica? Ma certo, però quello ma che non mi interessa è cinema. Ma hai ragione, per esperienza personale, poi magari, ripeto... Ma non lo trovo un buco di sceneggiatura né una forzatura, ma un'idea geniale, cioè che spezza il canone. Ma certo, cinema. Certo, ma per me, guarda Fede, che anche una cosa che lì per lì sembra implausibile non è per forza una cosa sbagliata, eh? Assolutamente no, perché è cinema, come hai detto. Vediamo, tu, dico, il cinema solo surreale. Dico solo che in Occhiali Neri, dopo un primo quarto d'ora che veramente mi aveva fatto dire cazzo, è tornato. No, e ti dico, almeno io, va bene sospendere l'incredulità, ma di continuo dall'inizio alla fine, siccome so cosa può fare Dario, mi sono sentito un attimo. Ora volevo ringraziare anche Angel, e poi diamo la parola a Daniele, il carissimo Angel, che ma grazie per la donazione. Come fa a volergli male Cerfavilla, dai, grande, no. Favilla. Cerfavilla dentro, fatelo lavorare, bravo Maria. Purtroppo questo è quello che è accaduto anche a me. Ero in sala, non c'era nemmeno un ragazzo, erano tutte persone in su con l'età, quindi sicuramente persone cresciute con Dario Argento. Per la maggior parte del film
la gente rideva perché era proprio, e a me dispiaceva perché io ci soffrivo ed era una cosa secondo me molto triste, però effettivamente io penso anche, perché Federico ha fatto un discorso sensato anche su questi nuovi film che escono, io penso anche ad un giovane, poi do la parola a Daniele, i giovani abituati a vedere i Conjuring, che per l'amor di Dio è giusto che ci sia anche il cinema ultra mega commerciale, però mi dispiace che magari arrivino nelle sale, si trovino di fronte un film come Occhiali Neri o come, non lo so, l'ultimo horror, io ricordo commenti negativissimi anche per Il Signor Diavolo, che io invece ho apprezzato molto, però è veramente triste che magari per le nuove generazioni noi italiani non si sappia fare nulla, quando invece Paolo, cioè, è triste, è molto triste, però perché... Però non farei quel paragone, perdonami, perché Occhiali Neri, cioè al massimo tirerei fuori, ho capito che il discorso poi è lo stesso, però Occhiali Neri è un thriller, non un Il pregiudizio e c'è sempre, cioè lo potrà dire anche Daniele che è un regista italiano, cioè io sai quante volte anche sui gruppi Facebook quando pubblicizzavano, e Daniele me lo può confermare, il suo film Odiendo il mostro della cripta, ci trovi il commento ah ma è italiano? Che ti fa venire voglia di mandarli a quel paese, cioè ma è italiano? Con uno spettatore che era andato a vedere The End, che si metteva a dire che parlavano tutti in romano, io mi sono messo l'idea, io dico solo, mi piacerebbe che ci fosse una spinta, io Dario Argento, anche se facesse tutti i film orribili, ora non so se ne farà altri, li vedrei tutti, cioè io al cinema ci vado ed è un dolore quando vedo la sala vuota, però ecco, mi piacerebbe che ci fosse una maggiore spinta. Leggevo un'intervista a Pupi Avati, non mi ricordo se su Notturno Film TV, dove Pupi Avati diceva, io i film horror li farei anche, c'ho tutti i seguiti scritti del Signor Diavolo, è che mi dicono, ok, vuoi fare l'horror, mi devi fare prima 4 film e quindi la commedia, il drammatico, il romantico, ed è triste perché noi italiani li sapremmo fare. E quindi ora vorrei lasciare la parola a Daniele, che sicuramente lui che con l'horror però questa la dobbiamo dire, è vero, non gli fanno fare un horror, però adesso fa il biopic su Dante, ma io lo vedo volentieri, ma lei mi parla ancora, è un filmone, a me è piaciuto da morire, però vorrei solo non era per contestare, era per informare, figurati. Poi Avati è in Valium, dai. Non ti piace, è in Valium da anni, ma è da anni che è in Valium, ragazzi, il cuore altrove. Quando arrivano le ragazze, ma avete presente cosa ha girato? Allora, il nascondiglio è quello che doveva trovarlo. Ecco, si può parlare di sceneggiatura. Il nascondiglio è quello che doveva trovare Pupi Avati dopo aver fatto uscire quei film. Se deve fare quei thriller lì, faccia il Regalo di Natale 3, ci faccia un favore. Cioè Pupi Avati è una sola dell'horror, ragazzi, non ci facciamo prendere in giro, a lui non gliene frega nulla del genere, mi pare. Il capito. Signor Diavolo non ti è piaciuto, Fede? No, bellino, il Signor Diavolo è bellino, non si capisce perché perché debbano mettere una culla con del sangue di merda fatta al computer, che non si capisce perché la color correction è nera, queste cose sono cose che un maestro non dovrebbe permettere. Però dai Fede, hai detto prima è piaciuto. Prima, hai detto prima che Dracula 3D ti va bene anche se ci sono gli effetti. Ho detto mi è piaciuto, io ti ho detto che un maestro non può fare una color correction figa da film strafigura, quando il bello per me dei film di Pupi Avati horror era proprio che avevano quei verdi, quell'idea di colore, che il mare è nero, e gli alberi sono blu, e la color correction per me degli esterni è sbagliata. Non mica detto, è un gusto mio, mi ho detto certo, il film certo. È brutto, però che sia orribile quella carrozzina l'hanno capito tutti, cioè quello non è gusto però, mio. Resta il fatto che però Pupi Avati non è un regista horror, ce ne ha fatti 5 dopo 600.000 film baciapile. Se pensa anche a Zeder. Certo, ma Zeder l'ha fatto, cioè, se li conti sono 4 i film horror di Pupi Avati, oh. Sì, dico solo che lui li farebbe una carriera di 40 film, ma certo che li farebbe ancora, li portano i soldi. È chiaro che però se in Italia li dici ora fa il film su Dante, cioè, il punto è Dario Argento il film su Dante te lo fa, cioè, si sta discutendo comunque di due autori ma che fanno cose diverse, quindi Argento non va confuso con chi l'horror lo ha fatto. Dario Argento è un maestro dell'horror, Pupi Avati ha fatto un paio di capolavori ma non è un regista horror. Io sto dicendo che il nostro Dario Argento, al di là di un film, quello con Adriano Celentano, anche abbastanza notevole su alcuni tratti visivi, è abbastanza imperdonabile come sceneggiatura, dello su con un costume, è un regista che prettamente ha fatto solo thriller e horror, e quindi ripeto, lui secondo me è sincero nel suo cercare una cosa, secondo me non è di quelli che dice l'horror lo farei anche, mi faccio una media in dramma nel mezzo, non lo fa, quindi io lo preferisco. Mi capisci cosa ti voglio dire? Mi trovo un po' paraculo l'idea di dire, però me lo fanno fa a Pupi, c'hai miliardi, producicelo, produci. Spendi 2 milioni, fatte il film, la distribuzione la dai e Pupi Avati te la dà e vai. Al limite hai buttato via 2 dei 40 milioni di euro e c'hai. Cioè non credo che muoia di fame, no? Ma quindi
questa cosa qui in Italia si smuovano un po' anche loro, però mi rendo conto che anche Bubi Abati non stiamo parlando di un ragazzino. Certo, infatti io parlavo... La pubblicità, se per esempio Andri non mi avesse invitato sul cinegiornale per parlare di occhiali neri, io che seguo un po' tutte le news, perdonatemi, ma non avrei saputo neanche che esisteva sto occhiali neri da Dario Argento. Vedi, ma sicuramente... Quindi... Io invece ero convinto l'avessero pompato un po', io lo vedevo ovunque. Io non l'ho visto da nessuna parte. Forse sono io che ho gli amici sbagliati. Occhiali neri? No, occhiali neri io lo so, cioè a fai conto che l'ho a me quando stavo uscendo, ma avrò ricevuto, non esagero, 300-400... tra commenti e messaggi privati di gente che mi diceva lo vai a vedere, io l'avrei visto anche, ma il problema è che, come ha detto Federico, io lavoro magari fino alle 9:30 e c'era solo alle 10 a 40 minuti a casa mia, dove cazzo andavo, perché nel cinema vicino a casa mia non l'ho andato, io non so, andrò domani sera, andrò a Milano, però minchia, fino a Milano sono comunque tre quarti d'ora di strada, andare e tornare più il cinema, poi la benzina, adesso fai prima a vendere la macchina che a farti il pieno. Però io prima ho citato Pupi Avati non perché sia uno che ha basato tutta la sua carriera sull'horror, ma perché ho citato chi negli ultimi anni di horror ne ha fatti. Sì, ma bisogna avere i giovani. Cioè, lo so, servirebbe. Se non producono gente a modo come Daniele e altri, siamo fermi a parlare di Argento, a me mi va benissimo perché è un maestro. Però è l'unico mio vero dispiacere non è che il film sia brutto, e concludo davvero, perché quello è relativo, ma chi non ci sia andato nessuno. È quello che dispiace. Mi dispiace solo quello, perché ogni volta che sembra che ci sia quel passo, forse ci si fa in cassa 4-5 milioni, forse ce la fa a fare smuovere, e tutte le volte tru, niente, ce l'ha fatta. Cioè, come con Freak Out, cioè che non c'entra niente loro, ora, però io devo dire, dai, ora ce la fa 30 milioni e non ce l'ha fatta. Cioè, rimango sempre con l'idea che alla fine il cinema è sepolto, come lo intendo io, sepolto. Da un mare. Vabbè, sentiamo di roba un attimo che... Daniele, anche Michele, poverini, e poi ti ritorniamo sull'argomento. No, no, figurati, però mi dispiace tenerli lì. Daniele, te da regista, ecco, perché abbiamo toccato anche di quanto avremmo bisogno di giovani registi come te che hanno voglia di sperimentare con l'horror. Ripeto ancora, The End, il mostro della cripta. Guardateli, li trovate sulle varie piattaforme in un video. Ma Daniele, cosa ci dici? Come ti sei avvicinato a Dario e cosa anche ne pensi un po' di questo sistema ormai dove i giovani non sono più avvicinati a questo tipo di film? Ma come mi sono avvicinato ad Argento, sinceramente non lo ricordo bene, non mi ricordo nemmeno qual è il primo film che ho visto di Dario Argento. Molto probabilmente io, quando a 16-17 anni, quindi 2001-2002, ho iniziato a collezionare DVD, c'erano ancora quei negozi stupendi in cui entravi e c'era, che ne so, tutto Argento, tutto Carpenter, e quindi arraffavo tutto, e poi piano piano vedevo DVD che ancora ho, che ho comprato più di 20 anni fa. E sicuramente così avrò preso dei film di Argento. Non ti so dire se il primo film di Argento che ho visto è stato magari un Nono Sonno o direttamente un Profondo Rosso. Mi ricordo che all'inizio non riuscivo tanto a capire questo tipo di horror tutto italiano. Per me, in quel periodo in cui comunque mi stavo formando, mi stavo facendo una cultura cinematografica, in quel periodo per me il massimo dell'horror era La Casa, L'Esorcista, che erano film completamente diversi dallo stile argentiano. Poi con il passare degli anni ho capito che Argento aveva una visione molto personale, molto sua, dell'horror, della paura, e ho cominciato a capirlo, ad apprezzarlo, a capire perché alla fine Profondo Rosso fa così paura, Sospiri è così pauroso, a capire per esempio la cosa di cui stavate parlando prima di alcune scelte poco logiche nei film di Argento. Io penso che questo faccia parte proprio dello stile di Argento, perché la cosa che mi affascina di più di Argento è che lui inserisce sempre una punta di surreale nei suoi film. Cioè, su certe cose è inutile farsi domande, perché è Dario Argento. A me piace pensare che i film di Argento siano delle messe in scena di incubi, molto spesso anche di situazioni oniriche calate nel giallo, nel thriller.
Per quanto riguarda Occhiali Neri, io sono uno di quelli a cui il film è piaciuto, mi ha divertito molto, magari dopo parleremo dei motivi per cui ci è piaciuto o non ci è piaciuto. È pure vero che ho notato in questi giorni sui social che c'è un po' troppo, collegandosi a Occhiali Neri, c'è un po' troppo l'idea di alcune persone di ah vabbè, tanto è Argento, come se Argento fosse l'ultimo degli stronzi, come se non avesse realizzato almeno 3 o 4 capolavori nella sua carriera, riconosciuti in tutto il mondo e copiati in tutto il mondo. Qualcuno mi è venuto a dire che Inferno sia un film di merda, cioè, Inferno è l'anarchia pura, che è come un... esatto, dandomi delle motivazioni che mi facevano capire che non aveva capito assolutamente il tipo di film di cui stava parlando. Quindi c'è poco da dire, sicuramente c'è una fetta di pubblico appassionata di Argento che non ha apprezzato questo film, anche un po' per partito preso, ma c'è anche una grossa fetta di pubblico che non è più abituata a un certo tipo di film, o non è abituata o non ha la volontà di approcciarsi alla visione di un certo tipo di film. Poi è ovvio, cioè, Occhiali Neri per me ha tantissimi difetti, ha tantissime cose tra virgolette sbagliate, ma ho fatto caso a tanti, mentre lo vedevo, invece a tanti punti a favore che mi hanno fatto andare oltre questi difetti, che sono anche abbastanza oggettivi. Magari dopo, senza dilungarmi troppo, dopo parleremo ognuno di noi perché ci è piaciuto, perché non ci è piaciuto. Certamente. A questo punto ascolterei Innocenti, che tra l'altro la cosa che fa molto ridere è che se vedete il mio sfondo e lo sfondo di Innocenti, sembra che siamo nella stessa stanza in due punti diversi. È vero. Ora il dottor Misischia sta cercando di far passare la sua collezione al livello della mia, però vabbè, dai, questo, glielo concedo. Questo è solo un pezzettino, però, Innocenti, solo un pezzettino. Michelone mio, poi dopo comunque torniamo su questo nuovo approccio dei giovani all'horror, ma io voglio sapere da parte tua, tu che hai sempre detestato Argento. No, scherzo, vai, scherzo. Allora, è interessante come ho conosciuto Argento, perché quando ero piccolo i miei genitori, come ho già detto altre volte, non mi hanno mai imposto censure o restrizioni di visioni, però ogni tanto capitava, anche magari non per effettiva reperibilità, ma per pigrizia di mia mamma o di mio babbo, di non avere a disposizione determinati film. E Profondo Rosso era uno di quelli. Però a me piaceva, quando ero proprio piccolo, si parla di quando avevo 8 anni, di farmi raccontare anche i film che piacevano ai miei. E a mia mamma mi raccontò per filo e per segno la trama di Profondo Rosso, quando ero proprio bimbo. Mi parlò dello specchio, che la scena dello specchio me l'ero immaginata completamente diversa. Poi arrivo intorno agli 11-12 anni e ricordo ancora vividissima la pubblicità in TV dell'uscita in VHS sull'Unità di Profondo Rosso. Una VHS che ancora possiedo, con la copertina gialla, la scrittrice vittima dell'omicidio di cui parlavamo prima, che allunga le mani per prendere il bambolotto impiccato in casa. Compriamo la VHS, lo guardo una volta e praticamente io per tutti gli anni delle medie, ogni domenica mattina, non era diventato un rito, guardavo Profondo Rosso. Quando avevo la mattina libera da scuola, guardavo Profondo Rosso. E ricordo anche che la prima volta, visto che Fede prima parlava di Amarcord tecnologico, mi ricordo che la prima volta che lo guardavo, le VHS erano un po' quelle che erano, soprattutto quelle da edicola, mi avvicinai allo schermo in un momento che sembrava tranquillo a inizio film per sistemare il tracking, perché c'era un po' di sfarfallio, vado a pigiare più più meno al tracking, e in quel momento c'è stato il flash della medium che percepisce l'assassino e fa l'urlo con il taglio in avanti su di lei in primissimo piano, e ho tipo fatto, sai, salto all'indietro, tipo,
Willy Coyote, Madonna. E infatti mi è rimasto quel momento, e ricordo appunto di essere rimasto ossessionato da questa Italia, come diceva Federico, che sembrava tanto l'Italia in cui vivevo, ma anche un mondo alieno da un certo punto di vista. Infatti il surreale in Dario Argento, credo che è già stato citato, sia uno dei punti di forza del suo cinema. Poi, essendo cresciuto con Mimà, come si dice a Livorno, che è sempre stata un'appassionata proprio di gialli classici, Agatha Christie, gialli Mondadori, casa di mia mamma è piena di libri gialli Mondadori, ho continuato a esplorare il cinema di Dario, soprattutto nella prima parte, quindi la trilogia degli animali, in realtà i primi due, perché Quattro Mosche di Velluto Grigio, i più vecchi lo ricorderanno, per tanti anni in DVD non uscì per problemi di diritti internazionali, è uscito relativamente di recente. Come? Vedi una volta che lo diedero su Rete 4. Ecco, sì, mi ricordo, ma 25 ore lo più anni fa, ma una volta che infatti, esatto, tra di noi tipo... ragazzi girava questa registrazione di Rete 4 a un certo punto che non vedevi niente altro che il 4 giallo, perché infatti, era talmente passata la cassetta che era inguardabile. La scaricai su YouTube, lo guardai, lo vidi su una copia indegna. Era, io lo guardai, lo vidi su Rete 4 e lo vidi benino la prima volta, mi ricordo, e poi continuò a girare però questa cassetta ancora prima dei Muli. Io sto parlando proprio del 90, sì, proprio nell'analogico, la videocassetta proprio, registrata proprio, la videocassetta che io registrava a quell'altro, che registrava a quell'altro, se immaginati la qualità che perde una VHS ogni volta 10 volte, quando la vedi alla centesima volta, ti ripeto, mi era capitato di vedere una cosa in cui vedevo le bacchette del batterista all'inizio perché erano chiare e il 4 di Rete 4, bellissimo, cioè 4 Mosche di Velluto Grigio in realtà fino a 10 anni, 20 anni, quando hanno ristampato, se sempre 10-15 anni fa, 10-15 anni fa. Io ti ripeto, sono quelli fortunati della televisione, che ero giovane quando davano alla televisione, se no non lo vedevi più. Ora ultimamente in Italia li stanno ridistribuendo in Blu-ray, no, su, film di Dario. Ma voi fate conto che tipo Non ho sonno, ok? Lo trovi su Disney Plus. Questa cosa mi fa ridere, mi fa un ridere incredibile questa cosa, Victor, perché hanno fatto per i diritti di distribuzione, perché devono mettere per forza un tot di film italiani, prodotti italiani, e poi perché la Medusa fondamentalmente quei titoli non li ha mai ristampati in un video, no. Infatti esistono solo le prime edizioni DVD vecchie scrause, e almeno in Italia trovi ancora dei cestoni, se hai fortuna. Sì, no, io non ho il fantasma dell'opera, tra l'altro. Ma io voglio farvi una domanda, ma voi siete mai stati a Torino a vedere la... Purtroppo no, mi piacerebbe tantissimo. Siccome la Svet, la mia ragazza, abitava a Torino quando ci siamo conosciuti, poi si è trasferita qua, e una volta mi ricordo che vado da lei a prenderla, io Torino ce l'ho un'ora e mezza da qua, però ero andato giusto un paio di volte, non l'avevo mai girata molto, e una lì che stava camminando, a un certo punto io mi trovo davanti la statua, quella gigante, io l'ho guardata e ho detto, ma è quella? Cioè, perché sapevo che è ambientata a Roma, ma è girato a Torino, lo sapevo. Anche la finestra lì. Sì, la cosa che non c'è è il bar, perché quello era una scenografia. Che non esiste. Sì, non esisteva, era una citazione. Avete citato all'opera... Il fantasma tutti, io credo che tutti quelli che sono andati a Torino, almeno io ci sono andato la prima volta 30 anni fa, anche di più, 35, avevo 15 anni, la prima cosa che ho fatto è ho cercato quella maledetta cosa, poi mi sono reso conto che c'era la finestra, ho fatto quella messa in un'altra posizione, un po' strana, perché poi lui inquadra, però se ti guardi intorno la le conosci subito. Io a Torino ci sono andato nel 2008 e sono andato nella piazza CLN, la cosa che mi ha sconvolto, e lì si nota insomma il grande lavoro anche di messa in scena e lavoro sugli spazi, che nel cinema di Dario Argento è fondamentale, mi ha sconvolto il fatto che sul retro, diciamo, del muro con la statua gigantesca, dove sembrava esserci il nulla grazie ai teloni neri, c'è una delle piazze più grandi e frequentate di Torino, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile rispetto a come la vedi nel film. Comunque, per concludere, perché nel film non era Torino. Esatto, no, era un non posto fondamentalmente, perché è girato a Fratellino. In teoria io ricordo Roma. Che se era Roma, perché a un certo punto vanno alla esempio, villa che è fuori città e fuori Roma. Una cosa che è meno conosciuta è che la scena che è meno nota è che la scena del funerale della scrittrice invece è un cimitero di Perugia, per dire. Quindi è dappertutto. E per concludere, quindi, diciamo che per tanti anni per me Dario Argento ha voluto dire giallo, nel vero senso della parola, per quello
per quello un po' ora me ne vergogno, però è una questione di approccio. Nei primi anni di scoperta dell'altra parte di Dario Argento ho avuto grosse difficoltà ad amare i capolavori, quelli più horror fantastici come Suspiria, Inferno, Fenomena, che probabilmente ora amo più degli altri, paradossalmente. Suspiria, cioè, ma glielo vidi da piccolo, ci misi anche io un attimino a ultimo aneddoto con il quale concludo. La prima volta che ho visto Suspiria era su un DVD della Anchor Bay, storica casa americana, fra le prime a ristampare la roba di Dario Argento in DVD in digitale, sarebbe qui da qualche parte, forse lo trovo. E poi lo vidi grazie al Giodamato Horror Festival in pellicola al cinema di Pietrasanta, c'era Stuart Gordon in sala col solo problema che hanno montato due rulli al contrario e quindi abbiamo visto tipo il quarto al posto del terzo, in dove moriva, come si chiama l'altra ragazza, come si chiama l'attrice, aiutatemi, l'attrice Stefania Cassini era la Cassini? Mi sembra, sai che secondo me praticamente moriva e poi la rivedevi viva e nuotava con lei in piscina. Che bellezza, però! Che bellezza. C'è qualcosa che non tu fai conto che io la prima volta lo vidi e c'erano queste edizioni che facevano in videocassetta. Non mi ricordo più di quale editore fosse, ma erano queste edizioni col libretto dentro. Me l'aveva prestato questa professoressa. Io avevo questa cassetta, peraltro consumatissima, perché si vede che se l'era visto 80 volte. Quindi ogni tanto vedevi la, se quando l'immagine andava leggermente su e poi tornava giù, però sì, quella fu la visione di Suspiria. A me, se oggi mi dovessero chiedere quali sono i miei film preferiti da Dario Argento, Suspiria e Profondoloso, proprio perché rappresentano le due facce della sua carriera, almeno quella che per ora abbiamo definito l'apice, insomma, comunque la parte più florida anche artisticamente della sua carriera. Te pensa, Michele, che io da bambino non lo rivedo dai tempi e non so oggi cosa potrei pensarne, però no, io da bambino amavo Il Fantasma dell'Opera, ma ho paura a rivederlo oggi perché, vabbè, no, avevo sette anni, avevo. Cioè, no, è veramente orrendo, cazzo. Della carriera meno apprezzata di Dario Argento, ora scontenterò qualcuno, diciamo quindi dagli anni 90 in poi, quello che a cui sono più affezionato, mentre Andri sembra un... Sfarfalla. Sembra tipo l'entrista nei video di The Batman. Ecco. Ok, eccolo. Perdonate, ragazzi, è un piccolo problemino con il computer. Quello a cui sono più affezionato, non necessariamente trovandolo un bel film, è il primo che ho visto in sala, che comunque secondo me nella prima scena c'è, cioè, una scena potentissima, che è Non ho sonno. Sì, anche per me. Ma Non ho sonno è bello. Non è un brutto film. Assolutamente. Pecca la recitazione di alcuni attori, che fa veramente... Anche perché recitano in inglese e poi si ridoppiano tremendamente. Se pensi Non ho sonno, la scena del treno... Ah, scusa Paolo. Non lo dicevo, se pensi la scena del treno è arrivata a mezzanotte con il letto faccia a botte, cioè Non ho sonno per me è l'ultimo veramente che si può salvare di Dario Argento dal 2001. Però ora, non per farmi pubblicità, Giacomo Calzoni, che è venuto ospite sul mio canale, maxi esperto di Argento e di horror in generale, ha detto che dal suo punto di vista, qui entrano gli esperti, che io non sono un esperto di Argento, sì, tutto quello che diciamo di positivo del film è vero, ma dal suo punto di vista è un passo indietro, perché è un modo di riproporre un tipo di cinema che a Dario in quel periodo fondamentalmente non interessava. Era un vi rifaccio quello che so fare bene, perché la Medusa vuole questo da me. Poi, fra l'apprezzarlo e non apprezzarlo, io lo apprezzo. Però capisco anche questo punto di vista un pochino più teorico, diciamo. Ma io chiedo, ma a qualcuno è piaciuto La Terza Madre? No. Da piccolo non lo capivo, poi quando vedo la scena del bambino, chiedo, no? Però quando io vedo la scena del bambino e mi dici cazzo, e poi vedo il bambolotto, lì mi cade tutto, non ce la faccio. Sì, però, il problema è un film. Allora, ragazzi, c'è. Ora, io a me va bene tutto. Qui un regista, se tocca quella sua opera, fa bene a fare quello che vuole. Però, insomma, esci da Suspiria e Inferno, e secondo me sono i migliori film di Dario Argento. Okay? Sì. E quindi uno, quando si leghi è La Terza Madre, e c'ha, è un film che è sbagliato alla forma, cioè alla teoria della partenza. Cioè, quando te decidi di scrivere una sceneggiatura, che può anche andare bene,
che non è quello il problema, cosa succede o non succede, amen. Ma poi, se te davvero credi di mettere in scena una Roma distrutta o le streghe che arrivano con quattro vestiti omessiuxi nell'82 che corrono in mezzo a una stazione, che è roba che era buona per demoni, se fosse stato un film dell'86 funzionava quella scena lì, degli anni 2000, fai, ma qui non ci si veste più, e quindi poi questo stereotipo assurdo della gotica strega, potevi far vedere quelle in giacca, quella era molto più bella, doveva giocare molto, secondo me, su una cosa molto fredda per davvero farci entrare, cioè giocare sul glaciale, farci entrare nel capitalismo, farci entrare le streghe ora, cosa fanno, cosa fa questa strega a New York, una mega modella, qualcosa che è in vista, no? Che cazzo si nasconde, perché ce l'hai fatto vedere in Inferno che lei è in vista, non gliene frega un cazzo, si fa vedere dal protagonista e poi scompare, non la vediamo più. E poi ci sono i problemi dei casting, non puoi prendere una buona, sì, ma con la bocca rifatta, l'occhio rifatta, le tette rifatte, che cazzo, le streghe si rifanno, cioè dai, ma è credibile zero, questa è una strega tra le più importanti al mondo, gli levi un cencio di dosso, lo bruci su una candela, è morta. È vero, è vero. Pensando. Cioè, ci sono delle cose proprio che poi sembrano andare contro al suo cinema, scene che fanno paura, che sembra apposta che le, come hai detto, quella del bambolotto, sembra quasi che si autodistrugga una scena che funziona. Che funzionava tanto. Rimane ghiacciata e poi perché il ciccio bello per ammorbidire il tutto, non lo so. Secondo me La Terza Madre non è un film che non funziona stavolta per come è scritto. Ma funziona perché quello che è stato scritto non è stato tradotto bene, non c'è versi. Ragazzi, c'è tre scemi che spaccano un finestrino, ma nemmeno. Butta uno su una macchina, se Roma è nel disastro, c'è tre che uno passa, è normalissima Roma. Ma anche poi se non ce l'hai i mezzi, cancella il fatto che Roma è impazzita, se per impazzita vuol dire che è Roma che tutti vorrebbero vedere in realtà tutti i giorni, perché in tutta Roma c'è uno che dà uno schiaffo a uno. Ma a Roma di solito c'è un tale casino che quello dei romani lo vorrebbero tutti i giorni. L'incubo di Dario Argento, della Terza Madre, di Roma infestata dal male, è in realtà il sogno di tutti i romani. Non succede niente. Non succede niente, ragazzi, ma l'avete visto il film? Sì, nulla. E poi ci nulla. Sono quei jump scare buttati lì ogni tanto, nulla. Non si sa perché, ma poi e poi nell'amore degli innocenti che ama tanto Star Wars c'è Nicolai Juan Kenobi che non si può guardare. Sì. Non puoi farmi Nicolai Juan Kenobi, ci sta anche di nome. Nicolai Juan Kenobi è perfetta. Arriva di usa la forza e chiude due porte. Ma che cazzo di personaggio è? Arriva, chiude due porte. Un film, però, quando arriva a essere messo, non è che è brutta l'idea che possa venire il fantasma della madre, ma se me la metti in scena come Obi-Wan Kenobi, danni la spada, dai una spadata alla strega e poi vai sul penetrare. Sì, il film è finito. Il finale assurdo del terzo, tanto che ancora l'imperatore va e torna. Cioè, io sono riuscito a non capire perché un film che poteva potenzialmente funzionare l'hai fatto diventare un film comico. Del ma quale se io, pensi anche alla però, scena di Stivaletti, faccio presente, mi diverto sempre a riguardare. Cioè, la Terza Madre è un troiaio perché mi diverto e rido, però se penso a cosa è legato mi incazzo e quindi si ride per i motivi sbagliati. Secondo la Terza Madre, cavolo, che basta veramente bruciare un cencio bagnato per ucciderla con uno steccolo. Ma ve la ricordate scena? Me la ricordo, sì, però io. Tutto il sabato sono quattro stronzi. Il bello è che qualche scena... C'è più gente a sentirmi anche ragionare il pomeriggio al negozio che alla sabba, ma non è possibile. La scena tutta quella di squartamenti con gli effetti di Stivaletti funziona anche. Forte. Quando arriva entra, è lì, e ti dico, arrivi, entri, c'è anche quella scena col culo, che il fiore che esce dal culo, arrivi, sta per beccare la scena madre dove ora vediamo il sabba, ricostruito malissimo, con una su un pietrone vestita con cencio, che fa esaltare quattro scemi, quattro. Ma qualcuno invece è piaciuto che ha fatto la domanda Vic, perché per ora l'abbiamo tutti. No, io sono d'accordo con quello che ha detto Fede, cioè è un film che se lo prendi a ridere è divertente. Secondo me c'è anche dei momenti interessanti. L'idea resa malissimo visivamente della Nicolodi anche come presenza aleggiante su quella che è la fine della trilogia delle madri, che di fatto è più una creazione sua inizialmente che quella di Dario, era bella. Soffre, e lo dico perché devo sottolineare questo concetto, come in alcuni momenti ne soffre Occhiali Neri, di un'incapacità palese di gestire il mezzo cinema nel contemporaneo, quindi con una macchina produttiva che strizza l'autore, che non, cioè, che fa deflagrare il film. Poi io mi ci diverto un sacco e credo che la musica di Simonetti e due o tre coselline anche più stupide lo salvino rispetto al Cartaio, a Giallo, a Dracula 3D.
è chiaro che se pensi a Inferno e Suspiria dai le testate nel muro, ovviamente. Ma no, il problema è che dovrebbe essere il terzo film che ti concludeva la trilogia delle madri. Posso dire, io quando lo vidi, l'unica cosa che mi ricordo di questo film, proprio quando lo vidi, è l'inizio. Mi sono veramente coperto la bocca con la scena della cucitrice, quando i cultisti prendevano la studiosa e le cucivano la bocca, tipo. Però, e non è nemmeno il peggio. Non è neanche il peggio. Ci sono un altro paio di idee interessanti, tipo il sabato delle streghe, se mai diventare nell'inferno di Dante, però si è risolvuto quanto in così 4 secondi che mi sono detto, ah, quindi questo è il climax di tutto quanto, cioè tutto questo che abbiamo costruito, fino a questo. Ricordo che rimasi parecchio deluso e anche quando... Bloccato. Mi dimentico di tutto che c'è inizio, al centro e alla fine, mi ricordo solamente l'inizio, la cucitrice e il sabato. Il resto continuo a scordarmelo, non capisco perché. Intanto, quello lo vidi al cinema, ricordo. Fu un momento di ad Halloween di... era esattamente sì, però il discorso è effettivamente, cioè io lo riguardo anche volentieri perché fa ridere, però non è che fa ridere perché è divertente, fa ridere perché è quel trash ridicolo per cui ne ridi. Poi sicuramente si torna al discorso oggigiorno, uno che io non ho visto Chiari Neri, però ti esce un film dall'Argento, è un lusso, cioè io sì. Quando mi hanno detto esce Chiari Neri, ho detto, cioè esce un film dall'Argento, ho detto minchia, dopo una vita che non usciva un suo film, fa comunque piacere. Poi io non l'ho visto, magari poi è... A me lascia un attimo perplessa la scelta della Pastorelli, sinceramente, che come attrice non... Cioè, forse l'unica scelta che ci stia, effettivamente. Non lo so, il discorso è che la Pastorelli... La Pastorelli lo dice il nome, Lo dice il nome stesso. Sì, è un... In mezzo alla Sardegna, con un bastone in mano... Però se viene, secondo me, fammi fare vampino rumeno. Davvero. Non è discutibile, è brava in Benedetta Follia perché a me piace Ma non è brava, la Pastorelli deve andare a pastorellare, ma fa se stesse fare, ma lo che mangi Grobo funzionava perché fa lei, infatti scusatemi se fa lei, però la vorresti anche che eliminare al 15° minuto e ci chiede poi irritantissima. No, ma per quello è scritto male. Allora, se vogliamo trovare uno film scritto male, lì è scritto male Mainetti. Questo è uno stupratore assassino, vola dai piani. Dopo 2 minuti e questa gigrobo, gli rompe i denti con cazzotto, secondo me. Non la regge. Perché io a casa che sono pacifista, ero lì che ho fatto qualcuno la fermi. Quindi quando guardavo gigrobo pensavo qualcuno la fermi. Non vedo come può essere. La Pastorelli, ragazzi, ha fatto il Grande Fratello e mi fanno fa firma. Cioè, funziona così in Italia. Meno male, è incapace. Meno male cosa, ma vuoi ti faccia presente una trentina d'attrici italiane di grandissimo livello che sono sempre costrette a fare le particine da 10 minuti perché in cano nessuno. La Pastorelli è l'incapace, buona solo a guardare se stesso, fategli fare le commedie dove fa Romanaccia e non vada mai più in un horror, non è difficile da capire. Quindi gli serviva un nome che garba e quindi la Pastorelli ha trovato i soldi, dai. Dario Argento non ci credo che ha scelto la Pastorelli. Fede, io per recitare come Ilenia Pastorelli, una malata di mente come l'ha recitata Ilenia Pastorelli, lo chiamavano Gigrobò. Non ha recitato una malata di mente, urla Gigrobò tutto il tempo in romano, ma una malata di mente fa altro. Vabbè, avete detto finora che è lei, scusami, te li stai dando della malata di mente. Gli altri hanno detto è stata brava il Gigrobò, stai buono Andrea, hanno detto tutti, zitto, mi fai finire, hanno detto tutti finora. Che la Pastorelli in Gigrobò è brava perché ha fatto se stessa, te l'hai detto, è brava perché è fuori del ruolo completamente perché fa una handicappata, poverina, una che non sa quello che fa. Quindi occhio perché stai dicendo che forse la Pastorelli non ci sta. Cioè perché, scusatemi, avete elogiato la grandiosità della Pastorelli in Gigrobò, scusatemi, perché è se stessa, io no. E poi viene fuori che ora invece è brava perché fa una ragazza con problemi. È funzionale per il ruolo, grande io no. Io vorrei vedere la Pastorelli in ruoli diversi. No, io sto dicendo che è un po' strano. Ma non li sa fare. È un po' come Micaela Ramazzotti che fa sempre lo stesso ruolo al cinema. A me mi piacerebbe molto vederla in ruoli diversi perché ti dico, se io le penso in delle commedie, la Pastorelli ce la vedo. Se penso a Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine, io ce la vedo una come lei. Però è ovvio che nel film di Dario Argento l'unico momento in cui lei è realmente credibile, secondo me, è quando non parla. C'è una scena in cui piange, è vero, c'è una scena in cui piange perché le viene detto sei diventata cieca e dici lo so, ma hanno inventato il sonoro. Lo so, hanno inventato il sonoro dei nervi 26. Diciamo anche che Dario
a Dario non gliene frega nulla di dirigere nessun attore, diciamo anche quello, perché ma io non è vero, io ho visto tanti film, io ci ho parlato film, ed ho visto, ma io forse lo dirigeva anche, cioè il problema netto è la visione, cioè secondo me da una rapa c'è da una rapa, cioè non è che ci puoi cavare più di tanto, cioè qui non si sta parlando veramente di un'attrice per ora, cioè stiamo parlando di una persona che ha fatto dei film, perché ha fatto Il Grande Fratello, potrà anche, e questo non metto in dubbio, imparare a recitare fra 10 anni, però io dico che ci sono attrici in Italia, basta girare i teatri di provincia, vedere che recitano di lusso e cercare di trovare, visto che io ne sono completamente contrario, ma visto che la logica industriale post-Covid sarebbe di riportare la gente al cinema, sarebbe il caso di ricreare un vero star system che sia però realmente esportabile, con delle persone che sappiano realmente recitare. Su questo Michele, che guarda gli Oscar e queste cose, lo sa meglio di me. In realtà l'industria americana vive sullo star system e purtroppo e però vive anche su un certo tipo di qualità. Ti dà il coglione a recitare, ma 8 su 10 sono persone che sanno fare il suo lavoro, gli altri 2 sono imposti così. In Italia invece 9 su 10 lo sanno fare perché sono imposti, basta, bisogna dire queste cose. Dove sono le attrici? Vedrai che se fanno star system di belle ragazze, brave attrici, brutte ragazze, brave attrici, bei ragazzi, non devi stare a guardare quello che c'hai, te devi trovare attori, attori, attrici, attrici che sanno fare il suo mestiere, e ci fai anche film sopra, perché così funziona in America, cioè l'attore, ci faccio il film, funziona. Se non abbiamo la persona che ci porta nessuno al cinema, Occhiali Neri non funziona, perché la Pastorelli in realtà non ha quel tiro al cinema che ha Nicole Kidman, per capirsi. Non è che la gente va a vedere il film per la Pastorelli. In Italia non abbiamo un'attrice che, se ce la mette Eva lui, ci porta tanta gente al cinema. Abbiamo persone, e questo funziona un po' anche in America, se guardate i film Loki, lui, se esce da Avengers, fa i Grise, fa altri film come quello di Jarmusch, non è che porta i miliardi, pur essendo uno degli attori più famosi, però comunque fa uscire Jarmusch, perché è un bravissimo attore, e porta un po' più di polvere. Qui invece, se non ci rendiamo conto che dobbiamo, se proprio creare un'industria, bisogna tirare su perlomeno uno star system che abbia una soluzione di sorta che non sia la vicina di Asa, totalmente. Bisogna creare delle persone che sanno recitare, che quando le carmi fai, la gente andava al cinema a vedere perché c'era Gassman, non interessava quasi Dino Risi, cioè c'avevi degli attori, Manfredi, che ti portava fino agli anni 70-80, avevi degli attori che ti portavano la gente al cinema. Cosa che viene alle Tognazzi. Bastarda, nel senso buono, ma per cinemaccio, Cucine e Panettoni, cioè i Boldi e i vari portavano la gente al cinema, come può fare uno Zalone. Per il cinema di genere, vero, questo è morto. Non abbiamo nessuno che fa più un'idea di portarsi, far crescere un attore con se stesso, ecco, per esempio. Non abbiamo più questo. La gente ce l'ha il suo cavallo di battaglia, anche se in senso contrario, sua figlia Asia. Sì, che certo, ma per me però non vai a vedere il film perché c'è già il regista. No, non porta gente al film, io dico dicevo un'altra cosa, semplicemente che era, non aveva niente a che vedere con la qualità del cinema, ma solo sul fatto che purtroppo per me ormai l'unico modo per far ripartire la gente è creare eventi che portino le persone al cinema attraverso una costruzione di persone che siano veramente brave, e che quando uno va al cinema e va a vedere un film italiano abbia delle attori ben recitati, perché comunque, come abbiamo visto nel film di Daniele e nei suoi film, come abbiamo visto nei film anche del regista di The Nest, come abbiamo visto anche in parte anche nel regista di The Walk, mi pare, in altri film italiani la recitazione è stata controllata e anche bene, cioè quindi non è vero, solo che poi chi li rivedrà i ragazzi del film di Mischia, chi li rivedrà quello di lì, chi lo rivedrà il bambino di Pupi Avati, chi lo rivedrà, non è che sembra che costruiscano qualcosa, mi capisci cosa voglio dire? Sembra un po' buttiamola lì e speriamo un po', cioè ci dovrebbe essere una costruzione, secondo me, per avere di nuovo successo del cinema italiano come Occhiali Neri al cinema, diverso dal fatto di dire prendo il personaggio del momento. Quello funziona nei film di Carlo Verdone, che prende sempre di comprimario quello che funziona nel momento. Funziona la Pastorelli piglia la Pastorelli, funziona Ramazzotti Ramazzotti, funziona Muccino piglia Muccino. Ha sempre fatto così Verdone ed ha quasi sempre vinto, ma è una commedia. Per creare davvero qualcosa di grande bisognerebbe fare altro, e pensare appunto che Dario Argento non è più un nome che porta il cinema, che fino a 10 anni fa in realtà portava, è purtroppo dovuto a 2 cose: uno, che ai ragazzi non gliene frega un cazzo e non so perché, non sono un ragazzo, e 2, perché i film sono decaduti in maniera che la gente ha perso la voglia. È quello che dicevo prima, Fede, cioè oggi io penso anche a... Ma è solo legato a Dario Argento, per il resto se pensiamo che il futuro della recitazione italiana sia la Pastorelli, bisogna il tempo che impari veramente, e quindi ci sono già quelle brave, cerchiamole, no? Le abbiamo già viste, dove andranno? Io certo su questo aspetto
Penso che la Pastorelli sia stata scelta perché comunque il suo nome è stato schiaffato nella locandina. Io sono d'accordo con Fede nel senso che non ci sono degli attori che attraggono davvero le persone in sala, forse magari qualche eccezione. Parlo ovviamente di attori italiani. Però sono attori come Leo Germano, Mastrandrea, che però raramente si mescolano. Ma con, neanche diciamo, Leo Germano, Cioè, neanche Leo Germano, purtroppo. Vabbè, sì, però dipende dalle volte. Però Leo Germano, rispetto magari a un Ilenia Pastorelli, è uno che attira. Sì, poi però, dipende però, dalle volte. Certo. Questo non è ovviamente un ragionamento che fanno anche i distributori italiani, anche se ovviamente non funziona, perché spesso se notiamo i ragionamenti della distribuzione italiana che vanno su un certo schema che tu riconosci, però non capisci perché si continua ad utilizzare quello schema, perché non funziona. Cioè, la Pastorelli... è vero che di certo non attira pubblico in sala, però essendo stata la protagonista o la coprotagonista di 3 film italiani che sono andati bene al botteghino, il suo nome viene buttato perché magari il pubblico la conosce meglio, quindi non sorprende che ci sia, anzi, ma la conosci perché fa la coatta, la metti in un film di Argento, l'hai smontato, in realtà è una cosa secondo me proprio, ma proprio fatto loro, sbagliata. Pubblico. Ma io sto parlando del ragionamento che hanno fatto i distributori, non ma che ragionamento è? Ma mettici un'attrice che ha fatto i thriller, cazzo, mettici ma Laura Morante, quello, allora sarebbe la scelta quello che vuole dire Andre, che questa sarebbe la scelta sensata, però io mi metto anche nei panni di Dario, è un thriller, lo so, però la Pastorelli non è legata al thriller. È come se tu facessi un grande horror e ci metti Totò in copertina, scusa, ma... Però Fede, qui si sta parlando del mondo ideale. Ma che ci capita dell'horror con Totò? Oddio, io ci andavo, però... Però si sta parlando questo di un mondo ideale in cui magari anche le attrici che magari si sono fatte il mazzo lavorino, per quanto io che mi sono diplomato in accademia come attore riconosco che come si impari sul set, questo è un altro discorso, non si impari mai da nessun'altra parte, per quanto mi sia servita l'accademia, però indipendentemente da questo si sta parlando di un mondo ideale. Nel mondo ideale che vorrei io, è ovvio che anche un film come Occhiali Neri vorrei restasse in sala 8 mesi, ma qualsiasi film, perché io ho la fortuna, non abito più a Pistoia, dove anch'io a Pistoia per vedere un film, cioè, o ci andavo nei primi 5 giorni o non lo vedevo più. A Milano fortunatamente c'ho Luci Bicocca a pochi passi e lì li trovo, però effettivamente riconosco che magari in un contesto come Livorno, io penso che andiate nello stesso cinema al Quattro Mori, no Michele e Frusciante? Occhiali Neri è andato solo al The Space qui a Livorno. Ok, però è ovvio che io mi metto anche nei panni di un esercente, no Fede? Cioè un esercente vede che questo film va male, dopo una settimana esce Batman, dopo anche la situazione che ha passato causa Covid, è ovvio che punta su Paolo, Batman. Velocemente... Poi magari si parla di Occhiali Neri, anche perché fra mezz'oretta devo andare a letto, se no domattina alle 5:30 me lo raccontano. Mi alzo. Siamo un 2. Allora, stavi dicendo una cosa giusta. Io capisco assolutamente la frustrazione di Federico. Anch'io sono un po' più giovane di lui, ma sono cresciuto negli anni 90, dove se andava male un film meno di 3 settimane. Quanti anni hai, Michele? Perdonami. Come, Mattia? Quanti anni hai tu, scusa? Io sono dell'85. Ah no, ok, un po' più, no, più giovane. Io faccio 49 quest'anno, purtroppo. Fede è vecchio. Sì, un po' più giovane, detto, cioè, c'è più di 40 anni, ho detto, ma mi sembra strano. No, io sono del 37 quest'anno, comincio a avere una scelta. Ah, ok, cioè, non sei tanto più grande. Io ho iniziato ad andare al cinema con Batman di Tim Burton nel 90 e non mi sono mai fermato. Quindi, cioè... Capace c'era nella stessa sala, anch'io ho visto 3 volte. Probabile, al grande quando era un monosala. Meraviglioso. Che Capitan Uncino all'epoca, era il 91. È chiaro che noi siamo cresciuti in un cinema, in un modo di gestire la sala e la distribuzione, dove se un film stava poco al cinema ci stava 3 settimane. Nel bene o nel male, oggigiorno, anch'io vorrei che fosse come dice Fede, che a un film fosse dato tempo... Accettiamo i fatti, Occhiali Neri non è andato a vederlo nessuno, la settimana dopo esce Batman, come diceva prima, e tutti mettono Batman per vedere di fa quelle dupala anche in più. Non ti puoi neanche fissare su Batman, Belfast, e sai quanto me ne frega a me di Kenneth Branagh. Io l'ho amato. Sì, vabbè, perché c'è dei problemi grossi. Ha incassato un film. Non l'ho ancora visto. Le tra me e mio cugino acquisito. Ha incassato quasi 5 milioni di euro. Chi l'avrebbe mai pensato che un film del genere, al di là delle nomination agli Oscar, l'avrebbe fatto? Purtroppo il mercato era così. O incassi. Aspetta, Michele. Belfast 5 milioni di euro. A non mi risulta? Vai a vedere.
un milione di euro quello che è arrivato. Un milione? Che 5? Infatti dicevo, ma come 5 milioni? Mi sembra... Quando sono andato a vedere c'era nessuno. Quello di Kenneth Branagh è l'altro assassino sul assassino sul Nilo, assassino sul Nilo, allora hanno sbagliato sull'articolo di stamattina i dati. Vabbè, ma magari Belfast avesse fatto 5 milioni di minchia. Però a me Belfast qui mi dice 4 qui milioni mi dice un milione, Michele. Ok. No, hanno riguarda, c'ho l'articolo qui davanti, hanno messo due volte lo stesso incasso di assassino sul Nilo. Però vabbè, comunque però è incassato comunque perché comunque 10 volte. Ma il milione è buono, ma no, infatti buono, un milione per il Covid è un film come Belfast. Però attenzione, ora, di là che io che Kenneth Branagh lo adoravo negli anni 80 e 90 e poi da quando si è messo a fare gli assassini sì, è inconcepibile, cioè, torna a fare le commedie come Gli amici di Peter, queste cose belle che faceva. Ma Belfast è carino perché è mezzo autobiografico. Sì, ma non si prendeva sul serio, la grandiosità di lui è che faceva si prendeva sul serio solo quando faceva Shakespeare era fantastico. Per me gli Shakespeare suoi sono tutti fantastici, tutti veramente, ha molto rumore per nulla che è allegro, l'Amleto più difficile al mondo, cioè 5 ore andai a vedere l'Amleto al cinema, non finiva più e godevo, e tutte le sue commedie leggere, quelle in bianco e nero che nessuno ha visto, Gli amici di Peter, quella parte proprio anni 80, quella base che c'aveva ancora quella voglia di essere serissimo in là e di là prendersi molto poi meno sul serio, poi si è convinto di essere Odino, ha fatto Thor, arrivederci. Ma tu l'hai visto Belfast, Fede? Cioè, se penso che... non lo so, Belfast no, ho visto gli altri che fanno... No, perché... Se penso che di Kenneth Branagh, il miglior film che ha fatto degli anni 2000, è Thor, detto da me, è il suo miglior film. No, allora, anni è Thor. Fede, se vai a vedere Belfast, allora ha fatto, rimanere... ragazzi, può darsi, ma assassino... Ma guarda, a me mi freghi poco il film in bianco e nero e che mi fa tanta tristezza, non ho visto 6.000, Non è la questione che è bianco e nero. Poi mi devi prendere la storia a me, attenzione, Branagh... No, ma è un film che... è falsamente de sé, cioè è proprio esattamente come quello che ti ho descritto poco fa, si prende sul serio fino sì, a un però certo sai punto... finché lo fai, io ti sto parlando di, io lo seguo dall'89 circa, no, cioè, no, ci credo, per quindi, me cioè, è tornato all'origine, ma tornare all'origine per me quando arrivi a un certo punto ha paura che a me che ne ho visti un po' tornare all'origine mi faccia pensanza peviosa fa e mi rompo i coglioni tutto il film, no, secondo poi me lo devo vedere. Io finché un vedo, certo, Branagh non è un regista che piglio troppo sotto gamba, come ho detto, potrebbe ritornare a fare un bel film, però porca miseria, cioè, per quelle riduzioni di Agatha Christie sono da vergognarsi, io grazie, amando Agatha Christie, perché amo Agatha Christie, non parlo grazie, nemmeno dei discreti film anni 80, prego, è perché te ve le penso, cioè, quando ami Agatha Christie a quel punto e qui punti tutto su Poirot che sembra diventato Sherlock Holmes, che sembra diventato, cioè, ma com'è che non ci si capisce un cazzo, te mi devi far vedere l'intrigo, presentarmi più volte cosa sta succedendo cercando di farmi capire dov'è che sbaglia, com'è nel libro, com'è nel film, sono Andre, sono io sto un'ora e dieci con quell'altro che non capisce se è. Qual è il problema, cioè, l'avete vista Assassino sul Nilo, chi l'ha visto? Io Assassino sul Nilo è una psicopatologia interna di Poirot, non è un film, cioè chi se ne frega, è tutto il film, è assolutamente così. E allora fine, ciao. Mi piace quella roba. No, è terribile. Ma con quel computer grafico lì. No. Leggiti la Christie e lo dirai. No, chiedo scusa. No, io guarda, interrompo voi, scusate, domani ho 7 appuntamenti domattina. Praticamente vi devo lasciare, tanto Occhiali Neri non l'ho visto. Parlate di Occhiali Neri così non vi sento dire un cazzo e io posso cercare di andare a vedere senza che mi abbiate... sgamato. Un abbraccio a tutti, a Michele, a Daniele, a Mattia e all'altro. Ciao Fede. Buonanotte, buon lavoro. Grazie per essere stato qui. Grazie. Si sente presto, Daniele, sì. Fammi sapere se hai notizie e poi per il resto se passi da Livorno, non lo so, faccelo sapere. Fede, una domanda ti faccio prima di uscire. Ma te che hai conosciuto Dario, lui ne parla mai? Anche Michele, credo altri, a Livorno hanno conosciuto un po' tutti. Io ho avuto la fortuna di starci in cena 3 ore, di andarci a fare intervista 3 ore, però e lo allora conosci come vedi come persona. Però si comporta con gli altri in casa, non lo so. Sono curioso, dei film che anche il pubblico ha recepito peggio, lui ne parla mai, cioè per lui i suoi film non ne parlano. Sono tutti. Io il poco che ho avuto da parlarci a casa sua a Roma, ha i poster di tutti i suoi film appiccicati uno dietro l'altro, uno più bello, più brutto, non interessa in questo corridoio, tutti. Ha le locandine di tutti, ha la cosa di tutti, e io sono andato nella sua casa che è incasinata, è piena di premi, c'è 2000 stanze incasinate, abbiamo dovuto trovare un angolo per fare l'intervista perché è tutto pieno di roba lì,
e poi è quella casa dove fa lo studio. Da quello che ho capito, lui è innamorato di tutti i film. Nella mia intervista, a volte ho provato a fare 2 o 3 domande sui film nuovi e non mi ha praticamente risposto. Non so perché, credo che non so, ma comunque quando se ne è parlato al tavolino sentivo che parlava con me, si è fatto qualche domanda, com'è. Era molto più piacevole per lui parlare di se stesso come persona che come regista. Incontrandolo, facendogli le interviste dopo, probabilmente dovendolo intervistare dopo su Inferno, avendogli fatto l'intervista video con me e con chi era intorno del festival, probabilmente ha avuto più un rapporto umano che dover parlare dei suoi film. Cioè, siamo a cena con Dario Argento, caso gli rompo i coglioni se gli piace o no, non ho sonno, qualcosa, magari gli fa schifo anche a lui e di dirglielo non ha proprio voglia. Cioè, quindi non ho questa percezione. Io ho notato che quando si è parlato così, ma un attimo, per lui, a me la risposta che ha dato è che ama tutti i suoi film. Perché il suo preferito è Fenomena, basta. Io da questo ho capito dal discorso a tavola, da quello che diceva lui, però non gli facevamo le domande, se lui faceva qualche discorso sul suo cinema, quello che uno poteva percepire è questo: ama Fenomena e ama Suspiria da morire, credo che ha odiato abbastanza il film di Guadagnino, da quello che ho sentito. Però, mi dispiace. Che comunque lui ami andare sul set, continui a amarlo, anche se ti rendi conto che se lo frequenti in questi momenti, ti rendi conto che comunque è un uomo che ha una certa età e che anche chi gli sta intorno gli dovrebbe forse dare anche più una mano in alcune cose, non nelle persone intorno, quelle amorevoli come le figlie che sono splendide. Dico, anche i produttori dovrebbero cercare magari di dargli una mano diversa, però forse non lo so. Personalmente, come persona è adorabile. Cioè, come persona, all'intervista è stata una persona molto più distaccata e molto meno adorabile. Poi quando a Livorno l'ho potuto frequentare un giorno intero, è stata una persona adorabile con me. Vedi. Si è ricordato dell'intervista, una persona gentilissima, con sua figlia sono stato benissimo, quindi che vi posso dire? Per me è una persona adorabile, come persona, come regista sul set, o quando ho avuto la possibilità di andare un po' degli anni 90 a infilarmi, sai quando girano, e vedere, a me mi sembrava, per quello che ho detto non dirige, a me mi sembrava che dirigesse e fosse anche una furia sul set, cioè quando l'ho visto. Però si parla che girava la roba tipo Sindrome di Stendhal. Ma l'attore che conosciamo e che hai citato prima ha detto che se la cava tuttora, eh? E quindi Favilla, poi appena ho la possibilità di ragionarci me lo dirà Guglielmo e vediamo un attimo. Perfetto, no, ti ringrazio Fede, mi spiace solo che Argento ce l'abbia con il Suspiria di Guadagnino, perché non ce l'ha, non è che ce l'ha, non ha detto niente di cattivo, ha detto che non gli piace, cioè non è una cosa cattiva. Mi dispiace però perché l'ha insultato. No, però ricordo la sua intervista, ha semplicemente detto che ci sono delle belle tende, dei bei piatti e dei bei piatti e un bel decor. Ecco, io, e che, no, e che magari si poteva chiamare in altro modo, invece per me poi no, su quello, su quello, e faccio l'ultima risposta, c'è poco da fare, non gli vendi i diritti, su quello stai zitto, se vuoi non lo fai chiamare Suspiria, quello ci hai preso soldi, stai zitto, poi se non ti piace, anche se ci hai preso soldi di quelle, esatto, parli, esatto. È un errore di marketing, ma magari lui non sa nemmeno quello che ha preso, non ha preso, sai, una serie. Anche perché però, per me il fatto che in realtà datemi retta, guardatelo, quello di Guadagnino, perché è un gran film, al di là. Sì, che bellissimo, non c'entra un cazzo, ma perché è una reinterpretazione di un film che evidentemente l'ha cresciuto, ma non è che c'entri con quello di Argento, è più un omaggio. No, ha fatto un film e doveva fare, perché se faceva un film uguale a Biancaneve o Medaglia. No, ma infatti secondo me è meglio così. Perché comunque io sono il primo, che secondo me non si doveva chiamare Suspiria e poteva chiamarsi in un altro modo. Ma, sì, ma degli elementi comune. Secondo me c'è il punto, un'altra volta sbagliato, e qui lo dico per l'ultima volta, del marketing che in Italia non ce la fa, non capisce. In realtà credevano che il remake di Suspiria attirasse gente al cinema, quando invece è stato respingente, secondo me. Però, perché scusami, gli amanti, ascoltami, io ho tanti amici che amano veramente Argento di 60 anni, non ci sono andati per Punto Preso. Cioè devi stare attento con i classici, eh? Quando fai i remake dei classici in Italia stai molto attento, perché ci sono, guarda, altrimenti ci arrabbiamo, che a me non me ne può fregare di meno. Cioè già non ci vado per Punto Preso. Attenzione quando si toccano i classici in Italia. Se quello di Guadagnino si chiamava Le Streghe di Berlino, secondo me incassava 10 volte. Sì, però Fede, quello che ti dico io, almeno poi magari anche Daniele dal regista ci può dire la sua. Me ne faccio questo, così vi aiuto. Ok, va bene, va bene. Ciao Fede, grazie. Scusate ancora per la ciccone prima. E sono cresciuto ascoltando anche Borderline di Madonna, quindi va benissimo. Dai, posso offendere ogni tanto. Vai, certo, alla prossima. Quando ho iniziato a fare gli occhiali neri vado anch'io, perché non voglio sapere niente. Ok, perfetto. No, quello che volevo dire io, soffermandoci sul remake di Guadagnino, è che io invece sono, mi fa piacere che il film si chiami Suspiria, perché per me il remake migliore è quello che non è una copia carbone, bensì prende l'idea di base, poi c'è il pensiero autoriale sotto e lo rifai come vuoi. Sì, ma quindi, guarda,
Federico ha citato altrimenti ci arrabbiamo. A me il trailer ha fatto veramente schifo, però io al film una possibilità gli addosso, sai, me che mi stupisca. Però il discorso è che secondo me l'operazione è completamente diversa. È completamente diversa perché cioè, secondo me l'errore è stato montare il trailer in quel modo. Perché sembra un remake, sicuramente può essere, lo vendono come omaggio. Per me è un seguito, e appare anche Terence Hill, nessuno, ma guarda. Allora, se è un seguito, alcuni in realtà, ma quelli sono i figli, i figli di uno che somigliano a lui e all'amico del padre, ma vabbè, non lo so. Vediamo com'è, però lì è diverso, perché tu mi prendi comunque il concetto del film di Bud Spencer e Terence Hill e me lo monti all'americana con il suono che scandisce ogni schiaffo. Io quando ho visto sta roba ho detto, poi soprattutto a me urta tantissimo l'idea che sia ambientato palesemente, sembra ambientato comunque come gli altri, no? Quelli negli Stati Uniti d'America, però parlano in italiano con un'inflessione evidente. Io lo dico, ma perché? Però magari poi vedi il film ed è divertentissimo, quindi non lo so. Però il trailer secondo me è montato veramente male. Però non lo so, magari poi è un film della Madonna, è divertentissimo. Però se non sbaglio è di quelli sotto il sole di Riccione. Però era carino, a me lo rivedo sempre l'estate volentieri sotto il sole di Riccione. Cioè, non è sapore di mare, però non è da, secondo me... Per me da far saltare, è veramente un abominio quel film, come? Sono sincero, sotto il sole di Riccione è un film... Per quando io dico che Paolo è pazzo, c'è un motivo. È un pazzo, completamente. È un abominio quel film, Cristo, vabbè, però... Vai, Andre. Comunque gli Yonuz sono due giovani registi che spero magari il film possa sorprendere. Io sono sincero, quello che a te Vic non è piaciuto nel trailer è quello che invece ha più colpito me, cioè l'idea italiana che si omaggi ma poi con un pensiero internazionale, quindi sinceramente ho capito, però è internazionale verso la robetta, cioè è proprio verso la robetta che critichiamo e su cui sputiamo sopra tutti. Allora se sputi sopra la robetta quando è robetta, ci sputi sopra anche quando la vogliono fare gli italiani. In che senso? Siamo un Fast and Furious, ci sputiamo tutti su Fast and Furious, okay. Raga, dai. Chi cazzo è che non sputa sui Fast and Furious? Però cioè, quello che dico io è che siccome ormai viviamo, almeno in America è sempre così, nell'epoca dei reboot, dei requel, dei newquel, che più ne ha più ne metta, in Italia arriviamo sempre dopo. Se c'è quest'idea di riprendere un cult, nemmeno un capolavoro... un cult più che un capolavoro, cult, sì. Cioè, hanno fatto i remake delle grandi opere del cinema, quindi figuriamoci... Infatti io ti dico la verità, sono anche curioso di andare a vederlo. Io lo andrò a vedere e se sarà un bel film sarò il primo a dirlo. Cioè io non sono di quelli che dicono non mi è piaciuto il trailer. Io giudico il trailer, non giudico il film, perché non l'ho visto. Magari poi ci sono Roy e Pesce che sono anche dei bravi attori, attenzione. A me che ha preso due stronzi, specialmente Pesce mi piace veramente molto. Andre, il mio socio su questo fatto del sì, infatti l'ho sempre detto che Michele sembra Edoardo Pesce, è vero, nel trailer è uguale. Sì, è la prima cosa che mi ha detto Brando De Sica quando ci siamo conosciuti, ha detto pensavo tu fossi Edoardo Pesce. Ecco, per parlare di giovani, io sono curioso di vedere il film ad esempio di Brando De Sica, che deve essere un horror, non Michele, che te sai. Perché Brando, anche con il padre, scusami Andre, ti lascio subito la parola, in Amici come prima, ciò che mi rimase più in mente fu una regia che non mi aspettavo a livello tecnico, di inquadrature, si iniziava in un piano sequenza di 5 minuti. Tra l'altro, visto che è in argomento poi Micheto, Brando, fra i primi lavori che ha fatto un cortometraggio che è un palese omaggio a Suspiria, molto molto, che si chiama... Sì. Aria, come si chiama? Non mi ricordo, qualcosa del genere. Non lo so. Molto bello, molto bello. Brando, secondo me, è da stimare perché col cognome che ha poteva tranquillamente fare film da 20 anni. E invece ha aspettato sempre il momento giusto. Non si è neanche, quando ha fatto Amici come prima, neanche voluto farsi accreditare. Nemmeno sì, sono solo fantasmi, proprio vuole aspettare di fare. Vuole aspettare il momento giusto. Sta facendo la gavetta, è ammirevole perché ora sta girando il film. Poi ha studiato con Spielberg, insegnante Spielberg. Ha studiato in America. Sì, Andre, scusami, vai. Andre, dici tu. No, figurati, scusate me che cerco un attimo di mettermi in questo bel discorsetto. Tra l'altro, io penso che sia Brando che Andrea De Sica, cioè figlio e nipote, hanno veramente un bel talento, almeno per quanto riguarda Figli della Notte, che mi è piaciuto un sacco. Sì, anche a me. Ora, non un sacco, però un buon film, Figli della Notte.
Io volevo rispondere a due cose, sia per quanto riguarda la faccenda del remake di Suspiria, sia per quanto riguarda quello che diceva Victor, su altrimenti ci arrabbiamo il trailer. Allora, che Dario Argento dica mi piace o non mi piace il remake di Suspiria è una cosa che lascia il tempo che trova. Non perché il parere di Dario su un horror non conta nulla, ma perché se c'è una cosa che è profondamente poco attendibile è il parere di un autore sul remake di un suo film, perché l'autore ha una grandissima gelosia nei confronti della propria opera. Guardiamo Carpenter, che diceva ah, l'Halloween di Rob Zombie, sì, bello, bello, perché lo produceva anni dopo, non ha fatto il mio, quello non è il mio Michael Myers, non l'ho provato, e grazie che non è il tuo Michael Myers, è quello di Rob Zombie, perché appunto è un'altra prospettiva. Quindi, cioè, a me non dispiace se Dario non apprezza Suspiria, anzi è anche legittimo che non lo faccia, visto che non c'entra assolutamente, cioè non vuole essere per nulla il suo Dario e non ricorderà di certo le nuove generazioni il Suspiria originale, quindi questa cosa non mi sorprende. Quindi alla fine l'importante è basta che i remake siano veramente belli. Poi se Tobe Hooper dice che il suo remake di Non aprite quella porta, il primo, fa cagare, in quel caso sono abbastanza d'accordo, ma perché mi fa cagare il film, non perché lo dice Tobe Hooper, con tutto che rispetto i pareri, però ripeto. Poi Andre, ora se vuoi rispondere a Vic sulla cosa, poi ci soffermiamo su Occhiali Neri. Io, prima poi che risponda, posso dire che Tobe Hooper ha avuto la fortuna di scomparire prima di vedere quello di Netflix. Ma no? Signore, se posso essere veramente una battuta, no. Ma gli è andata molto bene. Che mamma mia, almeno non ha visto sto lì veramente. Io e Midischia credo anche ci dissociamo. Cosa? No, per me è un film veramente de merda l'ultimo. Assolutamente. Visto che stiamo parlando di Operazione Nostalgia, anzi io preferisco altri 20 Occhiali Neri. Anche io lo stavo per dire. Guarda, no, non l'ho visto, ma non lo metto in dubbio. Assolutamente. Perché veramente far peggio di quei film lì è difficile. Cioè, io, a parte il fatto che ho fatto scorreggia che sono durate di più. Ma vabbè, è vero. Ma poi è una. Cioè, tu hai un film su Leder. Cioè, la cosa divertente è l'arroganza con cui dici: no, per fare come Halloween, no? Quello del 2018, è il sequel diretto di quello di Tobe Hooper. E metti Sally, interpretata naturalmente da un'altra attrice, e quindi non è neanche il pathos, perché chi cazzo se ne frega, non è neanche. La fai morire in un anno. L'impero sei morta. Neanche la soddisfazione di vedere l'attrice del primo. Che comunque quel personaggio non è mai stato iconico come Laurie Strode. Però cioè, era la prima Final senso... Girl. Sì, era sicuramente la prima Final Girl, però c'è da dire che sul pubblico di adesso ti impatta di meno vedere... maggior ragione se è un'altra attrice interpretata per forza di cose. Ma poi, soprattutto, io dico, quel Leatherface, cioè è quel Leatherface, è ambientato ai giorni nostri, quindi scusatemi, io voglio sapere cosa davano da mangiare a Leatherface. Perché questo avrà come minimo 80 anni. Sì, cioè, io a 34 ho il fiatone se faccio le scale. Questo prende le persone di 120 kg, le lancia, corre con la motosega. Ma poi soprattutto... Con gli Halloween di David Gordon Green, cioè in manicomio... La cosa importante che ha sempre detto Tobe Hooper, perché era una critica alla società americana, è che Leatherface aveva come caratteristica il fatto di essere malato di mente. Sì. Questo sembra un caporale reduce del Vietnam che ti fa le trappole. E poi è diventato Michael Myers. Mare proiettili con la motosega. Ma che cazzo è? È diventato il male. E questa cosa fa incazzare. Però tornando un attimo, sorridendo su Dario, se no qua stavi dicendo, Daniele, ti ho interrotto. Chi stava parlando? Ho interrotto. Andrea. No, io volevo... Cioè, ero tentato di chiedere a Vic se aveva visto la serie di Chucky, però non... La sto guardando. Sì, okay, ma non era quello. Perché per me è genio puro, io voglio limonare Don Mancini perché ha fatto grande totale. Io giuro, io la sto guardando, io perché nelle prime 4-5 puntate tu sei lì che pensi, ma ok, bello, ma come cazzo, cioè, ma non si collega agli altri? E poi arriva la quinta puntata e sì, concordo. Genio totale. Di vederla integrale in inglese. Preparatevi per i botti, perché le sorprese non sono ancora finite. Quindi pronti ai botti. Io non vedo l'ora. Comunque, io sono d'accordo con Vic e con Paolo, perché che adorano la serie di Chucky. Però ero solamente curioso, perché non avevo ancora visto se Vic l'avesse sto guardando su Italia 1, cioè da Mediaset Infinity. E per me è genio. Io quello su cui volevo risponderti, su altrimenti ci arrabbiamo. Però poi torniamo su Dario. Scusami Paolo, che questa cosa ci tenevo, perché Vic
mi ricordo quando ho fatto quel post molto simpatico sul trailer, e quindi mi viene la voglia di dire questa cosa. Ho fatto cosa. Anche il video, se per quello. Sì, sì, lo so. Così, in cui sei stato anche molto calmo, vedo come sono dico. Stato più calmo di quello che avrei voluto essere. Sì. Però io non sono d'accordo con questa faccenda di altrimenti ci arrabbiamo, perché ammetto che quando ho visto per la prima volta il trailer al cinema sono rimasto trascinato dal trailer per questo motivo. Ovvero che, ok, è un remake, va bene, operazione commerciale, però mi fai qualcosa di diverso, almeno dal trailer, perché tu mi prendi un concetto che è comico, me lo fai serio e mi trasformi le scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill, che sono buffissime, in un action, e loro ci stanno fisicamente. Quello che dico però è, siccome è una cosa che sicuramente ti crea polemica, ma non era meglio fare una roba così nuova? Ma è la stessa. Ma è lì il problema. Ho capito. Lo stesso dilemma che ti chiedi in ogni operazione nostalgia che fanno. Poi una volta appunto, però di solito ce lo chiediamo. Ma di solito ce lo chiediamo all'estero, mo anche in Italia. Ma perché Victor, sono operazioni che fanno industria. E il cinema italiano in questo momento ha bisogno di progetti, prodotti che facciano industria. Magari farà cagà tutti sto film, però metti che dovesse partire un filone di remake di film italiani di genere anni 70, magari me ne appioppassero uno anche a me, magari. Remake non so, però, vedi Daniele, ma tu però, allora, il punto è questo, se io non voglio parlare, perché sono anche tuoi colleghi, quindi persone che conosci, quindi non voglio neanche mettere in difficoltà, ci mancherebbe altro, però io sono convinto che se tu facessi una roba del genere, se anche io non sapessi che è tuo e vedessi un trailer, sicuramente io direi questo è interessante, perché so come lavori tu e hai una sensibilità particolare. Io in questa cosa qua non, cioè, me lo vendono come omaggio, però io francamente, e ripeto, è un trailer, però il trailer, cioè, si chiama trailer perché ti deve trascinare, no? E quindi a me questo trailer, ma non sono l'unico, cioè se tu vedi i commenti, c'è una persona contenta che siano, quindi tu dici fa industria, ma fa veramente industria, perché secondo me questo film qui un sacco di persone lo bypasseranno, che è sbagliato. È sbagliato, infatti. Lo so, è sbagliato, però purtroppo è così che funziona il mondo. Sai Vic, che forse per fare le cose nuove di cui tu parli abbiamo bisogno anche di un film di questo tipo, perché viviamo io ti faccio l'esempio di De Feo, sì. Ok? Che ti ha fatto il suo primo film, quello che The Nest. A me è piaciuto tantissimo. Anche aveva quel finale che io ero così, ho detto, minchia, ma fammi subito il seguito, perché adesso inizia il film vero. Cioè, il film, la parte finale, volendo ti poteva porre, cioè io avrei voluto vedere un seguito in quel mondo. Minchia, ma fatemelo subito. Poi ha fatto l'altro, che è A Quattro Mani, che a me non è piaciuto. A me quello che è uscito su Netflix, carino, non mi è piaciuto zero, però, per quanto non mi sia piaciuto, ho capito cosa voleva fare e l'idea in sé era interessante. Che mi sia piaciuto meno, non importa, perché fin comunque era qualcosa di nuovo. Brutto o bello che sia, almeno era una roba nuova, che peraltro su Netflix è andata benissimo ed è stato molto apprezzato. Non è piaciuto a me, non è piaciuto a te, non è piaciuto a altri, ma sono più quelli che l'hanno apprezzato di quelli che l'hanno disprezzato. Quindi, alla fine, ha funzionato. E l'idea che c'era alla base era anche buona. Per cui quello che dico, almeno fammi una roba così, che anche non mi piace, però perlomeno, secondo me fa più industria quello di un film che sia proprio di un titolo, lo vendi come omaggio, quello che vuoi, che fa scappare la gente. Però, e quello è il fatto, cioè quello che non si è capito è che questa roba qua, secondo me, non fa veramente industria. Spingi le persone a non volerci andare. Le persone sono, in questo senso, sono molto semplici. Io questo film non so quanto incasserà, poi se dovesse essere un bel film, anche se non dovesse essere un bel film, incassasse, a me farebbe piacere. Perché è un film italiano, un po' diverso dal solito, che incassa va bene. E sicuramente sarà diverso dal solito. Però io dico, puoi prendere una punta di coraggio in più, anche sotto il sole di Riccione, a me ha fatto cacare. Però, perlomeno, è andato bene. Quello ha fatto già più industria di quanto secondo me possa fare questo. Poi io lo andrò a vedere, non voglio partire prevenuto. Non vado al cinema. Il problema è proprio il pubblico prevenuto, capito? Cioè, quello. Io già nei commenti, leggo un commento di qualcuno che ha scritto: è imbarazzante e fa credere sempre meno nel cinema italiano. Ma come fai a dire una cosa del genere se non l'hai visto il film? Cioè, tu stai giudicando un'operazione dal trailer. Ed è un atteggiamento, è questo atteggiamento che affossa l'industria italiana, non il cinema.
però tu sai, però tu sai che, cioè tu produttore dovresti sapere che le persone ragionano in questo modo, e allora che senso ha? Cioè secondo me certe cose, a meno che, cioè tipo il Suspiria di Guadagnino, sì, okay? Era un film che già subito era stato venduto in un certo modo, e io andando a vederlo non mi aspettavo un remake di Suspiria, ma aspettavo una reinterpretazione di Suspiria da parte di Guadagnino, e quello è stato, mi è piaciuto molto, c'entra poco col film di Dario Argento, a parte la, diciamo, l'idea di base, sì, però poi è completamente diverso, però minchia, mi metti una Tilda Swinton così e io che cazzo devo dirti, però, è bellissimo. Però se mi permetti, scusami, non, vai, vai. Io questo fatto qui, tu hai detto, ma adesso anche in Italia, noi dobbiamo ricordarci che noi italiani abbiamo portato anche nel genere tantissime cose originalissime, tante, da cui poi molti americani prendono ispirazione. Preso, certo. Ecco, però noi siamo anche stati e continuiamo ad essere dei grandissimi copioni, che poi nella nostra, sì, nel nostro copiare abbiamo fatto delle cose, tipo per esempio Luigi Cozzi nel fare Scontri Stellari Oltre la Terza Dimensione, che gliel'hanno prodotto, poi erano tempi diversi, però gliel'hanno prodotto. Quello hai sollevato un punto, Aspetta, voglio dire, gliel'hanno prodotto perché Star Wars era stato un successo, e poi lui ne ha approfittato per inserire omaggi a Ray Harryhausen. Però Scontri Stellari era venduto come la copia italiana di Star Wars, anche se, sì, non lo era proprio di fatto, e quando è uscito è stato un grande successo, perché c'erano proprio la New World, si è fatto tanti soldi con quel film, e da lì una bella fetta di tante opere fantascientifiche. Se tu fai un'operazione commerciale che ti può portare a sperimentare, e poi sinceramente io sono convinto, poi non è il caso tuo, che tu hai detto che il trailer non ti piace, pensi che non funzioni per quell'aspetto, è ok, ma io penso che molte persone stiano demonizzando già questo film a prescindere. Come si permettono di sostituire Bud Spencer? Ma scusate, però il punto è sbagliato, sì, però voglio dire, i produttori, chi ci ha lavorato, vivranno nello stesso mondo in cui vivo io. Ma raga, è l'esatto atteggiamento che era ovvio che il pubblico avrebbe avuto nei confronti di questo film. Ma cosa si aspettavano? Che la gente dicesse, che bello, vado a vedermi i remake di Gli Altri, ce l'abbiamo. No, non ragiona così la gente. Ma cazzo, ma lo so io che non sono un produttore. La gente non ha mai ragionato così. Vedi una roba del genere e dici, ma che è sta merda? Però, Vic, Però la gente, ma è non così che meglio, ragiona la gente, però la ragazzi. Gente non sarebbe meglio provarla ad educare? Tu dici, a me il trailer non è piaciuto, il film lo dico, piuttosto che piegarsi alla loro volontà, cioè, perché se allora deve decidere tutta la gente, se gli Yunus magari sono cresciuti con il film originale, ma lo voglio omaggiare. Paolo, però un momento, ma noi qui stiamo parlando, tipo, Daniele ha detto una cosa giusta, è roba che fa industria. Questo è fatto per fare industria, ma non la fa industria sta roba qua. Questo tipo però... di operazioni non la fanno industria in Italia, ragazzi, ma non lo devo spiegare io. La gente non ha mai ragionato così, non ragionerà mai così, è una roba ovvia, era ovvio che cazzo questa cosa qui, ragazzi, non lo, no, secondo me il film non lo vanno a vedere perché non vogliono vedere un omaggio, remake o quello che è, altrimenti ce l'abbiamo, perché Bud Spencer e Tracy in Italia sono sacri, non puoi toccare il sacro. Suspiri di Guadagnino, sapete perché la gente non si è incazzata? Perché alla gente adesso, a parte gli appassionati, di Suspiria, si sono incazzati anche lì, mi ricordo, film è andato malissimo. Gli appassionati, ok? Argento è diverso, perché non siamo più negli anni 70-80, ok? Stiamo parlando di nuove generazioni. Bud Spencer e Terence Hill sono sacri anche per le nuove generazioni, Suspiria meno. È lì, perché tu vai a toccare un duo che è sacco, cioè è generazionale, è gente, magari tipo gente della mia età che ha avuto dei figli, gli fa vedere i film di Bud Spencer e Terence Hill, quei bambini quando cresceranno, per loro Bud Spencer e Terence Hill sono sacri, li tramandi di padre in figlio, sono sacri Bud Spencer e Terence Hill, e quindi il sacro, che è sbagliato, però di fatto è trattato così, quando lo tocchi da noi pigli solo merda. Poi io spero che il film sia bello, spero che faccia un sacco di soldi, ma il problema è che secondo me non farà un sacco di soldi, non perché sarà brutto, magari poi è un bel film, non lo vanno a vedere, non lo vanno a vedere, io non credo che la gente lo andrà a vedere.
ma purtroppo molti film italiani che producono non lo fanno per il botteghino, perché adesso la mentalità della distribuzione italiana è tutta relegata al fatto che vediamo come vendiamo. Ci sono gli accordi con Rai Cinema, ad esempio, con tutti i diritti, cioè ormai lo si sa, ci si guadagna. Io vi ricordo che in Germania hanno sfondato una sala all'epoca perché avevano presentato il film di Paul Smith e Michael Covey, che erano i cloni di Bud Spencer e Terence Hill. E quando si sono accorti con loro, hanno smontato la sala. Cioè, siamo a quei livelli di fanatismo per quel duo di ragazzi. Ma avete presente? Cioè, è come se pubblico, è sicuramente così, pubblico e produzioni o produttori siano proprio due mentalità completamente diverse, non c'è un punto di incontro. È come se ognuno ragionasse per i conti suoi. Questo non mi piace, non lo dovrò vedere, non mi convince, non gli do neanche una possibilità, mentre invece i produttori sembra che facciano tutte quante le mosse, non voglio dire quasi per autodistruggersi, ma non siano neanche consapevoli di come lo stanno trattando il prodotto, tipo Freaks Out, o anche Diabolik, Occhiali Neri. C'è una mentalità diversa da entrambe le parti. Sembra che si ragioni con mentalità aliene. Non c'è un punto di incontro. Servirebbe più giovani produttori, come dicevamo prima, che ragionino sì in veste di produttori, ma che sappiano anche cosa vuole il pubblico, come lo vuole il pubblico. Non intendo ciò che c'è dentro, non quello che c'è dentro il film, quello dello spettatore. Però però prima vedevo Michele che storceva un attimo il naso quando parlavamo. Cosa vuoi dire su questo argomento? E poi andiamo su Occhiali Neri e chiudiamo. No, non è che storgevo il naso, avevo letto un commento che poteva chiudere benissimo la serata. Sì, cosa? Ce n'è tanti, grazie tra l'altro. Grazie io spero che si tratti di uno spettatore giovane, colui che ha scritto dell'industria chi se ne fotte, il cinema è arte. Mi fa molto ridere molto giovane, me lo auguro per lui, perché se è anziano ci sono altri discorsi. Vabbè. Cosa devo sentire? Vabbè, insomma, comunque sono discorsi che facevo in terza media, però non senza mancare di rispetto a nessuno. Semplicemente Daniele ovviamente lo saprà meglio di me, c'è una distanza incolmabile, almeno allo stato attuale delle cose, tra il pubblico italiano e il cinema nostrano, di genere o meno. Il pubblico italiano da decenni non si riconosce nel nostro cinema. E abbiamo fatto più di un anno fa una live, una delle prime a cui ho partecipato, sul canale di Andri, in cui cercavo di calmare i suoi giovani spiriti di rivoluzione. Io è dal 1993 che sento dire la rinascita del cinema italiano. La rinascita del cinema italiano non esiste, è uno spauracchio dietro al quale si nasconde tutti i problemi della nostra industria. La nostra industria cinematografica è questa: i generi sono codificati e un film supereroistico italiano al 99% non funziona. Poi, se ci vogliamo raccontare che i 4 milioni e spiccioli di Gig Robot sono una rivoluzione e raccontarci la lieta novella, ce la raccontiamo. Io vedo più i due, vabbè, leva la pandemia, io vedo i risultati di Freaks Out e di altri 200 film l'anno italiani che sono letteralmente invisibili. C'è un problema alla base sul quale veramente si rischia di fare retorica. Poi le dinamiche commerciali, Victor prima diceva i produttori vivranno nel mio stesso mondo, ora da Misischi a venire in giù, e Daniele è uno dei più grandi appassionati che lavora nel settore che conosco e per quello sa anche lavorare e fare dei buoni prodotti. Io non ho conosciuto un pochino nel mio piccolo di gente che lavora nel cinema, l'80% non capisce un cazzo di cinema. Daniele sorride, ci sono delle persone che gli parli delle dinamiche, cioè che dovrebbero sapere perché il loro lavoro, ti guardano come se tu fossi un premio Nobel. E vai, vabbè, ma ti ho appena detto che 2 più 2 fa 4. Ah, ma davvero? Ma incredibile. Ma come incredibile? Lo so, però il punto è... Victor, è uno dei problemi. No, ma quando si parla di cose come questa, secondo me, invece, si parla di persone che un minimo ne capiscono già di più. Perché per fare una roba del genere, vuol dire che ci stai credendo. Quindi non lo so. Magari poi, io ripeto, io spero di andare a vederlo e ritrovarmi di fronte a un film stragodibile. Cioè, ho il desiderio di ricredermi. Dalla qualità. Cioè, io mi immagino una stanza in cui qualcuno è andato da Paolo Innocenti, produttore,
Ti ricordi quanti soldi facevano i film di Bud Spencer e di Terence Hill? Facciamo un film che si collega a quelli e fa merbotto, faccio alla Boris. E questo è il modo in cui pensa sta gente all'80% delle volte. Cioè, Boris è geniale, perché per quel poco che io, pochissimo, io operaio livornese che non conta niente nel mondo, ha assaggiato quel mondo lì a Venezia, collaborando a destra e a manca. E questo è il mondo italiano del cinema. Vero, no, addirittura da quello che mi hanno detto alcuni detti lavori, Boris ha anche edulcorato. Sì, tra l'altro. E non è neanche, è anche meno, è anche peggio di quello che... Ragazzi, io ho visto che state per iniziare a parlare di Occhi Neri, andrei, anche perché okay, si è fatta una certa, domani devo svegliare presto, quindi vi ringrazio. Ma grazie a te, è stato un piacere, spero tu ti sia divertito. Assolutamente, tantissimo. Bisogna anche rivedere Daniele, che non ci parlavamo un po' con Daniele. Quindi... insieme, però è sempre un piacere. Quindi... piacere mio, davvero. E ricapiterà, spero, senz'altro. Intanto poi ci vediamo da Mattia. Sì, quindi ti saluto, Victor. Ciao, ragazzi, grazie mille. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte. Ora andiamo verso Occhiali Neri e poi chiudiamo perché è già tardi. Intanto vedete bella. Ah no, è andato, l'ha coperto Michele. Però io voglio rispondere un attimo perché questo commento me le leva di bocca. Caro Windows, io ti voglio bene. Però non è colpa di Operazione, altrimenti ci arrabbiamo se nessuno crede più nel cinema italiano. È colpa del pubblico italiano che quando escono dei filmoni non li va a vedere, perché quando è uscito lo chiamavano Gigrobo, se poi non ci fossero stati David nessuno se lo calcolava. Però non ce la fa. Se io penso a Martin Eden, se io penso, non lo so, a Volevo Nascondermi, Paolo, se io penso però, a però, i Predatori, aspetta, cioè, aspetta, però, perché non posso iniziare questo discorso perché io dovevo andare a letto 20 minuti fa, se no ci si fa dopo domani. No, no, si va Occhiali Neri, però è solo per dire no, spesso, una cosa molto semplice. Sai come si dice? Le corna si fanno non due, capito? Se il pubblico è arrivato a questo livello di disinnamoramento è per colpa per 35 anni di politiche produttive e distributive disgraziate. Cioè, capito? Io non faccio le corna a mia moglie se mia moglie non mi ha portato all'esasperazione. Non è una giustificazione, ma funziona così. Dare la colpa solo al pubblico è lo scaricabarile. È molto però scusami Michele, scusami, io però ti rispondo. Prego. Verissimo, le colpe ce le possono avere tutti. Però perché ora ci si rifà con Altrimenti ci arrabbiamo, perché il cinema italiano non fa mai cose nuove? Io quando sono andato a vedere... Il Traditore, quando sono andata dopo i premi ha avuto successo, quando sono andata a vedere Le Sorelle Macaluso, quando sono andata a vedere i nomi che mi vengono detto di me, prima Federico, cioè, Suspiria, spiegato Federico prima con una frase, e Federico al contrario mio è l'appassionato che del sistema se ne fotte a prescindere, perché in Italia da quando c'è la TV commerciale, e non faccio nomi ma abbiamo capito tutti di cosa si parla. Non esiste, no, ma non è una questione politica, è una questione storica. Da quando è nata la TV commerciale e la TV spazzatura da venerdì e da sabato sera, ok, il problema del cinema italiano è che non è più stato credibile nelle persone coinvolte. Non esiste un Alberto Sordi che porta un Checco Zalone, non basta, è la mina vagante. Non esistono i Gassman, l'ha detto prima, i Sordi, i Totò, che anche se fanno un film in cui pisciano per un'ora e un quarto di spalle, la gente andava in milioni a vederlo. Però uno star system italiano non esiste. Hai voglia di dire faccio un grande film se non c'è il nome di richiamo, e il nome di richiamo non lo crea il film. Però bello, mi dai ragione, io lo capisco quello che dici, però mi dai ragione che mi dai ragione sul fatto che sia anche troppo semplice dire la colpa è di Operazioni, Altrimenti ci arrabbiamo, perché se volesse il pubblico di film belli italiani ne avrebbe da vedere. Allora, il pubblico è la forma, o meglio, è la dimensione di questo fenomeno più vicina alla nostra. Siamo su YouTube, le persone che ci seguono e noi stessi facciamo parte del pubblico, tutto il resto ci passa sopra la testa. Cioè, ma Altrimenti ci all'abbiamo il male del cinema. Il Ritorno del Monnezza con Claudia Mendola, di quando è? Di 20 anni fa. 2005. Mi sembra abbia distrutto il cinema italiano. Ma no, ma se si pensa ai mostri nessuno, oggi, l'hanno già fatto. Semplicemente sì. ci provano, perché vedono che in America, che è ancora la patria, insieme alla Cina, ma è un altro discorso, del cinema commerciale, ora sono ai reboot e provano a farlo anche in Italia, sì, con i mezzi e con i titoli che ci sono. Il problema è che
per fare contento te, cito una roba che ti piace tanto. Ghostbusters è amato da miliardi di persone al mondo, altrimenti ci arrabbiamo da un decimo forse dello stesso pubblico, e di quel decimo, cioè se te di 100 milioni di appassionati di Ghostbusters ne porti 60 milioni al cinema e 40 scettici no, è un conto. Se te di 5 milioni di appassionati italiani ne porti solo uno al cinema perché gli altri lo disprezzano, il flop è assicurato lo stesso, che sia bello, che sia brutto, che sia giusto, che sia sbagliato. Manca infatti la dimensione commerciale e il rapporto tra il pubblico e chi fa i film. Però io ti do completamente ragione, infatti servirebbe che ci fosse equilibrio, a me piacerebbe, a me mi va bene entrare in sala e trovarmi il pienone per La Llorona, che è un film abominevole, mi sta bene, però mi andrebbe bene, mi andrebbe meglio che quando magari poi vado a vedere The Nest o The End o chi più ne ha più ne metta, ci avessi la stessa sala piena, oppure quando vado a vedere il film americano premiato drammatico d'autore ci trovo magari tanta gente in Italia. Il problema è che negli ultimi 15 anni se pur cerca... Ragazzi, in Italia e si è dato 1 milione di euro per far fare un film a un youtuber che non sa legge fondamentalmente, non mi fa fare nomi su YouTube, sennò poi divento il cattivo. Ho capito? Invece di cercare di valorizzare i grandi tecnici e artisti che ci abbiamo, ci si perde sotto queste cose qua. Cioè, i più grandi incassi degli ultimi anni del cinema italiano hanno fatto i due youtuber con roba da TV delle 3 del pomeriggio di quando ero piccolo io. E questo è il problema. Non esiste una macchina produttiva e il pubblico va dietro a quello che gli manca. È un cane che si rincorre la coda e non pensate che fra 10 anni cambierà qualcosa, perché ripeto, io sono quasi anzianotto ormai e da quando sono piccino diranno queste cose. Però questa cosa è un po' un paradosso, perché capisco tutto il discorso, però quello che hai menzionato tu penso che sia una delle operazioni produttive più intelligenti che in Italia siano state fatte da anni. Proprio su, infatti c'hanno un suo pubblico predefinito, i bambini piccoli, e fa i suoi soldi. Il problema è che, ripeto, è un fenomeno, come un fenomeno è Zalone, come un fenomeno poco, che tra l'altro ricordiamoci, c'è questa grande percezione di Gigrobò come la venuta di Cristo, non ha incassato 5 milioni di euro al botteghino, perché sennò sembra che abbia fatto i miliardi. Ha avuto successo su un certo tipo di pubblico e una percezione forte perché ha vinto dei premi, ma non ha fatto chissà cosa. Gigrobò non ha cambiato niente se non essere un buon film. E quello è. Qui in Italia si è sempre vissuto di fenomeni. E poi anche lì sbagliatissimo, e poi chiudiamo su Occhiali Neri, sbagliatissimo non proseguire, secondo me, anche editorialmente e produttivamente con delle continuazioni di Gigrobò. Però, vabbè, in Italia, secondo me, si doveva battere ferro finché era caldo, invece si è preferito fare Freaks Out. Il problema forse è anche quello che a un certo punto il regista che fa una cosa giusta si sente un po' sti gran cazzi e vuole conquistare il mondo. E poi c'è anche l'arroganza che va di mezzo, eh? Cioè l'umiltà non esiste più nel cinema italiano, che è un altro punto di vista a certi livelli. Freaks Out per me, che comunque è un buon film, a me però ha colpito molto meno rispetto a Gigrobò. Per me Diabolik, che invece avevo sentito persone prevenute, a me Diabolik è piaciuto tantissimo e se lo mangia 10 volte per me Freaks Out, ma per me, poi magari sto sbagliando io, ma indipendentemente di Freaks Out, auguro il meglio a Mainetti, che ne faccia 1000 e andiamo su Occhiali Neri, perché mi dispiace, cioè il mattino all'oro rimbocca, Damiano si è addormentato, si è risvegliato, per lui sono già le 10:15 di mattina. Dunque, allora intanto siamo sempre in 200 collegati, ma voi siete folli. Comunque, detto questo, perché vedete come sono le mie live, si parla del cinema di Dario Argento e poi si va dritto e all'indietro, così, ma noi ci piace. Allora io mi metto dove sono i guanti, Maremma Laida, ora vieni. E così, ma te tu sembri un misto tra Charlie Cox e Ezio Greggio in Infelice e Contenti, Kratos, però comunque me l'ha ricordato Michele, dopo quando stacchiamo la live ti devo dire una cosa per ricordarti che sei un maledetto. Io per 10 minuti devo andare a letto, ragazzi, ma si chiude anche noi perché è mezzanotte, alle 5:30. Allora, giovani viziati, maledetti, stronzi. Occhiali Neri, ovviamente spoiler per chi non l'avesse visto in chat, Occhiali Neri io lo attendevo più di ogni altra cosa, perché per quanto ultimamente, ripeto, per me l'ultimo film degno di nota e non lo sono, ultimamente mi avesse deluso Darione, io sosterrei qualsiasi cosa, anche se facesse un film realmente su, non lo so, i petali di rosa, guarderei tutto, quindi sono andato in sala, il trailer non mi aveva nemmeno così
infastidito, anzi mi piaceva questo tornare agli albori. Solo che purtroppo non dico che sia successa la stessa cosa che abbiamo visto in giallo, ma bene o male poi certe vibrazioni che ho provato durante la visione sono state le medesime. Cioè, se io pensavo anche al movente del killer in giallo, alla fine questo uccideva perché aveva l'ittero. E te ti puoi dire, ti puoi chiedere, ma per quale motivo allora se la... Vabbè, e non ti dai risposte. In questo caso, anche solo il dare come risposta è ma puzza, cioè io cosa dovrei pensare? Io cerco anche di avvicinarmi alla mente di questo serial killer, che tutte le altre vittime gli abbiano detto prima puzzi, dovrei pensare cosa? Perché alla fine io quando ho iniziato il film ho anche detto ci voglio credere, perché i primi 15 minuti, l'ha detto Federico, che ha visto i primi 6-7 minuti, la musica mi è piaciuta molto, che ricorda i Goblin, e poi la nostra Ilenia Pastorelli, che ripeto, ora prima cercavo di rispondere a Frusciante ma era impossibile, per quanto è vero la vorrei vedere in ruoli diversi, però per me se viene ben diretta se la cava, io con Bruno ce la vedo volentieri, non ci resta che il crimine, o con Verdone e così via, poi è ovvio che magari ce ne sono di migliori di attrici, però a me in certi film è piaciuta, in altri no. Fatto sta che quando lei si ritrova di fronte a queste eclissi, l'oscurità che non solo si palesa sulla città, ma è l'oscurità che pian piano andrà ad oscurare anche lei stessa, i primi 15 minuti ho detto dai, Dario è tornato. Poi va bene sospendere l'incredulità, però almeno a mio avviso qua bisognerebbe proprio dimenticarsi la logica. Cioè, io non voglio fare le pulci, l'abbiamo detto prima quante scene iconiche ha creato Dario anche basandosi su forzature e implausibilità, però qua letteralmente questa diventa non vedente, un secondo dopo è a casa sua, tranquilla, cammina, cioè non ho percepito, io lo faccio sempre questa battuta, ero con Travatar a vedere il film, se è durato più fatica a trovare la macchina nel parcheggio che io a credere che lei avesse appreso, prima piange, ho detto brava Ilenia, poi dopo è a casa, così, il rapporto con il bambino, ma poi mi chiedo e do la parola a voi. Tu hai la possibilità di mostrarmi una donna in un film italiano in cui vediamo la protagonista fiera di essere una prostituta. Ma che bellezza! Non il classico film in cui c'è la prostituta sfruttata che lo deve fare. Lei è una bella donna, sa di esserlo e vuole fare la prostituta. Il tema della libertà in un contesto in cui purtroppo le donne subiscono tanto, in un periodo post Me Too, cazzo, bravo Dario, mi fai vedere la donna libera, e invece è tutta una cosa buttata lì, perché poi il film si concentra su questo, che arriva in casa, dicevi interessante il fatto che ti mostri l'assassino e poi dopo te lo fa rivedere alla fine, ma tu l'hai già visto, e quindi la manipolazione visiva, tipo dell'uccello dalle piume di cristallo, tipo di Profondo Rosso, poi però alla fine, cioè questo qui, puzza, arriva, questi scappano, iniziano a scappare nei campi, dei dialoghi imbarazzanti, cioè sul morta Liasi Argento si piange per la mamma del cinese, che anche lì, Ilenia Pastorelli, proprio in quel momento gli devi dire che ti è morta la mamma, proprio in quel momento, e poi c'è quel dialogo per me meraviglioso, è come un brutto sogno, non appena chiudi gli occhi e ti risvegli tutto è a posto, non è vero, ora io non è che pretenda i dialoghi da Oscar, ripeto, anche ho rivisto recentemente Il gatto a nove code, ce ne sono di problematiche anche in quel film, però ci credevo. Io in questo caso, ok, me la vuoi buttare sul fiabesco, fallo pure, però fino a prima stavi facendo un film che doveva tornare agli albori della tua carriera, il surreale in Suspiria, in Inferno, l'accetto. Qua, che tu vada nelle paludi romane, che ci siano dei serpenti agli stinchi che nell'inquadratura dopo ti stringono il collo, e se permetti mi fa ridere, perché non è il surreale qua, qua è, cioè, la sala veramente si domandava che succede. Poi in un casolare di aperta montagna, di aperta campagna, e qui chiudo, per tutto il film non si sceglie mai di chiamare la polizia, mai, non si sa perché, sul finale arriva la polizia. Ora io ripeto, non voglio fare le pulci, ma la polizia come cazzo ci è arrivata in un posto, in aperta campagna? Addirittura il killer gli ha rubato il cane, e il cane dà più ascolto al killer che alla padrona stessa. Io non lo so, è un film dove se volessi... Vai, a un certo punto, giustamente, la chiamano la polizia... proprio nel momento in cui il killer ha preso il cellulare della poliziotta. Ma cioè, per farti capire, tutto... ma poi se si pensa loro scappano e lascia la porta aperta di casa, anche lì non sai perché, questa che comunque rapisce un bambino, cioè all'inizio vuol chiamare, poi arriva il bambino, io mi uccido con una penna, e allora lo tiene. Cioè qui si è rapito un bambino, ma ci rendiamo conto? Ma va benissimo il gesto di tenerlo, ma un minimo di lucidità,
non mi puoi far vedere i due poliziotti, per quanto voglia bene Alfavilla, più dementi della storia, che tu inizi a sparare, c'è un furgone bianco che ti viene contro, tu resti lì, o dire ad una non vedente che ti ha appena detto vivo da sola, le hai anche dato una spinta per andare a constatarlo, su questo foglio, su questo biglietto ci sono i nostri numeri, chiamaci. E con la fava, con che la chiama? Cioè io, perché divento severo? Perché era la stessa dinamica nel Gatto a nove code, lo voglio ricordare sempre, perché però il Gatto a nove code bene, non è che non va bene lì, però il Gatto a nove code ti l'unica cosa, Paolo, scusami, hai fatto l'elenco, io devo chiudere perché è veramente tardissimo, ne abbiamo già parlato, è inutile ripetersi, però brevemente poi vi lascio e vi recupero domani, soprattutto sono curioso di sentire Danielone, che almeno è della mia squadra. Allora, il cinema di Dario Argento, da un punto di vista di costruzione narrativa, da un punto di vista di costruzione logica, da un punto di vista di buonsenso nel raccontare una storia, non esiste più dopo la sindrome di Stendhal. Ok? Ci può essere qualche sprazzo in più di logica e di quadratura nel Non ho sonno, ci può essere qualche intuizione visivo di situazione nella Terza Madre. Dario Argento, vuoi l'età, vuoi il cambiamento del mondo produttivo, non ha più azzeccato un film al 100% dopo la sindrome di Stendhal, che comunque faceva già parte dei titoli super criticati già all'uscita, e Trauma prima ancora di più. Questo film, tutti i problemi che tu mi descrivi e che è un po', mi permetti Paolo, non da parte tua, però il modo facile, sbarazzino e superficiale di smontare questo film, così come si potrebbe fare di qualsiasi altro film che... ora ti faccio una provocazione. 3 settimane fa abbiamo parlato di The Dark Knight, che è considerato dall'80% delle persone che ci stanno seguendo come un capolavoro assoluto, anche a giusta ragione. Ci siamo messi a parlare delle stronzate di logica che ci sono in The Dark Knight. Se mi metto a fare la stessa listina della spesa delle stronzate logiche di The Dark Knight, allora fa cacare come occhiali neri. Fammi finire. Tanto però, perché poi c'ho la domanda, vecchio Martino. Non è lì che voglio fare. Io non mi metterei mai seduto davanti a una giuria a difendere la purezza e la perfetta costruzione narrativo logica di Occhiali Neri. È un film sghembo, a tratti disastroso, tendenzialmente senza un senso logico. Però, e questo è il mio argomento principe in merito, nel periodo storico in cui per un mese intero YouTube, l'internet, la società degli appassionati si ferma ad analizzare un frammento di vetro nel poster di Doctor Strange per vedere se c'è o no Deadpool, io pretendo che davanti a un film di Dario Argento si vada un attimino oltre questa lettura giusta, tanto giusta quanto superficiale, e si cerchi di capire anche da cosa derivano gli sprazzi di bello che questo film ha, perché questo film ha degli sprazzi di bello che hanno un significato che vanno al di là di però quella scena è girata bene. Il fatto che questo film si apra con una scena bellissima, qualcuno l'ha definita un po' all'Antonioni, io la dico pura, che è puro Dario Argento, di un'eclissi dello sguardo, della luce, del senso sulla protagonista del film, già veicola tutto il significato, così come veicola questo continuo dissolvenza incrociata tra la natura e la città che convivono a stretto contatto, il messaggio che Dario vuole dare, che ha sempre dato nel suo film, appunto il rapporto tra l'uomo e la natura. Alla fine in questo film si notano talmente tante anche autocitazioni visive, narrative, che più ne ha più ne metta, abbiamo citato, c'è un'inquadratura che è la stessa identica prima inquadratura di Suspiria, che dal cartellone dell'aereo va giù e riprende la protagonista vestita come Veronica Lara in Tenebre, il cane guida, la cieca, tutto quel chi più ne ha più ne metta. Secondo me quello che è di interessante e di valido questo film tendenzialmente sghembo e disastroso sotto altri aspetti, è la riflessione sullo sguardo cinematografico e sul punto di arrivo di una carriera con molti alti ma anche con molti bassi di un autore che dello sguardo ha sempre fatto il punto principale del suo cinema. Il fatto che questo film, l'ha detto Giacomo Calzone, non l'ho detto io che è un mega esperto, sia un film fatto di dissolvenze al nero, che non è dissolvenze, è al nero, e che si chiuda una dissolvenza a nero con la protagonista lasciata sola come un cane
con un cane ti fa capire quantomeno quali erano le intenzioni nel voler raccontare questa storia di solitudine in una società dove appunto uno perde la testa anche perché è rifiutato dalle donne, perché puzza. Io non sto a farmi tutte le pippe mentali freudiane del signore sopra di me che ci vede la rappresentazione della, del maschio alfa nel ventunesimo secolo. È palese però, che però, comunque l'ascolto molto volentieri. Che parla di solitudine, che parla di perdita di qualcosa, di un centro di gravità permanente, direbbe un famoso cantante, e lo fa come lo fa? Come lo fa Dario Argento da 30 anni a questa parte. Narrativamente male, visivamente a tratti bello, a tratti meno, però c'è una cosa a questo film, che l'80% dei film di cui si riempie la bocca la gente non c'ha una visione, la visione di un autore, chiamiamolo bollito, ma che ha oltre 80 anni, innanzitutto, e qui concludo, fa una cosa che non faceva, almeno dai tempi di Non ho sonno, un film tecnicamente super quadrato, dove le inquadrature, a parte quelle due o tre situazioni che sono fatte male, un po' per budget, un po' per situazioni raffazzonate, sono gestite bene, hanno il loro linguaggio cinematografico ben definito e veicolano un significato. Cioè, in questo film le dissolvenze nero hanno un significato profondo per il suo autore, e la perdita di vista, la perdita di luce nel mondo della protagonista, quelle dissolvenze in nero, sono le dissolvenze in nero che stanno coprendo un grande maestro alla fine della sua carriera. Quindi, chiudendo, è un bel film? Probabilmente no. È un film scritto bene? No. È un film girato bene? A tratti. È un film che ha un suo significato alla fine della carriera di un autore che va solo rispettato e davanti al quale bisogna togliersi il cappello tutto? Sì, e solo per questa dimensione la listina della spesa io la metto da parte. Poi ci si ride sopra. Ci si ride sopra e si può dire che è per colpa di quelle cose che non c'è andato nessuno, che non funziona, che fa cacare. Io accetto tutto, non so cos'è, non sono io. Accetto tutto, dico semplicemente che ragionare su tutti i film alla stessa maniera, con la spunta, te l'ho già detto, a me tendenzialmente è un modo di fare schifo, soprattutto perché, ripeto, poi si passa settimane intere a analizzare i trailer di Spider-Man e i vetrini di Doctor Strange. Allora, ora do anche la parola agli altri, se no, però ti volevo rispondere. Tu prima hai citato The Dark Knight, e ovviamente quel film, per quanto possa presentare imperfezioni, se vogliamo assurdità, l'abbiamo, vedetevi sul canale del caro Matioschi la puntata nel caso vi interessasse, però vogliamo parlare di che film sia, cioè io gliele perdono, l'abbiamo detto prima con Frusciante, ogni film presenta imperfezioni, però il problema è problema è quando dall'inizio alla fine trovi le imperfezioni. Cioè io solitamente, io che amo il cinema di genere, no, Paolo, che sono cresciuto con Sergio Martino e mi vedo i film di Fulci, quante, se tu volessi essere pignolo, quante cose trovi? Cioè, ma io che amo Scream, le cose, però un io, conto infatti, Paolo, io ho capito benissimo, io l'ho chiamata quella lì del Cavaliere Oscuro, che è un esempio a cazzo, il prestigio di Nolan applicato a Batman. Cioè io non faccio notare, da quanto sono bravo a raccontare una storia, le stronzate che ci sto mettendo dentro. Io non ti sto dicendo che Dario Argento fa lo stesso, sto semplicemente dicendo, e basta vedere i commenti che ci sono in chat per far vedere come sono sbrigativi a licenziare le cose, che un film può anche... Quanti film brutti degli anni 80 e degli anni 90 oggi vengono riscoperti come cult perché in quel momento sono usciti e prendono lo stesso valore. Io dico è che un oggi cult, Chicken Park è diventato un cult. Quindi. Capolavoro. Il dover abbandonare così, perché ormai nell'epoca di internet più di 5 minuti a un film non si dedica, o oltre la risata in sala perché ridono tutti, non si dedica l'attenzione, all'analisi di un film che è comunque il film di un maestro, che c'ha tutti i problemi del mondo, ma c'ha anche dei punti di interesse tecnico contenutistici, a me me lo fa apprezzare e me lo fa difendere. Perché, ripeto, se sono le stesse persone che poi si fanno 7 mesi di pippe sui dettagli, su Lizard che prende un pugno dallo Spider-Man invisibile di Spider-Man, mi fa un po' sorridere la cosa. C'è questa cosa che ormai siamo diventati tutti maestri di sceneggiatura, maestri di regia, maestri di storia del cinema. Cioè, i film non si possono essere letti tutti allo stesso modo, non si possono vedere tutti. Io accetto tutte le critiche del mondo, poi qualcuno mi dice che dico tanto bla bla bla. Chi mi dice che dice tanto bla bla bla, innanzitutto la gloria del dialogo, questa sconosciuta. Ripeto, ci sono persone molto più intelligenti e preparate di me che hanno scritto, e poi vi saluto perché è tardissimo, che hanno scritto fior fior di analisi sui contenuti,
sulla poetica di Dario Argento che viene fuori in un film comunque problematico, parliamo anche di quella. Poi certo, per fare una risata si parla anche dell'altro. Ma infatti io ti ho ascoltato film, cose belle e cose brutte. Ti ho ascoltato volentierissimo e mi piace tantissimo la tua riflessione e invito anche il pubblico ad andare sul suo canale In al Cinema a recuperarsi la live con Giacomo Calzoni. Però il problema, caro Michele, è che io ti capisco e vorrei tanto e vorrei tanto dire anch'io lo reputo una degna chiusura della sua carriera, perché forse potrebbe essere l'ultimo film mio. Se vado a fare la lista della spesa è proprio perché nel film, a parte i 15 minuti, non ha pensato solo a quella e non pensava ad altro, perché non ci riusciva. A me dispiace, è più che legittimo, Paolo, e te lo sai, io non sono uno di quelli che va lì ma la sceneggiatura, cioè ti ripeto, si faceva l'esempio della fine di Jurassic Park, entra un T-Rex in una stanza, non ci passa neanche da una porta di 1000 metri da dove è entrata, eppure quella scena è meravigliosa. Quindi le imperfezioni nel cinema ci sono. Ma io, abbiamo Daniele Misissia che nel Mostro della Cripta ha giocato anche sul parodiare le imperfezioni di un certo tipo di cinema anni 80 che lui stesso cita nel film che vi esorta a vedere. Quindi ci mancherebbe, noi siamo tutti cresciuti con questo tipo di film. Però siccome so che sto vedendo un film di Dario Argento e non lo so, di citatemi il nome Giao. Madonna, ragazzi, che maledetto che sei, Michele. Aspetta, che andiamoci con Kratos, no, si scherza e si ride, ma le cazzate concettuali ci sono anche nei film che vincono gli Oscar, eh? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però sì, ma le cazzate ci sono in tutti i film, se vogliamo. Però per Kratos, esempio, e poi vi saluto. No, Nomadland con quei cazzo di tramonti va fatto credere a tutti che sia un film di grandi tematiche quando non parla di nulla. È la stessa cosa che Focchia parla di esistenzialismo umano, è un racconto molto incisivo sulla personalità umana, però, e sulla solitudine, però vedi, del re. Io mi tengo Nomadland e tieniti Ghostbusters, amico mio, Legacy. Ce lo teniamo volentieri, penso. Dai, Kratos, dimmi tutto. Io devo andare a letto, se no domattina non mi sveglio, però voglio sentire tutto quello che avete da dire. Soprattutto Daniele, quindi Daniele parla bene del film e manda tutti a fare in culo. Quando esatto, non ci sarò io. Ora Daniele ci uccide. Esatto. E no, ci sentiamo prossimamente. Daniele prima, a breve sarà ospite sul mio canale, non è vero, lo sto dicendo per cortesia, ma non lo inviterò mai. E vi mando un abbraccione, se no domattina non mi alzo veramente, c'ho 5 ore di sonno. Grande Michele, grazie mille, un bacione a tutti vi recupero domani, che sono curioso di sentire tutti. E mi raccomando, domani Andi, tutti sul canale di Michelone, perché compie gli anni e fa la live del compleanno. Non alle è 21. Vero, no. Alle 21 tutti sul suo canale. Ma e fate tutti gli auguri. Non è vero, non è vero. Sì. Vabbè, credete a me o a lui. È stato quei compleanni, Paolo. Perché? Ciao Michele, ciao Michele. Baci, ciao. Ti voglio bene. Ciao Michele, ciao. Mamma mia, alla fine resterà solo Dario Argento a mani così. Kratos, dici tutto. E poi voglio sentire Damiano e Daniele. Allora, a me no, è proprio zero. No, te Andrea no, te proprio se ne frega, scherzo. Allora, proverò a spiegarmi a mio delle possibilità, perché anche nei messaggi privati, dopo che è uscita la recensione di Occhiali sul mio canale, non ho idea di che cosa sia successo, non so di chi è finita nelle mani la recensione, ma mi sono trovato una mezza shitstorm. Cioè, pensate che i primi 3 giorni il mio canale aveva tipo 40 visualizzazioni, apro il giorno dopo 124 visualizzazioni, e mi sono aperto anche Messenger, WhatsApp. Che cazzo è successo? Quindi, oltre alle persone che mi dicono magari sei te il cieco che non hai capito niente, ricollegandoci anche a quello che ha detto Michele, allora, tutto quello che lui ha detto, anche le motivazioni dietro la storia, il simbolismo, le dissolvenze, tutto questo posso capirlo, e so già che io, stando a Michele, per esempio, non capisco niente di cinema perché non mi piace Matrix, né i sequel, né il film originale. Però, anche Matrix, se vogliamo vedere da questo punto di vista, è la stessa cosa per me. Matrix ha tanti significati, è simbolico, c'è tante robe, a me continua a non piacere, più che altro per le cose che ci trovo dentro. Ok, Ned, da questo punto di vista, probabilmente è la stessa cosa. Il problema è che io, oltre l'eclissi, cioè il simbolismo dell'eclissi, che oscura il sole e quindi è come l'oscurità che cala su una pupilla, io oltre a quello non ci ho trovato assolutamente niente né di simbolico né di bravura in qualsiasi campo. Cioè, per farvi capire, anche mio padre che stava sulla scusate un secondo
mio padre, grande fan di Dario Argento da tipo 30 anni, primi 5 minuti mi stava chiedendo: ma è un film Dario Argento questo? Perché io per primo posso dirlo, movimenti di camera non sgraziati, orribili. Cioè io non riuscivo a capire neanche non solo cosa si voleva inquadrare, ma anche come voleva inquadrarlo, i movimenti di camera. Poi anche, qui c'è Daniele, che sicuramente ha visto la mia recensione del suo Il mostro della cripta, lì non so se magari ha sentito quella parte, ma io avevo parlato delle mie preferenze puramente personali sui movimenti di camera. Alcuni movimenti di camera a mano non sempre mi piacciono. Qui parliamo proprio di totale assenza di movimenti di camera, secondo me, in Occhiali Neri. Cioè, parliamo di roba sgraziata. Un conto è inseguire i soggetti mentre camminano, un altro conto è fare inquadrature che traballano mentre sono ferme. Anche l'inizio, ma non voglio solamente troppo su questo, ovvero la scena del parco, inquadrature di alberi a caso, ma per 5 minuti interi. Poi, la trama, l'assassino che ti viene subito presentato, anche questo io mi sono sentito dire che non era intenzione di Dario Argento creare un killer che fosse al pari di Profondo Rosso o di tutti quanti gli altri, perché qui il killer non ha un retroscena, neanche come in Giallo, non ha un retroscena, non ha una backstory, non c'è neanche il mistero vero e proprio del killer. Ti viene presentato lì, capisci fin da subito che è lui, e tanti saluti. Ma quantomeno il movente di questo killer, che sia più del semplice mi voglio vendicare delle donne, c'è la morte con le prostitute, questa qua mi ha detto che puzzo e quindi voglio ucciderla. C'è già il movente anche dirlo in questo momento, mi fa veramente ridere. Va bene che lui ha cercato di uccidere la Pastorelli prima di questa affermazione, però poi quando il suo momento diventa la vendetta perché sta qua gli ha detto che puzza, io perdonatemi ma non riesco a prendere più sul serio l'idea del film. Quando ho realizzato chi è l'assassino, io pensavo che fosse Asia Argento, perché aveva avuto senso, cioè mi tengono il killer in ombra, lei è l'unica che sa dove sono il bambino e la Pastorelli, quindi ha senso che sia lei. Io invece no, questo tizio a caso, quando è apparso il reveal ho detto: ma chi è sta persona? Chi cazzo è sto qua? Ah, era quello che gli aveva detto però, che puzzava. Però Kratos, ti dico, per me invece quella era una scelta intelligente anche, perché giocavi nuovamente con la manipolazione dello spettatore, la manipolazione visiva, che è un tratto distintivo del cinema di Dario. Cioè, nell'Uccello dalle piume di cristallo tu pensi di vedere una cosa, invece un'altra. In Profondo Rosso tu vedi già una cosa e invece però poi ti rendi conto che l'avevi vista e non te ne eri reso conto. Qua uguale, tu ad un certo punto lo vedi il killer eppure non lo associ, perché io la prima volta che te lo mostrano non l'avevo associato a quello a cui lei aveva detto puzzi. Non l'avevo proprio associato. Sì. Solo vedi, che però il reveal, alla fine, il reveal, un po' in tutte le opere di Argento, ha sempre avuto un che di effetto. A me non ha detto assolutamente niente. Forse io purtroppo l'avrei anche accettato. È proprio il modo, perché se io penso a come ci si arriva, e quindi in chat hanno detto da Argento mi aspetto di più, e uguale. Io, e se sono severo, è proprio per questo. Però ecco, vorrei sapere dal nostro Daniele, che è un regista. Volevi finire, scusami Kratos, se dovevi aggiungere qualcosa. No, volevo solamente concludere anche con la mia affermazione di assenza di regia. Ci sono registi che sanno anche adattarsi alla scena che devono realizzare, anche se non hanno tutti quanti i mezzi, o come dico sempre io, se una cosa non la puoi fare, tanto vale che tu non la realizzi. Cioè, perché può venire fuori una cosa proprio come la scena dei serpenti, mio Dio, i serpenti che mi arrivano addosso. Quella scena, per me, c'è totale assenza di regia. Magari è un problema del montaggio, come è stata montata in post. Ma in quella scena, giuro, non ci stavo capendo niente. Sentivo solo serpenti, magari il suono del morso, e alla fine sti qua escono dall'acqua con pitoni sulle spalle. Come ci sono arrivati? Boh, non ne ho idea. Poi loro che camminano perfettamente dopo tutti i morsi che hanno subito, non sanguinano neanche. Io, con scene come queste, ce ne sono parecchi in Occhiali Neri, non capisco neanche non solo cosa voleva realizzare Dario Argento, forse sono veramente io che ho frainteso l'opera. Io guarda, ho letto la sua intervista su FinTV, lui proprio dice: io volevo fare qualcosa di fiabesco, io l'avrei apprezzato, se mi avesse fatto tutto un film così surreale, io l'avrei applaudito. Il problema è che se tu mi fai il film in un contesto che dovrebbe essere realistico, per quanto continuo a sostenere che un film così, nell'era dei social, nell'era in cui sei sempre con il cellulare in mano e chiami a destra e a manca, sia un po' difficile, però io apprezzo quello che vuoi fare. Io qualche anno fa, sicuramente Daniele l'ha visto, io apprezzai tantissimo Circuito Chiuso, un film di Giorgio Amato,
fatto con due lire, sicuramente con i suoi difetti, sicuramente con i suoi problemi, però si giocava con lo quasi lo slasher di un tempo, quindi l'assassino folle, ma allo stesso tempo anche con la modernità, con le webcam, con il falso documentario. Invece in Dario Argento vedo un qualcosa di prodotto dai Manetti, vedo qualcosa di ancorato al passato che non rispetta nemmeno un attimo la modernità, e quindi io resto un attimo così in contrasto, perché quella scena dei serpenti a me piaceva in un altro film, in un altro film. E questo voglio dire, secondo me, cioè Andy ha usato nella sua recensione il termine di evoluzione, cioè che Dario Argento nel corso degli anni si è evoluto, nel corso anche dei decenni, cosa che io rispetto moltissimo questo parere, cioè è anche bello vedere da questo punto di vista l'avanzamento di carriera di un regista. Per me Argento si è totalmente cristallizzato nei suoi anni che l'hanno reso famoso, non ho visto neanche un avanzamento, magari una involuzione, cioè non è andato avanti, è andato indietro, è rimasto bloccato a cose che magari, come diceva Paolo, da qualche altra parte, in un altro tempo, avrebbero funzionato. Qui invece non solo una trama così semplice, ma questo non voglio dirlo, perché da una trama così semplice e basica puoi trarci qualsiasi cosa, quindi è un punto a favore. Pensare alla finestra sul cortile, capolavoro assoluto, esatto. Una trama semplicissima. Io vedo, ma i stramontaggi del genere al giorno d'oggi non attaccano più, mai più, secondo me, e con questo chiudo, per me questo film non ha neanche una struttura in tre atti. Non è detto che un film debba avere per forza una struttura in tre atti, ma io qua ho percepito un inizio e massimo una fine, una conclusione. Ma ciò che accade dall'inizio alla fine non sono atti, sono cose che accadono, situazioni. Avessi magari un ritmo incalzante, io e mio padre stavamo, giuro, se io e mio padre, vi giuro, ci stavamo rompendo le palle a vicenda sulla poltrona, ridevamo in continuazione per i motivi sbagliati, ma erano io risate. Io non ce la facevo nemmeno a ridere, ero proprio triste per questa cosa. Ad esempio la scena dei serpenti, io nella terza madre l'avrei vista benissimo, se ci fosse stata una scena con la strega e con i serpenti, ma vabbè, caro Daniele, intanto perdonatemi se siamo arrivati a mezzanotte e mezzo, ma era talmente ampio il tutto. Daniele, mandaci pure tutti a fanculo. No, assolutamente no, sarò breve, voglio partire però da due commenti che ho letto poco fa, sì. Commenti che non mi piacciono, il primo che dice... inutile fare sofismi per cercare di salvarlo, è brutto, un film bello è fatto di vari livelli di lettura, più ne hai, okay, più bisogna al tuo lavoro. E l'altro, proprio per il rispetto di uno come Argento non bisogna fingere, questo film è oggettivamente pieno di difetti, pieno, chi lo difende al pari dei collaboratori falsi e ipocriti che lo circondano. Ma il culo, veramente, scusatemi ragazzi, ma questo, allora, questi sono proprio commenti di gente che odia il cinema, perché se il cinema lo ami tu ragioni su qualsiasi film che sia brutto, quindi è inutile che queste due persone stanno seguendo questa live, perché allora di cosa stiamo parlando da un'ora e mezza se non avessi avuto un minimo di livelli, di vari livelli di lettura, di cosa stiamo parlando? Allora è inutile fare questa live, è inutile parlare di qualsiasi cosa, è inutile parlare di film belli, è inutile parlare di capolavori, è inutile parlare, ma dato che a noi ci piace parlare e ci piace parlare di cinema, perché a noi il cinema ci piace e lo amiamo, ci incazziamo quando leggiamo questi commenti. Io, guarda, Daniele, scusami, non l'avevo visto, se no avrei comunque detto qualcosa, non ci avevo fatto caso perché sto seguendo la discussione, però mi raccomando, le offese no, cioè, ma poi siete anche poco rispettosi nei confronti non solo nostro, ma anche di persone critiche. Che cosa la seguite a fare la live? Ma pensate al discorso anche di Michele, Giacomo Calzoni, Pier Maria Bocchi, critico stimato, professionista, lo ha salvato, quindi, cioè, ragazzi, ormai lo so che viviamo per assolutismi o è bellissimo, è bruttissimo, e se non la pensi come me non capito un cazzo, ma non è così la via, non è questa la via, quindi mi raccomando, se volete stare sul mio canale, se vi comportate così, sappiate che io vi banno, perché io sono fiero di avere sul mio canale una community rispettosa, dove si ride, si scherza e si dice le cose come stanno. Stasera mi è capitato di bannarne solo uno perché si era espresso in modo totalmente sconfortevole all'inizio della diretta, non ho detto niente, quindi mi raccomando, scusami Daniele, dici tutto. No, allora, la mia considerazione su questo film, che è decisamente molto più terra-terra rispetto a quella che ha fatto prima Innocenti, che condivido in pieno, anzi mi ha fatto ragionare appunto anche su altre cose che magari non avevo preso in considerazione per questo film. La mia, quello che penso di questo film è un parere veramente terra-terra, basilare, sicuramente soggettivo. Il film a livello oggettivo sicuramente ha dei problemi, ha delle soluzioni narrative a volte molto ingenue e altre
addirittura molto goffe, però devo dire che per me è stato soddisfacente, perché questo film ha un elemento che se è presente in un film, per me automaticamente me lo fa promuovere, e cioè dall'inizio alla fine non c'è stato mai un momento che mi ha annoiato, perché è un film che ha un ritmo forsennato dall'inizio alla fine, non rallenta mai e non ha, a parte una sequenza nel prefinale che secondo me sta lì palesemente un po' per allungare il brodo, non so se possiamo fare, c'è un certo punto la Pastorelli rimane da sola dopo che si è persa nel bosco, perde anche il ragazzino e si ritrova tipo in una sorta di magazzino dove c'è qualcosa di manutenzione, non ho capito, e quella sequenza, se te la prendi e la tagli del film, non cambia assolutamente niente, perché poi inizia la sequenza finale del film. E quindi al cinema io mi sono divertito, nonostante tutte le cose assurde, come può essere il biglietto da visita dato alla cieca, come possono essere tante cose goffe da vedere, come può essere un poliziotto che prende e spara a un furgoncino che gli va addosso. Sono soluzioni ingenue, però tutti questi, tra virgolette, difetti non hanno minato la visione del film, e non mi hanno mai annoiato. Addirittura lo vedo forse quasi come il film più action di Dario Argento, perché ha dei momenti quasi d'azione inediti nel suo cinema che mi hanno divertito. E poi sì, come diceva Innocenti, possiamo stare qui ore a parlare, a fare una lista di tutte le cazzatine, le ingenuità e le cose brutte che avvengono nel film, ma sinceramente, personalmente, soggettivamente non mi interessa, perché il film mi ha divertito, e quando uscirà in Blu-ray lo prenderò, me lo riguarderò, perché altra cosa che aggiungo, perché in confronto per esempio a un Giallo, che per me è veramente il punto più basso toccato da Dario Argento, perché Giallo sembra veramente un film TV da Rete 4 dalle 23:30 che mandano la notte, Giallo veramente è quasi irriconoscibile Argento in quel film. E io dopo non parlo di Dracula, perché Dracula io ho visto mezz'ora e non l'ho finito di vedere, ma non perché mi stesse facendo schifo, cioè, certo non mi stava piacendo, ma l'ho tolto e non ho avuto modo poi di rivederlo, quindi in realtà l'ultimo film che avevo visto di Argento era Giallo, e dopo Giallo io sinceramente mi aspettavo qualcosa di peggiore di Giallo, invece mi sono ritrovato perlomeno un film divertente, ritmato e con dei guizzi argentiani che ormai era raro vedere, soprattutto pensando a film come Giallo. Io poi l'ultimo film che avevo visto al cinema di Argento era la Terza Madre, e mi ricordo che non mi era piaciuto, però lo vidi solo al cinema, poi non l'ho mai più rivisto, vorrei riguardarlo. Mi ricordo, come diceva Frusciante prima, mi ricordo che sì, viene raccontato il caos di Roma, facendo vedere due tizi che litigano per un parcheggio, che basta attraversare la strada alle 8 del mattino e ne vedi 10 per strada, però vorrei rivederlo e mi ricordo che sicuramente mi piacque molto meno di quanto mi divertì molto meno di quanto mi ha divertito questo Occhiali Neri, però ovviamente capisco tutte le critiche che gli vengono mosse. Capisco che a tante persone non è piaciuto, continuo a ripetere, non capisco le persone che si lamentano del fatto che ne stiamo parlando come si dovrebbe parlare di qualsiasi altro film, perché comunque se ami il cinema, di cinema ne vuoi parlare, che un film ne sia bello o brutto, io la vedo così,
E quindi capisco le persone che non hanno apprezzato questo film, però dal punto di vista prettamente soggettivo, quando un film non mi annoia, perlomeno per me è promosso e sicuramente lo guarderò volentieri una seconda volta, certo, in Blu-ray, certo, quando uscirà. Assolutamente, no, ti ringrazio Daniele, anche perché è molto interessante. Sento un ritorno, ragazzi, qualcuno ha aperto il video su YouTube, non so, non saprei. Ok, comunque, vabbè, spero non dia fastidio. Dicevo, è molto interessante sapere il parere di un regista, quindi di un collega, di Dario. Chissà se poi Dario farà altri film a una certa età. Io mi augurerei che potesse realmente chiudere in grande stile, però è molto interessante sapere le vostre argomentazioni, perché riuscite a trovare comunque qualcosa di interessante. Sentiamo il nostro Damiano, poveretto, che tutta la sera è stato lì zitto zitto, ci ha ascoltato. No, io mi sto divertendo tantissimo, comunque, anche se, diciamo, sono stato spettatore presente, però veramente sono state fatte delle bellissime riflessioni. Vabbè, poi prima di dare un piccolo parere su Occhiali Neri, ci tenevo, visto che ho l'opportunità, di complimentarmi con Daniele per The End, l'Inferno Fuori, che è un film che ho visto alcuni anni fa e l'ho apprezzato molto, l'ho trovato molto claustrofobico, mi è piaciuto un sacco questa commistione anche con gli zombie, quindi, grazie mille, spero presto di vedere anche Il Mostro della Cripta, che mi manca. È su Prime, lo trovi su Prime, non perdertelo. Perfetto. Andando su Occhiali Neri, invece, diciamo che ci sono rimasto male perché, diciamo, che l'ho visto un cinema, diciamo, molto ancorato a quelli che erano gli inizi di Argento, nel senso che ho apprezzato molto, ad esempio, la fotografia, la colonna sonora di Occhiali Neri, ecco, però diciamo che ho trovato, insomma, molte fragilità dal punto di vista della sceneggiatura, che per me è un aspetto molto importante del film, nel senso che io sono uno spettatore che è molto legato alla storia che si va a raccontare, e quindi io penso che dipende anche molto dal tipo di spettatore che uno è, nel senso che cosa si cerca di più in un film, e ho trovato, insomma, delle situazioni in cui purtroppo si è scaduto nel trash involontario, nel senso che capisco che sia venuto da ridere in sala in alcune situazioni, ma io immagino che appunto non fosse quello l'intento del regista, e dispiace perché comunque io ho visto comunque il cuore, ho visto il fatto di anche un'operazione nostalgica nei confronti dei suoi stessi lavori, del suo stesso cinema, e qualcosa che purtroppo, diciamo, che a me non è arrivato, nel senso che sono arrivato alla conclusione del film, ma sono rimasto abbastanza interdetto, e diciamo che complessivamente è stata per me una visione deludente, nel senso che magari non è proprio una bocciatura totale, nel senso che io capisco, insomma, gli aspetti positivi che sono stati colti, ad esempio, da Michele, da Daniele, però non sono riuscito a trovarci quel qualcosa che mi abbia detto sì, ok, è un buon ritorno di Dario Argento, ecco, quindi diciamo che per me è più un no, ecco. Ok, quindi sei più dalle mie zone, certo. Caro Damiano. Ecco, ora qua preparatevi, perché il nostro Andri Cinema 98 non solo l'ha apprezzato, non solo l'ha definito interessante, ma il nostro Andri Cinema 88, seguite Quarta Parete, sia il giornale online, sia il canale YouTube, potrete trovare dei contenuti dedicati a Occhiali Neri. Cioè, io ti voglio dire che ti invidio tantissimo, perché io avrei voluto letteralmente trovarlo così bello come sei riuscito a trovarlo tu, magari riuscendo anche a vedere l'altra volta, si ricordi, su Quarta Parete alcune cose mi sembravano un po' in overthinking, però magari è una mia idea, cioè tu ci hai visto delle cose che proprio io non ci ho visto per nulla, quindi ti lascio la parola e ascoltate il nostro Andri, perché è l'unico più positivo che conosca, quindi, caro Andri, la palla passa a te. Grazie Paolo, bene. Allora, io su questo aspetto,
Non lo so perché sei partito, mi sembrava bello metterci questa canzone, vai, perché il tuo commento deve essere iconico, quindi vai così. Va bene, ok, allora mi butto senza pietà. Ok, no, perché tra l'altro devo dire la verità che certo è sempre l'illusione della bolla degli appassionati, devo dire la verità, perché adesso potrei semplicemente appellarmi dicendo che quando ho fatto la recensione nel mio canale da solista sono venuti diversi commenti a dire ma sai Andrea che a me il film è piaciuto, ma è un'illusione che riguarda semplicemente le nostre discussioni cinefile, perché se fosse così il film magari, cioè, sentirei meno pareri così brutti, non da parte vostra ma da parte di cose che si creano poi nel web. È vero che si creano anche su film amati, ma in generale appunto in realtà la percezione è più negativa che positiva, nonostante l'ottima recensione positiva di Maria Bocchi, che gli ha dato 4 stelle su 5, che penso che sia l'unico, almeno tra i critici italiani, che io conosca in questo momento. Ma al di là di questo, io leggo già nei commenti il problema è che bisogna non edulcorare o mascherarsi in sofismi, perché Dario Argento, la sindrome di Stendhal mi fa cagare, la terza madre dei punti mi ha fatto ridere, quindi non è che... Perché... No, scusa se ti interrompo, proprio perché Dario Argento va analizzato bene questo film, se ha dei problemi e se ha dei pregi, perché Argento nella sua carriera ha monopolizzato l'horror in tutto il mondo, perché Argento è riconosciuto in tutto il mondo ed è copiato in tutto il mondo, e ha realizzato almeno 3-4 capolavori, quindi comunque non è l'ultimo degli stronzi. E anzi, è molto... Fa un film, per quanto brutto possa essere, va visto, punto. Esatto, se si ama il cinema, esatto, va visto, punto. Esatto, specialmente se poi ci lamentiamo che in Italia si facciano sempre le solite cose, perché se noi andiamo all'estero, io ho amici, o il regista, magari Daniele lo conosce anche Andre, ha partecipato in live con noi, Vincenzo Petrarolo, lui mi racconta che quando è all'estero entra ancora nei negozi e ci sono, cioè, c'è l'ammirazione totale per Dario Argento, ci sono proprio gli scaffali Dario Argento, cioè c'è solo Dario Argento, Leone e Fellini, cioè questi tre registi all'estero. Sì, quindi vagliela spiegare. Basta anche ricordare il commento di Tim Burton fatto ai Davide Donatello, dove ha detto: io amo il cinema italiano, Fellini, De Sica, Argento e Bava, cioè questi sono i quattro nomi. Se non fosse esistito Dario Argento con la sua poetica, la sua messa in scena, l'horror moderno che viene dall'America, che tanto viene amato dal pubblico, non sarebbe così, sarebbe diverso. Cioè, sta cosa la gente la deve tenere in mente quando parla di Dario Argento come un povero coglione che ha fatto un film di merda. Ha fatto un film di merda, analizziamo perché ha fatto un film di merda. Perché è Argento, punto, non è l'ultimo degli stronzi. E tra l'altro insegna un film non riuscito d'Argento, come può essere Occhiali Neri, ma io ti ci butto dentro anche Dracula, comunque ci puoi trovare anche quel minuto, quei 20 secondi più interessanti di tutti i Sacri Male, Iurone e cazzate male. Infatti voi state tranquillamente anticipando questo mio discorso, perché io c'ho sempre, cioè anche il film peggiore di Dario Argento ho sempre cercato, cioè secondo me anche i film più brutti di Dario Argento in generale sono comunque meglio di The Nun. Sì, ci vuole abbastanza poco, ecco, però al di là di questo hanno sempre i loro momenti. Anche per esempio io vedo sempre che quando c'è un film di Dario Argento criticato si va sempre oltre. Tipo, per esempio, Dracula, io ho perso il conto di tutte le volte che ho letto che è amatoriale. Ora, con tutto il cuore, su Dracula si può dire ogni cazzo di cosa, ma non è che è amatoriale, che quella cosa mi irrita anche abbastanza. No, ma la maggior parte della gente usa il termine amatoriale, ma non... a sproposito, senza capire in realtà cosa significa. Anche perché, Daniele, ci sono tantissime opere amatoriali che sono degne di nota, cioè anche utilizzare il termine amatoriale per denigrare... Soprattutto nel 2022. Esatto, sì, infatti, esatto. Ma infatti il termine amatoriale si indica soprattutto poi quando che Dracula 3D sia veramente non riuscito e bruttissimo, lo dico anch'io, però ecco. Per esempio, però Dracula 3D, che è un film a cui veramente ha tanti problemi, ha una sceneggiatura banalissima che non ti puoi permettere quando fai l'ennesima trasposizione di Dracula, ha dei momenti di recitazione brutti, ha degli effetti digitali orribili, però c'ha un'intelligente idea registica di voler trasporre
o rifarsi all'espressionismo tedesco, realizzando un horror che è principalmente coloratissimo, tutto alla luce del però sole. Andre, io capisco, però l'intelligenza non ce la vedo registica, cioè questa grande forza registica, cioè, voglio bene a Dario, però... No, per carità, non è un film perfetto, però c'ha dei punti che mi hanno fatto dire... No, nel senso, non è che è un film che tu dici, cazzo, ma è girato veramente a Dio? No, assolutamente no. Però... Cioè, io la parte in cui un tizio si spara in bocca e si vede praticamente l'inquadratura a rallenti del proiettile che... Orribile però, all'effetto visivo, orribile. Quello secondo me, a livello, proprio l'unico momento in cui ci hai, che è bello, perché vedi proprio il sangue quasi come se stesse bevendo. Sì, però in un film su Dracula io vorrei altro, perché per me la regia non è solo il bel momento, l'inquadratura, ma è anche come veicolo, un concetto, un messaggio, la sceneggiatura passa attraverso la regia, l'ha detto prima Frusciante, con un'inquadratura puoi raccontare più di qualsiasi didascalismo. E in Dracula, Rutger Hauer è un grande. Rutger Hauer è un grandissimo in sì, Dracula, però è perché bravo, lui pace all'anima sua, però cioè, se uno non conosce Dracula lì, chi cacchio è Van Helsing? Ma Dracula, ma sembra un tronista di uomini e donne, ma cos'è? Ma infatti io non sto dicendo che bisogna lodare Dracula o qualcos'altro, sto solo dicendo che anche in Dracula, che detto è amatoriale, c'ha dei momenti molto interessanti, cioè non è che ma come anche i film peggiori della gente, La Terza Madre è un film che purtroppo è girato in un modo che io veramente non riesco a capire, perché rispetto a un Dracula che secondo me ha dei guizzi più riusciti, Una Terza Madre in molti punti Dario Argento è assente, però il jumpscare del demone che sbuca da sotto il letto io lo ricordo ancora con molto piacere, oppure la bruttezza nella fotografia del demone, anche lo stesso concetto di una Roma presa dal male in generale, no? Sono parti interessanti, anche l'ambiguità del male, Giallo che in dei punti è ripreso con il culo, l'ambiguità del male in cui il protagonista non sa più se sta agendo bene o sta agendo nella maniera sbagliata, se è giusto, cioè ci sono i momenti da cinema argentiano, solo che per quanto riguarda l'evoluzione di Dario Argento purtroppo ha dei dislivelli molto alti, non riesce a trovare un equilibrio in diversi punti. Però ci sono delle parti interessanti e va analizzato perché è un maestro. Cioè, quando si fa un maestro, tutta la sua filmografia va analizzata. Non perché fa quel film del cazzo, allora non va bene. Anche Melissa P di Guadagnino, che mi fa cagare enormemente, c'ha dei momenti alla Guadagnino. E io detesto quel film e va visto perché Guadagnino. Occhiali neri, Andre, perché qua hai fatto questa bella premessa, certo. Hai fatto capire che qualcosa ti è piaciuto in Dracula, nella Terza Madre. Io purtroppo in Dracula l'unica scena che veramente mi ha fatto un attimo sperare è quando all'inizio la ragazza corre nel bosco dopo aver fatto l'amore. Ecco, no? Ma vedi questi cazzo di problemi? Ecco, vedi, io lo leggo in questa benedetta chat. Ma cosa? Si sta difendendo Dracula 3D davvero? Ma vedi, questo il vostro problema, ragazzi, proprio se voi la pensate in una maniera, è impossibile farvi vedere un solo piccolo punto, perché io qui non ho manco detto a Dracula 3D è incredibile, bello, fantastico, ho solo detto che c'ha dei momenti di cinema intelligenti. Sì, ma perché ormai è solo tifoseria, non c'è proprio la voglia un minimo di approfondire le cose, quello è il dramma. Infatti, io non ho contestato Paolo perché dice che il sangue della parte è ho detto che quella parte è interessante. No, sicuramente anch'io rivedrei 100 volte Dracula che non lo so, il remake di Pet Sematary, cioè anch'io. Però per dirti questo, però sono curioso. E intanto Pets dice bene: a luna e veramente stiamo andando lunghissimi, 120 persone qua. Ma io vi ringrazio, ragazzi, siete fantastici. Occhiali neri, perché ora tu ci devi fare godere. Allora, io quindi sono andato a vedere Occhiali neri con una grande paura, perché comunque per quanto io ho parlato sempre dell'evoluzione di Dario Argento, però non è un'evoluzione che apprezzo come l'evoluzione di un Cronenberg, di uno Scorsese, è un picco basso parecchio rispetto ai capolavori del passato. Avevo paura di ritrovarmi una Terza Madre, che magari il concetto è interessante, però non vedo più la messa in scena registica di Dario, o perlomeno una messa in scena che mi faccia pensare, ma guarda che questo poi cerco di mettere delle cose interessanti, io faccio anche una battuta, magari lì non c'è la grande messa in scena perché si è impegnato troppo nel far recitare bene la figlia una volta tanto, però vabbè, quello è un altro... Per me ci è riuscito anche Verdone con Perdiamoci di Vista e però Roberto. Che è successo? Daniele è molto quasi, non poteva più ascoltarti, ora sarà caduta la linea, ora si riconnette. Ecco. Ma io
io mi riferivo solamente, cioè io mi riferisco solamente all'Asia Argento di Dario, perché io Asia non la conosco in altri registi, magari diretta da altri registi è più brava, cioè per carità. Ma quindi sono andato con la paura. Ho visto questo Occhiali Neri. Ho visto questo appunto Occhiali Neri con ho detto vediamo che cosa è capace di combinarmi. Sono uscito dalla sala felice. Perché? Prima di tutto dal punto di vista registico. Dal punto di vista registico un Dario Argento molto più preso rispetto ad altri film che ha realizzato, e non perché è un Dario Argento che ha gli stessi guizzi dell'Argento classico, ma perché ho visto più voglia di fare. Io, per esempio, non capisco veramente, cioè, tra tutte le scene del film, perché andare a criticare proprio la parte dei serpenti, che secondo me lì è proprio quel momento in cui si avvicina più al Dario Argento classico rispetto a tutte le altre cose che c'è nel Suspiria, in tutti gli altri film di Dario Argento, perché c'è proprio questo elemento surreale, la sensazione di soffocamento, i serpenti che si stanno praticamente buttando sulla tua carne, con l'inquadratura nel mio caso il contesto, cioè più che altro, come ha detto Paolo, se anche all'interno di tutto il film magari ci fossero stati momenti surreali come questo, magari sarei anche passato sopra, ma nella fuga dal killer lì sembra tutto quanto così casuale. Ma in realtà ci sono tanti, ma ce ne sono tanti in realtà. Ma guarda, io la cosa dei serpenti, che visivamente sì, non è sto granché, è anche abbastanza trash sotto certi punti di vista, però la vedo molto come una cosa coerente e l'ho apprezzato per questo, per alcuni può essere un difetto, una cosa molto coerente con un certo tipo di stile molto, molto anni 70, in tanti film horror anni 70 italiani, non solo di Argento, ma di tantissimi registi, anche più di serie B. Molto spesso c'erano scene in cui la macchina da presa andava vicino a un elemento spaventoso, che però in quel momento non c'entrava un cazzo. Era sicuramente... Una scelta ingenua e lo è anche in questo film, in Occhiali Neri, però sono comunque quegli elementi che hanno caratterizzato il cinema horror anni 70. Forse questa cosa non piace a molti, perché Occhiali Neri è un film uscito nel 2022, siamo lontani, però Argento nel sangue quel tipo di cinema ce l'ha, ha anche contribuito a crearlo, e quindi una cosa così ingenua come far vedere dei serpenti nelle paludi romane, laziali, che escono dalla palude e vanno addosso ai protagonisti, sì, è una cosa ingenua, una cosa goffa, ma io la vedo abbastanza coerente con questo tipo di cinema. Ma io non la trovo neanche... ma io non la trovo neanche una cosa goffa a livello scenico, perché proprio l'idea, per come viene messa, tu metti un primo piano delle gambe che vengono mosse da dei serpenti in un'inquadratura subacquea, subito dopo mi passi ad un'inquadratura in cui vedo immediatamente i serpenti attorno al collo, e continui a fare questa alternanza tra vari primi piani tra varie inquadrature piene di dettagli, in cui senti proprio i protagonisti che si sentono alle strette, nel senso più letterario nella parola, che si connette perfettamente col cinema argentiano, in cui improvvisamente nella parte più nel momento più inaspettato ti butta un concetto appunto surreale, ti traspone visivamente quella stessa paura anche nel modo più astratto possibile. Prima che me ne dimentichi, Henry, se invece di basarsi su questa scena che può avere tutto il concetto come sottotesto che si rifà al cinema di Argento, magari si fosse messo un attimo da parte questo surreale per me non richiesto, e si fosse un attimo pensato alla scena poco prima o poco dopo, in cui hai un fucile in terra con cui puoi sparare, lo lasci lì e continui a scappare per i boschi. Io, va benissimo, è la scena surreale, ma cosa ti costava un minimo di coerenza? Cioè, se tu invece avessi preso quel fucile piuttosto che la scena con i serpenti, mi mostravi un killer che veniva preso veramente a colpi di pistola, di fucile, mi mostravi un qualcosa anche di splatter, mi facevi rivivere anche quell'effetto speciale di Stivaletti, non l'abbiamo citato, ma Stivaletti ha fatto un ottimo lavoro, secondo me era molto più coerente, piuttosto che farmi vedere
una scena che diventa palesemente comica, in cui una cieca con un bambino sparo qui, pum, e piglio di là, sparo qui, pum, e piglio di là, che mai una volta tu lo pigli anche di sghimbescio, cioè ho detto ora piglia quelli buoni, mi sembrava di vedere una parodia con Leslie Nielsen, e sono le stesse cose, va bene i serpenti, ma un minimo di coerenza, io ancora mi chiedo come cazzo sia arrivata la polizia lì, così come, cioè la scena anche dei due poliziotti, io però... posso capire, vabbè, come la giustifichi quella, io non voglio fare le pulci, ma no, arriva, perché siamo in aperta campagna, in un punto a caso di una Roma deserta, sei nel bosco, non solo non chiami la polizia, ma la polizia arriva da sola. Cioè, ma Paolo, per... allora, ma non è questo, ecco, per esempio, però, io posso capire delle critiche, ma cioè la polizia che arriva all'ultimo nell'horror è proprio una delle, anche delle regole che spesso vediamo negli horror, in cui praticamente degli assassini cercano di, cioè dei personaggi cercano di fuggire dagli assassini, alla fine vincono sconfiggono l'assassino, e proprio in quel momento, anzi, Dario non mette neanche l'ingenuità di fare in modo che mentre hanno appena sconfitto tipo per esempio The Visit di Michael Night Shyamalan, loro hanno appena sconfitto di chi no, ripetimi la pronuncia, perché è meraviglioso, mi dispiace, così. Però Andrea, a me mi sembra che si voglia, vai, dimmi. Finisco il discorso, tipo The Visit, alla fine vediamo i nonni che vengono distrutti finalmente, e poi che cosa succede alla fine del film? I bambini li hanno appena sconfitti, aprono la porta e è arrivata la polizia, cioè come arriva quel momento? Guarda, l'ho appena ammazzato, sta arrivando. Dario Argento non mette nemmeno questa incertezza, perché quando muoiono nel... cioè quando muore lo stronzo, ecco, c'è uno stacco e ti mostra direttamente loro, okay, liberi con qualcosa. Ma cosa ci vuole intuire che magari hanno preso un telefono che era lì nel posto? Che comunque c'era lì il posto. Ah, io trovo un telefono in mezzo ad un bosco in aperta campagna romana. Perché in mezzo ad un bosco? Era una struttura residente lavorativa, è normale che ci sia un telefono lì. Boh, qui c'è un po' il pelo nell'uovo. Cioè, per me, se c'è uno stacco, se c'è una dissolvenza nello stacco temporale, per me ogni cosa vale in quello spazio nero che non abbiamo visto. Questo è un po' esagerato, appunto, la polizia che arriva... Cioè, è il pelo nell'uovo, poi il pelo nel pelo dell'uovo. Sai cosa sembra a me? Sai cosa sono altri? Sì, sai cosa sembra a me? Che ci si nasconda tutto dietro a ma è la poetica di Dario. Capisco, lo sai che io sono uno spettatore che quando vede un film di un regista li vorrebbe vedere tutti, perché ama capire la poetica tra pellicola e pellicola. Però in questo caso non si può giustificare una mancanza di logicità in ogni scena. Cioè, questa alla fine viene rilasciata alla Pastorelli, ma ricordiamoci che ha rapito un bambino. Ma questo va via tranquillo, arriva l'altra sua cugina... prostituta, sta per venire una parolaccia, arriva la sua cugina prostituta, cioè, capito, ma la Pastorelli, e anche lì Michele mi dice, ma resta sola come un cane con un cane, ma mi sembra di volersi aggrappare un po' agli specchi, perché Dario Argento, ripeto, è praticamente il centro del film, quella parte finale, scusa, è anche molto esplicita. Per me era molto invece più forte come concetto, ripeto, l'idea di una prostituta fiera di esserlo, e sulla libertà della donna il film si poteva basare tutto, sulla libertà della donna, anzi, visto che siamo in periodo post Me Too, il killer non lo doveva ammazzare il cane, lo doveva ammazzare lei. Cioè, lui doveva essere magari se proprio vuoi fare un film, no? Vuoi fare un film sull'uomo che uccide la donna, visto che qua la logica è perché puzza, ma fammi vedere una donna, fammi vedere la vittima di Weinstein che uccide il Weinstein della situazione. Mi fai un film su una donna libera, trattamelo il concetto forte davvero, trattamelo. E qua non lo fai. Io mi butto su questa cosa, perché non ho perché voglio spiegare bene perché Occhiali Neri mi sia piaciuto, perché non ho ancora... detto come mai io l'abbia apprezzato tanto, al di là dei quizzi registici che penso che ci siano, cioè io vedo persone che dicono che questo film registicamente non vale, cioè, ma io quando le ho lette queste cose ho detto, scusa, ma sto poverino dopo la terza madre, e da che deve fare, cioè che deve fare adesso per accontentare, perché non lo so, ma al di là degli interessanti campi lunghi, delle parti che evidenziano il corpo, delle soggettive molto belle, come per esempio quando si vede lo spray al peperoncino spruzzato sulla telecamera, per richiamare praticamente alla persona che sente il dolore mentre cerca di violentare questa
questa protagonista, il film è molto interessante. Poi non è un film perfetto, non è uno dei migliori di Dario Argento in generale. Però Andre io ritorno lì, però perché mi dici non è perfetto, non è di qua, però io torno lì e magari sbaglio io la tua recensione l'ho letta con molta attenzione e lo sai, ti ho fatto anche complimenti perché ci hai visto cose che io non ho visto, però se vedo che dai, e mi dispiace dirtelo, ma se dai 8 a un film e dici è il migliore film di Dario dal 2000 in poi, cioè io vorrei capire realmente, è un ottimo film, perché è un ottimo film, ho detto che non è uno dei più grandi di Dario, ma nella lista di Dario ci sono dei capolavori della Madonna che fanno paura. Però se dai 8 a questo, a Profondo Rosso, cosa gli dai? 16? 5, 17? 10, ovvio, ma mi sembra il minimo dare 10 a Profondo Rosso, senza, cioè, perdonatemi, cioè è solo uno dei film che ha rivoluzionato il cinema, non capisco però perché secondo me questo film può essere interessante, come ha fatto capire Michele, come ha fatto capire Daniele, anche senza per forza il vederci questa lode assoluta, cioè non so come dirlo. Allora perché... Paolo, io ora perdonami, sto cercando di dire perché apprezzo tanto Occhiali Neri, anche perché qui ci basiamo anche sul mio voto principalmente, ma lo sai che l'ho detto anche nella live di Quarta Parete, buttarci sui voti lascia il tempo. No, scusami anche se ti ho interrotto, ma anche rifacendomi proprio alle parole, cioè mi citi nella recensione Taxi Driver, mi citi Mulholland Drive, ancora qui ecco, per esempio l'ho detto, l'ho rispecificato quando ho fatto quel paragone, e ho ripetuto già che Mulholland Drive forse è stato eccessivo perché l'intro di Mulholland Drive non è la stessa introduzione di Occhiali Neri, perché per quanto riguarda Mulholland Drive si tratta di entrare in un territorio sconosciuto che ti fa vedere un'esperienza mistica. Ho pensato più a Taxi Driver più che altro per il senso di solitudine e praticamente deviazione che questa protagonista ha in generale, come praticamente la solitudine che ha il protagonista di Taxi Driver. Però questa è un'interpretazione mia, è un'interpretazione mia che può anche essere specificata come una sovralettura, perché è una cosa che io ho letto in questa inquadratura argentiana, e poi al di là della bellissima inquadratura dell'Elissi che mostra, guarda l'oscurità che sta arrivando adesso, questa protagonista sarà smarrita per sempre perché appunto diventerà cieca, e ok, questa è una mia sovralettura. Ok, cioè può essere una mia sovralettura, una mia interpretazione che può essere letta come una sovralettura, ma il motivo per cui apprezzo tanto Occhiali Neri è che in tutta la filmografia del maestro è una delle opere sue più delicate e intime che abbia visto in generale, perché e qui si spiega perché lo reputo un ottimo film, perché penso che sia un thriller veramente sopra la media, perché ha dei punti di grande delicatezza proprio nella caratterizzazione dei protagonisti, che vanno su una simbologia di immagini che confermano che Dario è uno che tiene tanto ai suoi protagonisti, perché la protagonista è fiera di essere una prostituta e il film non deve lottare sul fatto che lei debba dire o mostrare il perché lei è fiera di essere una prostituta, ma mostra continuamente le parti negative del mondo, in cui vediamo una protagonista che in tutti i modi, quando diventa cieca, tu pensi che magari venga trattata meglio in quanto cieca, e invece no, non fa altro che essere discriminata in tutto il film. E Dario Argento mette continui elementi che richiamano anche a una società tutta italiana, che Dario Argento schifa da tanti anni, e l'ha raccontato anche nelle sue interviste prima di fare Occhiali Neri, in cui appunto vediamo una donna che viene discriminata in quanto prostituta, viene discriminata in quanto cieca e viene ciao amico nostro, sì carissimo, e come, e viene discriminata come il bambino cinese, che qui viene trattato male in quanto cinese, ma quando nota che questa protagonista è praticamente una donna che cerca di proteggerlo nonostante tutto, nonostante la sua cecità, lui va da lei, vuole stare con lei perché è l'unica che lo tratta come un essere umano, l'unica che non lo fa sentire solo, e lei all'inizio si vergogna pure di dire ad un ragazzino che fa la prostituta, e lui dice, ah vabbè, ma è come mia zia, non c'è niente di strano. Cioè, ci sono tanti dialoghi, tanti elementi che fanno pensare a delle parti molto interessanti, ma e poi mi dicono che nei miei sono sovraletture strane,
basate sul fatto che io voglio vedere una grande cosa perché Dario Argento. Uno, non è che perché se Dario Argento lo salvo, come ho fatto anche per altri maestri. Due, cioè, ma c'è proprio quel dialogo del protagonista che... cioè, non il protagonista, di un uomo che dice a lei, ma guarda che il fatto che tu sia diventata cieca non mi rende schifettoso nei tuoi confronti, anzi al contrario. Non ti rende schifettoso? Nuovo termine. No, è un termine, ragazzi, l'ho usato spesso per strada con tanti... Bene, mi ha insegnato un nuovo termine. Però no. Andri, scusami. Aspetta Paolo, vorrei finire il discorso, perché sì. Altrimenti poi mi perdo, scusami. Sì, sì. Ok. E poi ci salutiamo, se no qua alle 6 siamo qui. Mi ha dato quella presentazione, quello che osa proteggere in maniera così, quindi vorrei dare la parte completa, no? E quindi vediamo proprio un uomo che dice: no, mi eccita di più il fatto che tu sia cieca. Io mi sono sempre ritrovato brutto, mi sono sempre sentito brutto, e invece tu adesso non puoi vedermi, e quindi questa cosa è meglio per me, perché io mi sento un mostro. E lei dice: no, il mostro è quello che mi ha fatto, è colui che mi ha fatto questo. Il film più volte cerca di evidenziare: ma guarda che la società è orribile perché non c'è rispetto. Però scusami Andri, io ribadisco la chat un attimo. Grazie per avermi dato della fuffa, sì, cioè, è ragazzi, sempre bello ricevere complimenti così. Ragazzi io ripeto, io blocco, vi avverto, mi raccomando, niente offese o d'altro. Io sto ascoltando la conversazione, non riesco a stare dietro anche a vedere i commenti, che sono felice ci siano. Però niente offese, io sono in totale disaccordo con Andrea, però avete visto, possiamo parlare, quindi mi raccomando, io non transigo su questo. Se volete avere la ragione assoluta, parlate allo specchio con voi, così sicuramente nessuno vi darà contro, però così, per favore, basta. Rispetto tra l'altro per un regista che ha scelto di essere qui stasera con noi, oltre rispetto per tutti noi, ma per di più per un regista che a quest'ora è qua con noi a parlare di Dario Argento, e sentirsi dare della fuffa proprio no, quindi cioè, alla fine mi associo, un po' di rispetto e scusa ancora Daniele, ora sto più attento a cosa scrivono, però ero preso da cosa diceva Andri. Finisci pure, certo. Poi ti volevo rispondere, poi ci salutiamo, se no. No, figurati, volevo solamente finire questo discorso perché ci tengo, anche perché dopo tutto sto comunque esponendo qualcosa di che è comunque difficile, quando appunto noti che molte persone non sono d'accordo con te, allora per questo cerchi in tutti i modi di far capire il più possibile perché un'opinione del genere può risultare valida. Poi non essere d'accordo è la base di ogni comunicazione, di ogni discussione. Quando qualcuno crede di avere la verità in tasca perché chissà che cazzo si crede di essere, il problema. Qui si sta parlando, si sta ragionando. E se non si vuole ragionare, non capisco perché c'è gente che continua a seguire la live. Questo sì, non ma infatti ora se io noto qualche altro commento del tipo, nemmeno lo leggo, banno subito a spada tratta. Posso un attimo risponderti, Andri, se non mi dimentico quello che volevo dire? Vai, tu hai citato dei dialoghi che per quanto a te siano piaciuti, io ho trovato veramente invece poco credibili, cioè tutte le scene citate da te, anche il fatto della donna che all'inizio non vuole tenere il bambino, si vergogna a dire anche il suo mestiere, il bambino che un attimo prima la odia, poi basta che lei arrivi lì e lo difenda un attimo da questi ragazzini che lo prendevano in giro perché... insomma ripetevano, no, il cinese, lo prendevano un po' in giro, cioè, io ho detto ok, e quindi è bastato un attimo, questo bambino prende, va a casa sua, così non ci chiediamo ovviamente come conosca l'indirizzo, però questo arriva a casa sua, arriva lì, questo decide di tenerlo e si torna ai soliti discorsi. Andri, per me, per quanto si possa cercare di salvare il tutto con Emma e la poetica di Dario, io letteralmente, tu parlavi anche di inquadrature, per me la regia non è solo l'inquadratura, per me la regia è cosa vuoi comunicare. Tu mi hai citato delle cose interessanti che non vengono sviluppate, la libertà della donna me la accenni e la butti lì, il bullismo me la accenni e lo butti lì. Ma la libertà della donna è trattata molto nel film, ma in un altro senso, ovvero che tu mostri per tutto il film l'oppressione, ed è praticamente quel calcolo registico che si fa in molte opere, ovvero mostra la parte peggiore della società che vuoi denunciare, in modo che lo spettatore poi rifletta su quello che invece dovrebbe comportarsi nella maniera migliore, che poi non è neanche così assente nel film di Dario Argento, perché l'umanità tra il bambino e la donna è molto evidente, c'è quel senso di maternità,
per quanto mi riguarda, ovviamente, perché comunque, ripeto, queste sono tutte le mie concezioni, non è detto che siano per forza giuste, magari Dario, ma anche se penso che Dario ci stesse pensando, in generale, anche la parte, per esempio, non sono d'accordo con Daniele che ha difeso il film, nel momento in cui si vede Ilenia Pastorelli che è completamente sola, quel momento allunga il film, secondo me quello è uno dei momenti più riusciti, perché ti dà proprio il senso di solitudine in cui lei si sente completamente persa, persa nel vuoto, perché ha paura, non ha più il bambino, quando lo ritrova invece si sente di nuovo, sorride di nuovo, che è una cosa interessante. E il cattivo, no? Io adoro il fatto che lo ammazzi il cane e non la donna, perché il cattivo dice, poi ne abbiamo parlato prima, Michele stesso ha fatto quel commento con cui io sono completamente d'accordo, ovvero un uomo che è abituato, che si sente frustrato perché è solo, però in questo caso reagisce nel modo peggiore, perché dice che la donna, perché praticamente siccome si sente solo, è abbandonato dal mondo, decide praticamente di prendersela con persone che lui reputa inferiori, quindi il classico discorso da mafiosetto, ok, cioè nessuno, io sono un sottomesso, allora sottometto altre persone a mia volta per sentirmi meglio. E quindi che cosa fa? Lui, la donna ha usato dire che puzza, e allora dice, come si permette questa troia, no, non per, per questo è il ragionamento di uno stronzo. Che ha dovuto specificare con... Ecco, per farvi capire, come si permette questo oggetto, questa bambola di dire a me che io puzzo, io adesso la ammazzo, perché mi vuole umiliare, mi vuole far sentire inferiore. Tutte quelle prima gli avevano detto che puzzava comunque, tutte quelle prima. No, ma questo è il punto, magari le altre... Secondo me voi vi siete fissati troppo sulla questione che lei dice che puzza. Lui molto probabilmente lei se la sarebbe scopata e poi la sera sarebbe tornata e l'avrebbe ammazzata. Sì, è solo lui è un pazzo che odia le donne e questo è il suo movente. Però io ti giuro, mi dispiace, ripeto, magari è un problema mio, io questo non l'ho percepito, perché il film si basa su talmente tanto, c'è cioè proprio la frase primo piano, io puzzo, cioè, e allora io puzzo, cioè talmente il film si basa e si concentra su quella scena che ti fa capire che il movente è quello. Sì, ma... Lo so, però è quello che il mi momento, dice. Il momento magari... pure se è quello, il momento, quando ho detto sai che io sono quello che puzza, io ho detto ecco, questo film si alza le parti, perché nella parte, okay, perché mi vuoi dire, ok, lui è incazzato perché puzza, perché lei è una donna, non si deve permettere di dire che lui puzza, perché appunto non si può permettere di dire, ecco, non che lui puzza, ma non si deve permettere di dare un difetto a quell'uomo, non si deve permettere. Allora lui che cosa fa? Cerca di ammazzarla, arriva il cane e dice, ecco, hai visto? Quello è un cane, sai quali sono le parti belle dei cani? Che fanno quello che io dico, stanno in silenzio e non mi rompono le palle, nel senso che il cane non si permette in quanto creatura inferiore di ribellarsi a te. Invece che cosa fa alla fine il cane? Ascolta invece una persona che gli vuole bene, ovvero una donna, lo sbrana, e quindi ecco la vittoria di un essere che tu definivi inferiore, che tu hai accostato ad una donna, nel senso una donna è una cagna, quindi consideri queste cose monnezze praticamente, e invece il cane alla fine non fa quello che dici e ti ammazza, si ribella come una donna emarginata che ti accoltella quando vuole difendersi, perché una donna ha diritto di difendersi da un assassino schifoso, ed è un finale proprio simbolicamente bellissimo, che però per quanto mostri questa emarginazione alla fine non riuscirà a vincere veramente, perché Dario Argento mostra quella parte pessimista in cui alla fine lei, che finalmente, che l'unica persona che gli voleva veramente bene, a parte Asia che è morta, è quel bambino che però se ne va, perché non rimane in Italia, che è un posto di merda, va in Cina, se ne torna con i suoi simili, perché non c'è spazio. No, non va in Cina, va a Cecina. Sai perché? Perché c'è cinesi. Vabbè, a parte la cazzata. Lo capivo, va bene. Va bene. Basta battuta. Però se tu hai riso, io ho pasta. Va bene, io lo so che tu fai cacare a raccontarle, però me lo dimostri nuovamente di continuo, ma ti voglio bene per questo. Questa era la parte finale, e mi zittisco definitivamente, faccio il muto. Questa è la parte finale, appunto, lui se ne va in Cina, quindi non rimane in questo posto di merda, e quindi lei che cosa fa? Abbraccia il cane e dice... Ormai, cioè, siamo rimasti sole io e te. Come per dire, solamente il cane potrà aiutarla
e non potrà, e nessuno più la accetterà. Sarà sempre più difficile per una prostituta vivere in un mondo che invece è oscuro, e c'è appunto quella dissolvenza alla fine, e non le lascia possibilità. E tutti questi aspetti, uniti ad una regia che reputo sopra la media, perché ci sono dei guizzi molto interessanti, riescono a colmarmi la recitazione. Ok, sì, ci sono dei momenti discutibili parecchio, però non l'ho trovata diversa da una recitazione di un horror che punta soprattutto sulla parte fisica del racconto. E poi, per me, il vero problema del film non è manco tanto la Pastorelli, ma il bambino. Cioè, per il bambino, secondo me, potevano spingersi un po' di più col casting, perché è vero che è un bambino, non ha esperienza, però se cerchi qualcosa di meglio lo trovi. Quando gli dicono che la madre è morta, la sua reazione è: no, perché non è vero, sei cattiva, così, e la recita così come la sto recitando io. No, ma infatti, cioè, è vero, il bambino sinceramente non mi ha lasciato molto, sono sincero. La Pastorelli, per quanto Fede avesse da dirne prima, secondo me, se ben diretta, può anche cavarsela. A me piace molto quando lavora sul personaggio e quando piange. Mi aspettavo molto peggio dalla Pastorelli su sto film, e non mi ha dato fastidio, ma nemmeno Asi Argento mi ha dato fastidio. Infatti, secondo me, tra tutti i film del padre, quella è la miglior performance di Asia, cioè, lo dico con il cuore, senza problemi, ma non che è bravissima, è buona, cioè, però rispetto a delle cose a cui mi avevo abituato. Ma dipende, la prima parte, secondo me, l'inizio della sindrome di Stendhal e pochi altri momenti, perché poi, come ha detto anche Fede, la seconda parte cade rovinosamente. Però neanche all'inizio. Vabbè, lei che cammina per Firenze e poi arriva agli Uffizi, secondo me. Però alla fine, in generale, per dire, questa è semplicemente una buona performance, cioè quella della Pastorelli, che viene molto però evidenziata nel corpo, nelle movenze mute, che sono bellissime della Pastorelli. Poi quando parla non è di certo tra le migliori attrici del mondo, però secondo me non è diverso da una performance normale che ho visto in un horror, e in generale si lasciano guardare la maggior parte delle performance, e quindi questo non mi crea problemi, per quanto lo posso reputare un difetto. Ci sono delle ingenuità più grosse rispetto alle altre, tipo l'uccisione dei poliziotti, l'ho trovata stupida. La seconda è una cosa, cioè la prima, vabbè, c'è il furgone, vale, la seconda si vede un cazzotto partire, non si capisce da dove, che sembra, io lo dico sempre, sì, quando Ugo Fantozzi mette l'orecchio sulla pancia, no, della figliola, e pure arriva il cazzotto dal bambino che sta per nascere. Cioè, io ripeto, Dario mi sa fare anche di meglio. Io ripeto, mettete a paragone la scena, le genialità di Profondo Rosso, il bambolotto e lo scrivere con l'aria tiepida, no, col caldo, scrivere sulla vasca, però qua fare anche di meglio. Ma la parte dell'incidente, per esempio, è gestita bene, la parte dell'incidente d'auto, per quanto mi riguarda, anche ci mancherebbe, però anche quando si vedono quando si vedono gli occhi che si aprono, la luce che non, sì, c'è, però ci sono tanti punti, sì, interessanti. Però poi anche lì, cioè, la mamma schianta e glielo va a dire nel momento meno opportuno, quando tu ci anterra il cadavere di quella povera stronza di Asia, o piangi 5 minuti lei e poi vagli a dire che è morta tua mamma, non glielo dire subito, Io come me lo giustifichi quel dialogo? È come un brutto sogno, chiudi gli occhi e poi tutto torna a posto. Ma la fava non è così, io guarda, all'inizio sono rimasto interdetto anche io per quella scena, però posso capire che il momento in cui glielo dice possa, non ha convinto troppo neanche me quella parte là, posso capirlo, però il significato del dialogo mi piace, cioè, perché secondo me vuole dire questo: è solo un brutto sogno, ma quando ti svegli è tutto a posto, nel senso che il momento della perdita, del dolore, del lutto, è una cosa orribile, è come un forte incubo che continua, e lì il cinema di Dario, che spesso si basa sull'incubo, è un forte incubo che ti tormenta, ma quando riesci a superarlo, non è che non campi più, ce la puoi fare. Ed è praticamente il parallelismo con lei, in cui, quando è rimasta cieca, è riuscita ad andare avanti comunque. E infine c'è quella bellissima scena della domestica, che è lì, mostra che Dario non ce n'è per nessuno, la domestica immigrata, straniera, e quindi per questo dovrebbe essere Dario dovrebbe stare da quella parte, però ti mostra che anche lì c'è pregiudizio, perché lei dice: sei cieca, questa è la colpa per i tuoi peccati. Lei, sì, però Andre, anche lì per me è una stronzata enorme, perché? Cioè, ma perché tu
essere umano che hai soldi, guadagni con il tuo corpo, sei fiera di guadagnare in questo modo e a me dico cazzo, hai la donna delle pulizie lì che ti odia. Dall'inizio del film ti fa vedere, Dario Argento, quanto questa donna detesti e sminuisca, come hai detto te, abbia il pregiudizio su Ilenia Pastorelli. Non se ne va, poi diventa cieca e la lascia lì, ma è ancora più incoerente. Ma non se n'è andata prima e se ne va appena diventa cieca. Ma che stronza sei? Ma intanto perché non se ne va appena diventa cieca? Se ne va e dice fuori da casa mia. Non mi sembra. Ma perché ha aspettato di diventare cieca se questa la odia? Anche lì te lo chiedi, ma perché se hai soldi deve mantenere questa donna che la detesta? Non ce ne sono altre quelle di... Ma sono piccole cose, perché poi mi vengono in mente qui e là, però... Ma questo in realtà è una delle cose più credibili del film, perché in realtà, cioè, con tutto che... Perché in un contesto, spesso, i domestici, e questo lo dico purtroppo con dispiacere, i domestici immigrati vengono assunti, cioè, voglio dire, gli immigrati vengono assunti come domestici, anche perché... parlano poco, non fanno domande e hai con loro un rapporto indifferente in diversi punti della borghesia. Poi non è detto che sia per forza così, perché conosco persone che tranquillamente hanno domestici immigrati con cui veramente sono membri di famiglia, cioè poi dipende. Però purtroppo vengono assunti per questo modo. A quanto pare lei l'ha sempre guardata con indifferenza, o perlomeno non le ha dato chissà quanto fastidio. Nel momento in cui hai veramente avuto di tutto, vieni disprezzata in quanto prostituta, diventi cieca adesso perché uno cerca di ammazzarti, e questa ti dice è la colpa dei tuoi peccati, che è un bigottismo religioso orribile, perché molte persone dicono se l'è cercata perché è svestita, e quindi è uno dei momenti più alti del film, secondo me, dimostra che purtroppo il disprezzo, il pregiudizio appartiene a tutti, e il film è contro questa cosa. Poi vabbè, adesso ho spiegato tutto, quindi ci sono dei difetti, ci sono dei momenti che effettivamente sono troppo poco credibili anche per un film di Dario Argento. Secondo me è solamente uno, ovvero lasciare il cane a casa, che lì secondo me è troppo. La parte dei poliziotti è troppo stupida, però sono interessanti i poliziotti, perché trattano di merda lei, ancora una volta dimostra quel pregiudizio lì. Gli attori non sono sempre perfetti, la regia non è una delle migliori di Dario Argento, però comunque, perché comunque non è sempre grande, ma comunque dei lati molto belli. Quindi un film che ha delle scene veramente interessanti, la tensione l'ho sentita, i protagonisti sono ben caratterizzati, c'è un simbolismo stupendo. Al netto di tutti gli altri difetti, lo reputo un film che è veramente sopra la media, e per questo, visto che cioè per questo io lo reputo un ottimo film. Mi dispiace che sia stato preso, perché solamente, cioè, vedo che solamente Bocchi gli ha dato un voto alto. Però io penso che quest'opera sia sottovalutata. Mi pare pure Davide Pulici su Notturno. Non ho ancora la recensione di Davide Pulici, non l'ho ancora letto. Però sì, ho letto sul suo profilo Facebook che il film gli sia piaciuto. Che dire, ragazzi, ma dopo 3 ore e 25... direi che io vi giuro resterei, perché siamo ancora più di 100, però bisogna anche Daniele vorrà andare a letto, idem Damiano, idem Kratos, Andri non resterebbe, continuare. Però difendere la spada tratta esatto però la cosa positiva in questo, che sia che vorrei che tutti quelli che ci hanno seguito un minimo la prendano in considerazione. Sto film è bello, è brutto, è piaciuto, non è piaciuto, però intanto ne abbiamo parlato 3 ore e 25, quindi alla base qualcosa ci sarà. Vero. Qualcosa ci sarà, perché alla base c'è Argento, ragazzi. Vero. C'è poco da dire. L'argento vivo, come si suol dire. Quindi assolutamente sì, vi saluto chiedendovi il vostro film preferito di Dario. E poi è vero che nella live di stasera non abbiamo Maremma Cinghiale un attimo, È vero che stasera non abbiamo parlato di Opera, di Tenebre, altri film che ho nel cuore, Trauma l'abbiamo accennato, io ad esempio un Dario Argento che amo è anche quello della Porta sul Buio, lo sceneggiato, si diceva ai tempi di Rai 1, in cui lui aveva diretto l'episodio Il Tram insieme ad altri registi che dirigevano gli altri episodi. Ma io tra l'altro vi ricordo, scusate, Dario Argento è uno di quelli che ha scritto il soggetto di C'era una volta il West, che per me è uno dei più grandi film della storia del cinema. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi magari, nonostante 3 ore e 26, la live sarebbe dovuta durare 10 ore se avessimo dovuto affrontare tutto Argento, però magari ci saranno altre occasioni. Quindi Dendry Cinema 98,
qual è il tuo film horror preferito di Dario Argento? Beh, il tuo film preferito di Dario, magari ora ci spiazzi con Le Cinque Giornate. No, no, Le Cinque Giornate è bellissimo, ma non è il mio preferito. Io vado su Suspiria, sul classico, senza problemi. Suspiria, ok. Kratos? Io sono parecchio indeciso tra Suspiria, che comunque è il più classico, ci sono molto legato, ma anche con Fenomena ho un rapporto speciale. Fenomena non l'ho citato, certo. Mi ha fatto veramente cagare sotto Davide Marotta quando faceva il piccolo mostro, e Jennifer Connelly lì era veramente all'apice per me, per non parlare di Donald Pleasence. Ma per non risultare banale, al momento direi Fenomena. Fenomena, che è lo stesso preferito dallo stesso Dario. Damiano? E io anche su Suspiria rimarrei sul classico, diciamo. Sono affezionato comunque, quindi. Daniele? Allora, una settimana fa ti avrei detto o Suspiria o Inferno, ma oggi ti dico Fenomena, perché l'ho rivisto l'altro ieri, era da tanto che non lo vedevo, ed è, per me è il film più inquietante di Dario Argento, magari non il più bello, però è quello a cui mi sento... Per preferito non bisogna per forza pensare a quello più oggettivamente riuscito, il preferito. Fenomena è quello che già so che fra 10 giorni magari riguarderò. E io invece resto su Profondo Rosso, ora come ora, poi anch'io potrei cambiare idea, perché c'è Suspiria, che c'è L'Uccello dalle Piume di Cristallo. Io, ragazzi, veramente, non abbiamo parlato magari di tanti altri film, però io spero che magari chi ci ha seguito senza conoscere il maestro Dario abbia voglia non solo di recuperarsi i suoi film, perché prima parlavamo di quanto oggi i giovani non siano al corrente, molto spesso anche i miei coetanei, se gli parlo di Bava, di Fulci. Ecco, spero che questa live possa invogliare questi giovani ragazzi anche a recuperarsi ciò che, diciamo, Argento prende a piene mani da Mario Bava. Ricordiamo L'importanza di Sei donne per l'assassino, Lucio Fulci, Sergio Martino, Lo strano vizio della signora Ward, La coda dello scorpione. Tra l'altro, prima uno nei commenti in chat diceva Dario Argento è stato il primo a mostrare l'assassino dopo Bava con la maschera. Nello stesso anno di Quattro Mosche uscì anche però La coda dello scorpione. Ora non so quale dei due primi, però si sono influenzati fra di loro. Ho anche avuto il piacere di intervistarlo, Sergio Martino, sul canale, troverete la recensione, troverete l'intervista. Quindi, che dire, siamo arrivati alle 3:30 e non possiamo che chiudere ringraziando tutti i superstiti. Voi in chat siete ancora più di 100 e salutiamo il caro Dendry Cinema 98. Grazie Paolo, è stata una live molto strana, molto bizzarra, ma l'ho apprezzata molto, ho apprezzato molto gli ospiti, mi sono trovato veramente bene come sempre da te, dopo tutto, quando mi inviti. E certo, sono un po' stanco per avere posso dire che sia la mia live più lunga, non ero mai arrivato a questa durata, penso. Sì. Mamma mia, comunque grazie veramente, non posso far altro che dire grazie. Magari adesso fai un po' rincoglionito per tutto no, ma grazie. No, ma ne valeva la pena. Grazie anche al caro Kratos25. Ma grazie a te. Per me queste live sono veramente il paradiso, non solo perché ho motivo di parlare con tutti noi cinefili, ma soprattutto anche perché qui ci sono assolutamente delle opinioni che sono assennate, non ci sono arrampicate sugli specchi, ognuno che si è piaciuto o non si è piaciuto spiega il suo punto di vista, le sue convinzioni, e io posso anche concordare o non concordare, ma l'importante è che, contrariamente a certi sit nel web che vivono di assoluti o anche qui in chat alle volte, più o meno si articola, si spiega e quindi si vuole tutti quanti bene. Quindi mi fa sempre piacere, ed è il paradiso per me questo. Grazie Kratos, un carissimo saluto anche a Damiano del Mattino all'Horror in bocca. Sono veramente contentissimo di questa serata, sono contento che sia comunque creato un dialogo costruttivo tra tutti noi, e poi dicevate tutti voi una cosa molto intelligente, secondo me il fatto che proprio grazie attraverso il cinema di Argento, attraverso i suoi film, siamo riusciti a parlare anche di tanti altri temi interessanti, proprio a ricordare del fatto che comunque dobbiamo tantissimo al cinema di Dario Argento, quindi certo, non potevamo lasciare un messaggio migliore. Sempre viva Dario, anche se questo film per me non è riuscito, sempre viva Dario, andate sempre a sostenerlo e se lo trovate nelle sale andateci. E poi devo ringraziare il caro Daniele Misischia che è stato con noi fino ad adesso, e spero tu abbia voglia anche di tornare per prossime live, perché ho apprezzato molto la tua presenza, grazie.
Grazie a te, grazie a tutti. Tra l'altro ne approfitto anche per ringraziare tutte le persone in chat che in un modo o nell'altro hanno nominato i miei film. Mi fa molto piacere, vi ho letto tutti o comunque quasi tutti. Grazie, e come spero sia uscito fuori da questa live, è sempre bello parlare di cinema, sia se un film è piaciuto o non è piaciuto, e soprattutto è sempre importante perché il cinema è una cosa importante e va approfondita, almeno io la vedo così, e questo è il motivo per cui magari ci sono stati un paio di momenti durante la live che mi sono un po' alterato, ma è bello anche questo. Essendo un grande amante del cinema, per me è importante approfondire e quindi è per questo che magari mi altero un po' quando posso notare un po' di superficialità, magari non voluta, magari inconsapevole, però è importante parlare poi soprattutto, ripeto, quando stiamo parlando di Argento, che non è l'ultimo degli stronzi, ma è comunque un personaggio che ha quasi inventato un genere, l'ha portato avanti ispirandosi ai grandi del cinema, ma che comunque, come ho detto prima, ha monopolizzato l'horror ed è stato copiato in tutto il mondo e ha ispirato tutto il mondo. Assolutamente, grazie per queste bellissime parole, sono d'accordo, ogni tanto infervorarsi fa anche bene, quindi che dire, grazie anche alla chat, io ringrazio il mio amico Angel che ha donato per il canale all'inizio, grazie di cuore, grazie a tutti voi per i commenti, spero che questo video possa essere visto, e che dire, vi aspetto mercoledì sempre su questo canale, vi anticipo che faremo una live a tema The Batman, quindi ne parleremo, devo ancora decidere gli ospiti, comunque mercoledì sera ci saremo. Un caro saluto ragazzi e con Dario in sotto, anzi no, vabbè, non vi tolgo, se no si tira ancora per le lunghe, comunque con Dario che ci sta per accoltellare dal dietro, vi auguriamo la buonanotte. Ciao ciao, ciao.